GENESI CAPITOLO PRIMO Nel principio il Dio creò i cieli e la terra, e la terra era in forma vuota, e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. E Dio disse, «Sia la luce», e la luce fu. E Dio vide che la luce era buona. E Dio separò la luce dalle tenebre, e Dio chiamò la luce giorno e le tenebre notte. Così fu sera, poi fu mattina e fu il primo giorno. Poi Dio disse ci sia una distesa tra le acque che separi le acque dalle acque. E Dio fece la distesa e separò le acque che erano sotto la distesa dalle acque che erano sopra la distesa, e così fu. E Dio chiamò la distesa cielo, così fu sera, poi fu mattina e fu il secondo giorno. Poi Dio disse le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo e apparisca l'asciutto, e così fu. E Dio chiamò l'asciutto terra e chiamò la raccolta delle acque mari. E Dio vide che questo era buono. Poi Dio disse produca la terra della verdura, delle erbe che facciano seme e degli alberi fruttiferi che, secondo la loro specie, portino del frutto avente in sé la propria semenza sulla terra. E così fu. E la terra produsse della verdura e delle erbe che facevano seme secondo la loro specie e degli alberi che portavano del frutto avente in sé la propria semenza secondo la loro specie. E Dio vide che questo era buono. Così fu sera, poi fu mattina, e fu il terzo giorno. Poi Dio disse: Sianvi dei luminari nella distesa dei cieli per separare il giorno dalla notte, e siano dei segni e per le stagioni, e per i giorni, e per gli anni, e servano da luminari nella distesa dei cieli per dar luce alla terra. E così fu. E Dio fece i due grandi luminari, il luminare maggiore per presiedere al giorno e il luminare minore per presiedere alla notte, e fece pure le stelle. E Dio li mise nella distesa dei cieli per dar luce alla terra, per presiedere al giorno e alla notte e separare la luce dalle tenebre. E Dio vide che questo era buono e così fu sera poi fu mattina e fu il quarto giorno. Poi Dio disse Producano le acque in abbondanza animali viventi e volino degli uccelli sopra la terra per l'ampia distesa del cielo. E Dio creò i grandi animali acquatici e tutti gli esseri viventi che si muovono, i quali le acque produssero in abbondanza secondo la loro specie, ed ogni volatile secondo la sua specie. E Dio vide che questo era buono. E Dio li benedisse dicendo: Crescete, moltiplicate ed empite le acque dei mari, e moltiplicano gli uccelli sulla terra. E così fu sera, poi fu mattina, e fu il quinto giorno. Poi Dio disse: produca la terra animali viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e animali selvatici della terra secondo la loro specie. E così fu. E Dio fece gli animali selvatici della terra secondo le loro specie, il bestiame secondo la sua specie e tutti i rettili della terra secondo le loro specie. E Dio vide che questo era buono. Poi Dio disse Facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, ed abbia dominio sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sul bestiame e su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. E Dio li benedisse, e Dio disse loro: Crescete e moltiplicate e riempite la terra. E rendetevela soggetta e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sopra ogni anima, animale che si muove sulla terra. E Dio disse Ecco, io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra ed ogni albero fruttifero che fa seme. Questo vi servirà di nutrimento. E ad ogni animale della terra, e ad ogni uccello dei cieli, e a tutto ciò che si muove sulla terra, ed ha in sé un soffio di vita, io do ogni erba verde per nutrimento, e così fu. Ed io vide tutto quello che aveva fatto, ed ecco era molto buono. Così fu sera, poi fu mattina, e fu il sesto giorno. Genesi, capitolo secondo Così furono compiti i cieli e la terra e tutto l'esercito loro. Il settimo giorno, e Dio compì l'opera che aveva fatta e si riposò il settimo giorno da tutta l'opera che aveva fatta, e Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò perché in esso si riposò da tutta l'opera che aveva creata e fatta. Queste sono le origini dei cieli e della terra quando furono creati nel giorno che l'Eterno Iddio fece la terra e i cieli. Non c'era ancora sulla terra alcun arbusto della campagna e nessuna erba della campagna era ancora spuntata perché l'Eterno Iddio non aveva fatto piovere sulla terra e non c'era alcun uomo per coltivarne il suolo, ma un vapore saliva dalla terra e adacquava tutta la superficie del suolo. E l'Eterno Iddio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale, e l'uomo divenne un'anima vivente. E l'Eterno Iddio piantò un giardino in Eden, in oriente, e qui vi pose l'uomo che aveva formato. E l'Eterno Iddio fece spuntare dal suolo ogni sorta d'alberi piacevoli a vedersi, e il cui frutto era buono a mangiare e l'albero della vita in mezzo al giardino, e l'albero della conoscenza del bene e del male. E un fiume usciva ad Eden per adacquare il giardino, e di là si spartiva in quattro bracci. Il nome del primo è Pishon, ed è quello che circonda tutto il paese di Avila, dove è l'oro, e l'oro di quel paese è buono. Qui vi si trovano pure il Eudelio e Lonice. Il nome del secondo fiume, è Gihon, ed è quello che circonda tutto il paese di Cush. Il nome del terzo fiume è Idekhel, ed è quello che scorre a oriente della Siria. E il quarto fiume è Leufrate. L'Eterno Iddio prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino d'Eden perché lo lavorasse e lo costudisse. E l'Eterno Iddio disse all'uomo questo comandamento... Mangia pure liberamente del frutto d'ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Poi l'Eterno Dio disse: Non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che gli sia convenievole. E l'Eterno Dio avendo formato dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli dei cieli, li menò all'uomo per vedere come li chiamerebbe e perché ogni essere vivente portasse il nome che l'uomo gli darebbe. E l'uomo dette dei nomi a tutto il bestiame, agli uccelli dei cieli e ad ogni animale dei campi, ma per l'uomo non si trovò aiuto che gli fosse convenevole. Allora l'Eterno Dio fece cadere in un profondo sonno l'uomo che s'addormentò e presi una delle costole di lui e richiuse la carne al posto d'essa. E l'Eterno Dio con la costola che aveva tolta all'uomo formò una donna e la menò all'uomo. E l'uomo disse Questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Ella sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua moglie e saranno una stessa carne. E l'uomo e sua moglie erano ambedue ignudi e non ne avevano vergogna. Genesi capitolo terzo Ora il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che l'Eterno Dio aveva fatti, ed esso disse alla donna, Come? E Dio va detto: non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino, e la donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino il Dio ha detto: non ne mangiate e non lo toccate che non abbiate a morire. E il serpente disse alla donna: no, non morrete affatto ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete, gli occhi vostri s'apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. La donna vide che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi, che era bello a vedere e che l'albero era desiderabile per diventare intelligente. Prese del frutto, ne mangiò e ne dette anche al suo marito, che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si apersero gli occhi ad ambedue e s'accorsero che erano ignudi e cucirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture e udirono la voce dell'Eterno Iddio il quale camminava nel giardino sul fare della sera. E l'uomo e sua moglie si nascossero dalla presenza dell'Eterno Iddio fra gli alberi del giardino. E l'Eterno Iddio chiamò l'uomo e gli disse: Dove sei? E quegli rispose: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero ignudo e mi son nascosto. Ed io disse, Chi t'ha mostrato che eri ignudo? Hai tu mangiato del frutto dell'albero del quale io t'avevo comandato di non mangiare? L'uomo rispose, La donna che tu m'hai messa accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero ed io non ho mangiato. E l'Eterno Iddio disse alla donna, «Perché hai fatto questo?» E la donna rispose, «Il serpente mi ha sedotta, e io ne ho mangiato». Allora l'Eterno Iddio disse al serpente, «Perché hai fatto questo? Sii sì, maledetto fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali dei campi. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita». Ed io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo, e tu le ferirai il calcagno. E alla donna disse, Io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza, con dolore partorirai figliuoli, e i tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito, ed egli dominerà su te. E ad Adamo disse, perché hai tu dato ascolto alla voce della tua moglie e hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale io t'avevo dato quest'ordine non ne mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua, ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita esso ti produrrà spine e triboli, e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane col sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella terra donde fosti tratto, perché sei polvere, e in polvere tornerai. E l'uomo pose nome Eva a sua moglie, perché è stata la madre di tutti i viventi, e l'Eterno Dio fece ad di Adamo e alla sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Poi l'Eterno Dio disse, Ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, quanto ha conoscenza del bene e del male. Guardiamo che egli non stenda la mano e prenda anche del frutto dell'albero della vita e ne mangi e viva in perpetuo. Perciò l'Eterno Dio mandò via l'uomo dal giardino d'Eden perché lavorasse la terra onde era stato tratto. Così egli scacciò l'uomo e... Pose ad oriente del giardino d'Eden i cherubini che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita. Genesi capitolo quarto Ora Damo conobbe Eva sua moglie, la quale concepì e partorì Caino e disse Ho acquistato un uomo con l'aiuto dell'Eterno. Poi partorì ancora Abele fratello di lui, e Abele fu pastore di pecore, e Caino lavoratore della terra. E avvenne di lì a qualche tempo, che Caino fece un'offerta di frutti della terra all'Eterno, e Abele offerse anche egli dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. E l'Eterno guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e l'offerta sua. E Caino ne fu molto irritato, e il suo viso ne fu abbattuto. E l'Eterno disse a Caino, Perché sei tu irritato, e perché hai il volto abbattuto? Se fai bene, non rialzerai tu il volto, ma se fai male, il peccato sta spiandoti alla porta, e i suoi desideri son volti a te, ma tu lo devi dominare. E Caino disse ad Abele suo fratello, Usciamo fuori ai campi. E avvenne che, quando furono nei campi, Caino si levò contro Abele suo fratello e lo uccise. E l'Eterno disse a Caino, dov'è Abele tuo fratello? Ed egli rispose, non lo so, sono io forse il guardiano di mio fratello? E l'Eterno disse, che hai tu fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra. Or tu sarai maledetto, condannato ad errare lungi dalla terra che ha aperto la sua bocca per ricevere il sangue del tuo fratello dalla tua mano. Quando coltiverai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti, e tu sarai vagabondo e fuggiasco sulla terra. E Caino disse all'Eterno, il mio castigo è troppo grande perché io lo possa sopportare. Ecco, tu mi scacci oggi dalla faccia di questo suolo, ed io sarò nascosto dal tuo cospetto e sarò vagabondo e fuggiasco per la terra, e avverrà che chiunque mi troverà mi ucciderà. E l'Eterno gli disse, perciò chiunque ucciderà Caino sarà punito sette volte più di lui e l'Eterno mise un segno su Caino, affinché nessuno trovandolo lo uccidesse. E Caino si partì dal cospetto dell'Eterno, e dimorò nel paese di Nod, ad oriente di Eden. E Caino conobbe la sua moglie, la quale concepì e partorì Enoch. Poi si mise a edificare una città, a cui diede il nome di Enoch dal nome del suo figliolo, e ad Enoch nacque Irad, Irad generò... Mehujael, e Mehujael generò Metushael, e Metushael generò Lamech, e Lamech prese due mogli, il nome dell'una era Ada, e il nome dell'altra Zilla, e a Ada partorì Jabel, che fu padre di quelli che abitano sotto le tende presso i greggi, e il nome del suo figliolo era Jubal, che fu il padre di tutti quelli che suonano la cetra e il flauto, e Zilla partorì anch'essa Tubul Kain, l'artefice d'ogni sorta di strumenti di rame e di ferro. E la sorella di Tubul Kain fu Naama. E Lamec disse alle sue mogli Ada e Zilla Ascoltate la mia voce, moglie di Lamec, porgete orecchio al mio dire. Sì, io ho ucciso un uomo perché m'ha ferito. E un giovine perché m'ha contuso? Se Caino sarà vendicato sette volte, la Mec lo sarà settantasette volte. E Adamo conobbe ancora la sua moglie, ed essa partorì un figlio a cui pose nome Seth, perché ella disse, I Dio m'ha dato un altro figliuolo al posto d'Abele che Caino ha ucciso. E anche a Seth nacque un figliuolo a cui pose nome Enosh. Allora si cominciò a invocare il nome dell'Eterno. Genesi capitolo quinto Questo è il libro della posterità d'Adamo. Nel giorno che Dio creò, l'uomo lo fece a somiglianza di Dio. Li creò maschio e femmina. Li benedisse e dette loro il nome di Uomo nel giorno che furono creati. Adamo visse centotrent'anni generò un figliuolo a sua somiglianza conforme alla sua immagine e gli pose nome Set. E il tempo che Adamo visse dopo che ebbe generato Set fu ottocent'anni, e generò figliuoli e figliole. E tutto il tempo che Adamo visse fu 930 anni, poi morì. E Set visse centocinque anni e generò Enosh. E Set dopo che ebbe generato Enosh visse 807 anni e generò figliuoli e figliuole. E tutto il tempo che Set visse fu 912 anni, poi morì. Ed Enosh visse 90 anni e generò Kenat. Ed Enosh dopo che ebbe generato Kenat visse 815 anni e generò figliuoli e figliuole. E tutto il tempo che Enosh visse fu novecentocinque anni, poi morì. E Kena visse 70 anni, e generò Mahalahil. E Kena dopo che ebbe generato Mahalahil visse 840 anni, e generò figliuoli e figliuole. E tutto il tempo che Kena visse fu 910 anni, poi morì. E Mahalalil visse sessantacinque anni e generò Jared. E Mahalalil, dopo che ebbe generato Jared, visse 830 anni e generò figliuoli e figliuole. E tutto il tempo che Mahalalil visse fu 895 anni, poi morì. E Jared visse 162 anni e generò Enoch. E Jared, dopo che ebbe generato Enoch, visse ottocent'anni e generò figliuoli e figliuole. E tutto il tempo che Jared visse fu novecentosessantadue anni, poi morì. Ed Enoch visse sessantacinque anni e generò Methuselah. Ed Enoch, dopo che ebbe generato Methuselah, camminò con Dio trecent'anni e generò figliuoli e figliuole. E tutto il tempo che Enoch visse fu trecentosessantacinque anni, Edenò camminò con Dio, poi disparve, perché Dio lo prese. E Methuselah visse 187 anni, e generò Lamech. E Methuselah, dopo che ebbe generato Lamech, visse settecentottantadue anni, e generò figliuoli e figliuole. E tutto il tempo di Methuselah visse fu novecentosessantanove anni, poi morì. E Lamec visse centottantadue anni e generò un figliuolo, e gli pose nome Noè, dicendo, questo ci consolerà della nostra opera e della fatica delle nostre mani cagionata dal suolo che l'Eterno ha maledetto. E Lamec, dopo che ebbe generato Noè, visse cinquecentoventadue. Cinque anni e generò figliuoli e figliuole, e tutto il tempo che la Mec visse fu settecentosettantasette anni, poi morì, e Noè all'età di cinquecent'anni generò Sem, Cam e Japheth. Genesi, capitolo sesto. Or quando gli uomini cominciarono a molteplicarsi sulla faccia della terra e furono loro nate delle figliuole, avvenne che i figliuoli di Dio videro che le figliuole degli uomini erano belle e presero per mogli quelle che si scelsero fra tutte. E l'Eterno disse, Lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo perché nel suo traviamento egli non è che carne e i suoi giorni saranno quindi centovent'anni. In quel tempo c'erano sulla terra i giganti e ci furono anche di poi quando i figliuoli di Dio si accostarono alle figliuole degli uomini e queste fecero loro dei figliuoli. Essi sono gli uomini potenti che fin dai tempi antichi sono stati famosi. E l'Eterno vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano altro che male in ogni tempo. E l'Eterno si pentì d'aver fatto l'uomo sulla terra e se ne adolorò in cuor suo. E l'Eterno disse: Io sterminerò di sulla faccia della terra l'uomo che ho creato dall'uomo al bestiame, ai rettili, agli uccelli dei cieli, perché mi pento d'averli fatti, ma Noè trovò grazia agli occhi dell'Eterno. Questa è la posterità di Noè. Noè fu un uomo giusto, integro ai suoi tempi. Noè camminò con Dio e Noè generò tre figliuoli: Sem, Cam e Jafet. Ora la terra era corrotta davanti a Dio, la terra era ripiena di violenza. E Dio guardò la terra ed ecco era corrotta perché ogni carne aveva corrotto la sua via sulla terra. E Dio disse a Noè: Nei miei decreti la fine d'ogni carne è giunta. Poiché la terra per opera degli uomini è piena di violenza, ecco io li distruggerò assieme con la terra. Fatti un'arca di legno di gofer, falla a stanze e spalmala di pesce, di dentro e di fuori. Ed ecco come la dovrai fare. La lunghezza dell'arca sarà di 300 cubiti, la larghezza di 50 cubiti e l'altezza di 30 cubiti farai all'arca una finestra in alto e le darai le dimensioni d'un cubito. Metterai la porta da un lato e farai l'arca a tre piani, uno da basso, un secondo e un terzo piano. Ed ecco io sto per far venire il diluvio delle acque sulla terra, per distruggere di sotto i cieli ogni carne in cui è alito di vita, tutto quello che è sopra la terra morrà. Ma io stabilirò il mio patto con te. E tu entrerai nell'arca, tu e i tuoi figliuoli, la tua moglie, e le moglie dei tuoi figliuoli con te. E di tutto ciò che vive d'ogni carne, fanno entrare nell'arca due d'ogni specie, per conservarli in vita con te, e siano maschio e femmina: degli uccelli secondo la loro specie, del bestiame secondo le sue specie, e di tutti i retri della terra secondo la loro specie. Due d'ogni specie verranno a te perché tu li conservi in vita. E tu prenditi d'ogni cibo che si mangia e fatene provvista perché serva di nutrimento a te e a loro. E Noè fece così, fece tutto quello che Dio gli aveva comandato. Genesi capitolo 7 E l'Eterno disse a Noè: Entra nell'arca tu con tutta la tua famiglia, poiché t'ho veduto giusto nel mio cospetto in questa generazione. D'ogni specie di animali puri prendine sette paia maschio e femmina e degli animali impuri un paio maschio e femmina e parimente degli uccelli dei cieli prendine sette paia maschio e femmina per conservarne in vita la razza sulla faccia di tutta la terra. Poiché di qui a sette giorni farò piovere sulla terra per quaranta giorni e quaranta notti, e sterminerò di sulla faccia della terra tutti gli esseri viventi che ho fatto. E Noè fece tutto quello che l'Eterno gli aveva comandato. Noè era in età di seicent'anni quando il diluvio delle acque inondò la terra. E Noè coi suoi figliuoli, con la sua moglie e con le mogli dei suoi figliuoli, entrò nell'arca per scampare dalle acque del diluvio degli animali puri e degli animali impuri, degli uccelli e di tutto quello che striscia sulla terra, vennero delle coppie maschio e femmina e a Noè nell'arca come Dio aveva comandato. E al termine dei sette giorni avvenne che le acque del diluvio furono sulla terra L'anno seicentesimo della vita di Noè, il secondo mese, il diciassettesimo giorno del mese, in quel giorno tutte le fonti del grande abisso scoppiarono e le caterate del cielo s'aprirono, e piove sulla terra per quaranta giorni e quaranta notti. In quello stesso giorno, Noè, Sem, Cam e Njafet, figliuoli di Noè, la moglie di Noè e le tre mogli dei suoi figliuoli con loro entrarono nell'arca, essi e tutti gli animali secondo le loro specie, e tutto il bestiame secondo le sue specie, e tutti i rettili che strisciano sulla terra secondo le loro specie, e tutti gli uccelli secondo le loro specie, tutti gli uccelletti, tutto quel che porta ali. D'ogni carne in cui è alito di vita, venne una coppia a Noè nell'arca. Venivano, maschio e femmina, d ogni carne, come Dio aveva comandato a Noè. Poi l'Eterno lo chiuse dentro l'arca, e il diluvio venne sopra la terra per quaranta giorni, e le acque crebbero e sollevarono l'arca che fu elevata in alto in su la terra, e le acque ingrossarono e crebbero grandemente sopra la terra, e l'arca galleggiava sulla superficie delle acque, e le acque ingrossarono oltremodo sopra la terra, e tutte le alte montagne che erano sotto tutti i cieli furono coperte. Le acque salirono quindici cubiti al di sopra delle vette dei monti, e le montagne furono coperte. E per io ogni carne che si muoveva sulla terra uccelli, bestiame, animali selvatici, rettili d'ogni sorta striscianti sulla terra, e tutti gli uomini. Tutto quello che era sulla terra asciutta ed aveva alito di vita nelle sue narici morì. E tutti gli esseri che erano sulla faccia della terra furono sterminati: dall'uomo fino al bestiame, ai rettili e agli uccelli del cielo furono sterminati di sulla terra. Non scampò che Noè con quelli che erano con lui nell'arca. E le acque rimasero alte sopra la terra per centocinquanta giorni. Genesi capitolo ottavo Ora Dio si ricordò di Noè, e di tutti gli animali e di tutto il bestiame che era con lui nell'arca, e Dio fece passare un vento sulla terra, e le acque si calmarono, e le fonti dell'abisso e le cateratte del cielo furono chiuse. E cessò la pioggia dal cielo, le acque andarono del continuo ritirandosi di sulla terra, e alla fine di 150 giorni cominciarono a scemare. E nel settimo mese, il die, decimo settimo giorno del mese, l'arca si fermò sulle montagne di Ararat e le acque andarono scemando fino al decimo mese. Nel decimo mese, il primo giorno del mese, apparvero le vette dei monti. E in capo a quaranta giorni Noè aprì la finestra che aveva fatta nell'arca e mandò fuori il corvo, il quale uscì, andando e tornando finché le acque furono asciugate sulla terra. Poi mandò fuori la colomba, per vedere se le acque fossero diminuite sulla superficie della terra. Ma la colomba non trovò dove posare la pianta del suo piede e tornò a lui nell'arca, perché c'erano delle acque sulla superficie di tutta la terra, ed egli stese la mano, la prese e la portò con sé dentro l'arca, e aspettò altri sette giorni. Poi mandò di nuovo la colomba fuori dell'arca, e la colomba tornò a lui verso la sera, ed ecco essa aveva nel becco una foglia fresca d'ulivo, onde Noè capì che le acque erano scemate sopra la terra, e aspettò altri sette giorni, poi mandò fuori la colomba, ma essa non tornò più a lui. L'anno seicentesimo primo di Noè, il primo mese, il primo giorno del mese, le acque erano asciugate sulla terra. E Noè scoperchiò l'arca, guardò ed ecco che la superficie del suolo era asciutta. E il secondo mese, il ventisettesimo giorno del mese, la terra era asciutta. E Dio parlò a Noè dicendo: Esci dall'arca tu e la tua moglie e i tuoi figliuoli e le mogli dei tuoi figliuoli con te. Fa uscire con te tutti gli animali che sono te, con ogni carne, uccelli, bestiame e tutti i rettili che strisciano sulla terra, perché abbondino sulla terra e figlino molteplicando sulla terra. E Noè uscì coi suoi figliuoli e con la sua moglie e con le mogli dei suoi figlioli. Tutti gli animali. Tutti i rettili, tutti gli uccelli, tutto quel che si muove sulla terra secondo le loro famiglie, uscirono dall'arca. E Noè edificò un altare all'Eterno prese d'ogni specie d'animali puri ed ogni specie d'uccelli puri, e offrì Olocausti sull'altare. E l'Eterno sentì un odor soave, e l'Eterno disse in cuor suo: Io non maledirò più la terra a cagione dell'uomo poiché i disegni del cuore dell'uomo sono malvagi fin dalla sua fanciullezza, e non colpirò più ogni cosa vivente come ho fatto, finché la terra durerà sarà sementa e raccolta, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte, e non cesseranno mai. Genesi capitolo 9 e Dio benedisse Noè e i suoi figliuoli e disse loro crescete, moltiplicate e riempite la terra. E avranno timore e spavento di voi tutti gli animali della terra e tutti gli uccelli del cielo. Essi sono dati in poter vostro con tutto ciò che striscia sulla terra e con tutti i pesci del mare. Tutto ciò che si muove da vita vi servirà di cibo. E io vi do tutto questo come l'erba verde. Ma non mangerete carne con la vita sua, cioè col suo sangue. E certo io chiederò conto del vostro sangue, del sangue delle vostre vite, ne chiederò conto ad ogni animale, e chiederò conto della vita dell'uomo alla mano dell'uomo, alla mano ad ogni suo fratello. Il sangue di chiunque spargerà il sangue dell'uomo sarà sparso dall'uomo, perché Dio ha fatto l'uomo a immagine sua. Voi dunque crescerete e moltiplicate. Spandetevi sulla terra e moltiplicate in essa. Poi Dio parlò a Noè e ai suoi figliuoli con lui dicendo Quanto a me, ecco stabilisco il mio patto con voi e con la vostra progenie dopo voi, e con tutti gli esseri viventi che sono con voi, uccelli, bestiame e tutti gli animali della terra con voi, da tutti quelli che sono usciti dell'arca a tutti quanti gli animali della terra. Io stabilisco il mio patto con voi, e nessuna carne sarà più sterminata dalle acque del diluvio, e non ci sarà più diluvio per distruggere la terra. Ed io disse, Ecco il segno del patto che io fo tra me e voi e tutti gli esseri viventi che sono con voi per tutte le generazioni a venire. Io pongo il mio arco nella nuvola, e servirà di segno del patto fra me e la terra. E avverrà che quando avrò raccolto delle nuvole al di sopra della terra, l'arco apparirà nelle nuvole, e io mi ricorderò del mio patto fra me e voi e ogni essere vivente, ed ogni carne e le acque non diventeranno più un diluvio per distruggere ogni carne. L'arco dunque sarà nelle nuvole, e io lo guarderò per ricordarmi del patto perpetuo fra Dio ed ogni essere vivente di qualunque carne che è sulla terra. E Dio disse a Noè, Questo è il segno del patto che io ho stabilito fra me e ogni carne che è sulla terra. E i figliuoli di Noè che uscirono dall'arca furono Sem, Cam e Injafet, e Cam è il padre di Canaan. Questi sono i figlioli di Noè, e da loro fu popolata tutta la terra. Or Noè che era agricoltore, cominciò a piantare la vigna e bevve del vino e si inebriò e si scoperse in mezzo alla sua tenda. E Cam, padre di Canaan, vide la nudità del padre suo e andò a dirlo fuori ai suoi fratelli. Ma Sem e Injafet presero il suo mantello, se lo misero assieme sulle spalle e camminando all'indietro coprirono la nudità del loro padre e siccome avevano la faccia volta dalla parte opposta, non videro la nudità del loro padre. E quando Noè si svegliò dalla sua ebbrezza seppe quello che gli aveva fatto il suo figliuolo minore, e disse, «Maledetto sia Canaan, sia servo dei servi dei suoi fratelli!» E disse ancora, «Benedetto sia l'Eterno Lidio di Sam, e sia Canaan suo servo!» E Dio estenda Giafete ed Abiti egli nelle tende di Sam, e sia Canaan suo servo. E Noè visse dopo il diluvio 350 anni, e tutto il tempo che Noè visse fu 950 anni, poi morì. Genesi capitolo X. Questa è la posterità dei figliuoli di Noè. Sam, Cam, Japheth, e allora a nacquero dei figliuoli dopo il diluvio, e i figliuoli di Jafet furono Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshesh, Tiras, e figliuoli di Gomer, Ashakenaz, Rifat, Togarma, e i figliuoli di Javan, Elisha, Tarsis, Kitim e Dodanim. Da essi vennero i popoli sparsi nelle isole delle nazioni, nei loro diversi paesi, ciascuno secondo la propria lingua, secondo le loro famiglie, nelle loro nazioni. I figlioli di Cam furono Cush, Mitzraim, Put e Canem. I figlioli di Cush, Seba, Avila, Sapta, Rahama, Sapteca, e i figlioli di Rahama, Sheba ed e Dedam. E Cush? Generò Nimrod e cominciò ad essere potente sulla terra. Ed egli fu un potente cacciatore nel cospetto dell'Eterno, perciò si dice, come Nimrod potente cacciatore nel cospetto dell'Eterno. E il principio del suo regno fu Babel, Erech, Akar e Calne nel paese di Shinear. E da quel paese andò in Assiria ed edificò Ninive re obot hir Calat, e fra ninive e calat rezen la grande città. Mitstraim generò ludim, e ananim, i Lehabim e Neftuhim, e Parthrusim, e Kalshlurim, donde uscirono i filistei, e Kaftorim, Canam generò Sidon suo primogenito, en Heth, e Neth, e Gebuzei, amorei. I ghirgasei, gli hivei, gli archei, i sinei, gli arvadei, i zemmarei, gli amatei. Poi le famiglie dei cannei si sparsero, e i confini dei cannei andarono da Sidom in direzione di Gerar, fino a Gaza, e in direzione di Sodoma, Gomorra, Adma, Siboin, fino a Lesha. Questi sono i figliuoli di Cam, secondo le loro famiglie, secondo le loro lingue, nei loro paesi, nelle loro nazioni. Anche a Sem, padre di tutti i figliuoli di Eber e fratello maggiore di Jafet, nacquero dei figliuoli. I figliuoli di Sem furono Elam, Assur, Arpachshad, Lud e Aram. E i figliuoli di Aram: Uz, Hul, Geter e Mash. E Arpachsam generò Shela. E Shela generò Eber. E da Eber nacquero due figliuoli. Il nome dell'uno fu Peleg, perché ai suoi giorni la terra fu spartita, e il nome del suo fratello fu Joktan, e Joktan generò Almodad, Shelef, Ursalmavet, Geram, Odoram, Utsal, Dikla, Oba, Abimeal, Sheba, Ophir, Avila e Jobab. Tutti questi furono i figlioli di Giocat. E la loro dimora fu la montagna orientale da Mesha fino a Sefar. Questi sono i figliuoli di Sem secondo le loro famiglie, secondo le loro lingue, nei loro paesi, secondo le loro nazioni. Queste sono le famiglie dei figliuoli di Noè secondo le generazioni delle loro nazioni e da essi uscirono le nazioni che si sparsero per la terra dopo il diluvio. Genesi capitolo undicesimo Or tutta la terra parlava la stessa lingua, e usava le stesse parole. E avvenne che, essendo partiti verso l'Oriente, gli uomini trovarono una pianura nel paese di Shinear, e qui vi si stanziarono. E dissero l'un l'altro, — Orsù, facciamo dei mattoni, cosciamoli col fuoco. E si valsero di mattoni invece di pietre, e di bitume invece di calcina. E dissero, — Orsù. Edifichiamoci una città e una torre di cui la scima giunga fino al cielo e acquistiamoci fama onde non siamo dispersi sulla faccia di tutta la terra. E l'Eterno discese per vedere la città e la torre che i figliuoli degli uomini edificavano. E l'Eterno disse, ecco essi sono un solo popolo e hanno tutti il medesimo linguaggio e questo è il principio del loro lavoro. Ora nulla li impedirà di condurre a termine ciò che disegnano di fare. Orsù scendiamo e confondiamo quivi il loro linguaggio, sicché l'uno non capisca il parlare dell'altro. Così l'Eterno li disperse di là sulla faccia di tutta la terra, ed essi cessarono di edificare la città. Perciò a questa fu dato il nome di Babel. Perché l'Eterno confuse quivi il linguaggio di tutta la terra e di là l'Eterno li disperse sulla faccia di tutta la terra. Questa è la posterità di Sem. Sem, all'età di cent'anni, generò Arphaksad due anni dopo il diluvio, essendo pochebbe ebbe generato Arpakhad, visse cinquecent'anni e generò tre figlioli e figliuole. E Arpachshad visse 35 anni e generò Shela. E Arpachshad dopo aver generato Shela visse 400 anni e generò figliuoli e figliuole. Shela visse 30 anni e generò Eber. E Shela dopo aver generato Eber visse 403 anni e generò figlioli e figliuole. Eber visse 34 anni e generò Peleg. Ed Eber Dopo aver generato Peleg, visse 430 anni e generò figliuoli e figliuole. Peleg visse 30 anni e generò Reu. E Peleg, dopo aver generato Reu, visse 209 anni e generò figliuoli e figliuole. Reu visse. 32 anni e generò Serug e Reu dopo aver generato Serug visse 207 anni e generò figliuoli e figliuole. Serug visse trent'anni e generò Nahor. E Serug dopo aver generato Nahor visse 200 anni, e generò figliuoli e figliuole. Nahor visse ventinove anni e generò Terat. E Nahor dopo aver generato Terat visse 119 anni e generò figliuoli e figliuole. Terra visse settant'anni e generò Abramo, Ahor e Haram. E questa è la posterità di Terra. Terra generò Abramo, Nahor e Haram. E Haram generò Lot. Aram morì in presenza di Terra suo padre, nel suo paese nativo, in Ur dei Caldei. E Abramo e Nahor si presero delle mogli. Il nome della moglie di Abramo era Sarai. E il nome della moglie di Nahor, Milca, che era figliuola di Aram, padre di Milca e padre di Isca. E Sarai era sterile e non aveva figliuoli. E terra prese Abramo suo figliuolo, e Lot figliuolo di Haram, cioè figliolo del suo figliolo, e Sarai, sua Nora, moglie di Abramo suo figliolo, e uscirono assieme da Ur de Caldei, per andare nel paese di Canaan, e giunti a Caram dimorarono quivi. E il tempo di Terah fu 205 anni, poi Terah morì in Karam. Genesi, capitolo dodicesimo Or l'Eterno disse ad Abramo, vattene nel tuo paese, e dal tuo parentato, e dalla casa di tuo padre, nel paese che io ti mostrerò. E io farò di te una grande nazione, e ti benedirò e renderò grande il tuo nome, e tu sarai fonte di benedizione. E benedirò quelli che ti benediranno, e maledirò chi ti maledirà. E in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. E Abramo se ne andò come l'Eterno gli aveva detto, e Lot andò con lui. Abramo aveva settantacinque anni quando partì da Caram. E Abramo prese Sarai sua moglie e Lot figliuolo del suo fratello e tutti i beni che possedevano e le persone che avevano acquistate in Caram, e partirono per andarsene dal paese di Cana e giunsero nel paese di Canam. E Abramo attraversò il paese fino al luogo di Sichem, fino alla quercia di More. Or in quel tempo i Cananei erano nel paese, e l'Eterno apparve ad Abramo e disse: io darò questo paese alla tua progenie. Ed egli edificò quivi un altare all'Eterno che gli era apparso. E di là si trasportò verso la montagna a oriente di Betel, e piantò le sue tende a vento Betel a occidente e Ai ad oriente, e quivi edificò un altare all'Eterno ed invocò il nome dell'Eterno. Poi Abramo si partì proseguendo da un accampamento all'altro verso Mezzogiorno. Or venne nel paese una carestia. Ed Abramo scese in Egitto per soggiornarvi, perché la fame era grave nel paese. E come stava per entrare in Egitto, disse a Sarai sua moglie: Ecco, io so che tu sei una donna di bell'aspetto. E avverrà che quando gli egiziani t'avranno veduta, diranno: 'Ella è sua moglie'. E uccideranno me, e a te lasceranno la vita. De di che sei mia sorella, perché io sia trattato bene a motivo di te e la vita mia sia conservata per amor tuo? E avvenne che quando Abramo fu giunto in Egitto, gli egiziani osservarono che la donna era molto bella. E i principi di Faraone la videro e la lodarono dinanzi a Faraone, e la donna fu menata in casa di Faraone. Ed egli fece del bene ad Abramo per amore di lei, ed Abramo ebbe pecore, buoi e asini, e servi e serve, e asine e cammelli. Ma l'Eterno colpì Faraone e la sua casa con grandi piaghe, a motivo di Sarai, moglie di Abramo. Allora Faraone chiamò Abramo e disse, che mai tu fatto? Perché non mai detto che era tua moglie? Perché hai detto, è mia sorella, ond'io me la son presa per moglie. Ordunque, eccoti la tua moglie, prenditela e vattene. E Faraone diede alla sua gente ordini relative ad Abramo, ed essi fecero partire lui, sua moglie e tutto quello che i possedeva. Genesi, capitolo tredicesimo. Abramo dunque risalì dall'Egitto con sua moglie e con tutto quel che possedeva e con Lot, andando verso il mezzogiorno di Canaan. Abramo era molto ricco di bestiame, d'argento e d'oro. E continuò il suo viaggio dal mezzogiorno fino a Bethel, al luogo ove da principio era stata la sua tenda fra Bethel ed Ai, luogo dove era l'altare che gli aveva fatto da prima, e qui vi Abramo invocò il nome dell'Eterno. Or Lot, che viaggiava con Abramo, aveva anch'egli pecore, buoi e tende. E il paese non era sufficiente perché essi potessero abitarvi assieme, poiché le loro facoltà erano grandi ed essi non potevano stare assieme. E nacque una contesa fra i pastori del bestiame di Abramo e i pastori del bestiame di Lot. I cananei e i ferezei abitavano a quel tempo nel paese e Abramo disse a Lot, De, non ci sia contesa fra me e te, né fra i miei pastori e i tuoi pastori, perché siamo fratelli. Tutto il paese, non sta esso davanti a te? De, separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. Se tu vai a destra, io andrò a sinistra. E Lot alzò gli occhi e vide l'intera pianura del Giordano prima che l'Eterno avesse distrutto Sodoma e Gamorra, e essa era tutta quanta irrigata fino a Zoar, come il giardino dell'Eterno, come il paese d'Egitto. E Lot si scelse tutta la pianura del Giordano e partì andando verso oriente. Così si separarono l'uno dall'altro. Abramo dimorò nel paese di Canaan e Lot abitò nelle città della pianura e andò piantando le sue tende fino a Sodoma. Or la gente di Sodoma era scelerata e oltremondo peccatrice contro l'Eterno. E l'Eterno disse ad Abramo dopo che Lot si fu separato da lui: Alza ora gli occhi tuoi e mira dal luogo dove sei a settentrione, a mezzogiorno, a oriente e a occidente. Tutto il paese che vedi lo darò a te e alla tua progenie in perpetuo, e farò sì che la tua progenie sarà come la polvere della terra, in guisa che, se alcuno può contare la polvere della terra, anche la tua progenie si potrà contare. Levati. Percorri il paese quanto è lungo e quanto è largo, perché io te lo darò. E allora Abramo levò le sue tende, e venne ad abitare alle querce di Mamre, che sono in Hebron e qui vi edificò un altare all'Eterno. Genesi, capitolo quattordicesimo Ora avvenne al tempo di Amrafel re di Shinear Darioc re di Elassar e di Laomer, re di Elam e di Tidea re di Goim che si mossero guerra a Bera re di Sodoma e a Birsha re di Gomorra e Shinear re di Adma e Shamaber re di Zaboim, e re di Bela che è Zoar. tutti questi ultimi si radunarono nella valle di Sidin, che è il mar salato. Per dodici anni erano stati soggetti a Chedor-Loamer, e il tredicesimo anno si erano ribellati. E nell'anno quattordicesimo, chedor amer e i re che erano con lui vennero e sbaragliarono i refei a ash Karmaim e gli Zuzei a Ham, gli Emei nella pianura di caria e gli Orei nella loro montagna di Seir fino a El Paran che è presso al deserto. Poi tornarono indietro e vennero a Em Mishpat che è Cades e sbaragliarono gli Amalechiti su tutto il loro territorio e così pure gli Amorei che abitavano a Ezason Tamar. Allora il re di Sodoma e il re di Gomorra e il re di Adma e il re di Zeboim e il re di Bela che è Zoar Uscirono e si schierarono in battaglia contro quelli nella valle di Sedim, contro Chedorlaomer, re di Elam, Tider, re di Goim, Amrafer, re di Shinear, e Arioc, re di Elasar, quattro re contro cinque. Or la valle di Sedim era piena di pozzi di bitume, e i re di Sodoma e di Gamorra si dettero alla fuga e vi caddero dentro, e quelli che scamparono fuggirono al monte. E i vincitori presero tutte le ricchezze di Sodoma e di Gamorra e tutti i loro viveri e se ne andarono. E presero anche Lot, figliuolo del fratello di Abramo, con la sua roba e se ne andarono. Lot abitava in Sodoma. E uno degli scampati venne a dirlo ad Abramo l'ebreo che abitava nelle querce di Mamre, l'amoreo fratello di Escor e fratello di Aner, i quali avevano fatto alleanza con Abramo. E Abramo. Come ebbe udito che il suo fratello era stato fatto prigioniero, armò trecentodiciotto dei suoi più fidati servitori nati in casa sua, ed inseguì i re fino a Dan, e divisa la sua schiera per assalirli di notte, egli con i suoi servi li sconfisse e li inseguì fino a Hobat che è a sinistra di Damasco, e recuperò tutta la roba, e rimenò pure lo suo fratello, la sua roba, e anche le donne e il popolo. E come egli se ne tornava dalla sconfitta di Chedorlaomer e dei re che erano con lui, il re di Sodoma gli andò incontro nella valle di Shavet che è la valle del re. E Melchisedec, re di sale, fece portare del pane e del vino. Egli era sacerdote dell'Iddio Altissimo, ed egli benedisse Abramo dicendo, «Benedetto sia Abramo dall'Iddio Altissimo, padrone dei cieli e della terra». E benedetto sia l'Iddio Altissimo che t'ha dato in mano i tuoi nemici. Ed Abramo gli dette la decima d'ogni cosa. E il re di Sodoma disse ad Abramo: Dammi le persone e prendi per te la roba. Ma Abramo rispose al re di Sodoma: Ho alzato la mia mano all'Eterno, all'Iddio Altissimo, padrone del cielo e della terra, giurando che non prenderei neppure un filo né un laccio di sandalo di tutto quel che appartiene a te, perché tu non abbia a dire. Io ho arricchito Abramo, nulla per me, tranne quello che hanno mangiato i giovani e la parte che spetta agli uomini che sono venuti in Meco, Aner, Esco, Amamre, e si prenderanno la loro parte. Genesi capitolo quindicesimo Dopo queste cose. La parola dell'Eterno fu rivolta in visione ad Abramo, dicendo, Non temere, o Abramo, io sono il tuo scudo, e la tua ricompensa sarà grandissima. E Abramo disse, Signore Eterno, che mi darai tu? Poiché io me ne vo senza figlioli, e chi possederà la mia casa è Elisier di Damasco. E Abramo soggiunse, Tu non mi hai dato progenie, ed ecco uno schiavo nato in casa mia sarà il mio erede. Allora la parola dell'Eterno gli fu rivolta dicendo Questi non sarà tuo erede, ma colui che uscirà dalle tue viscere sarà erede tuo. E lo meno fuori gli disse: Mira il cielo, e conta le stelle se le puoi contare. E gli disse: Così sarà la tua progenie, ed egli credette all'Eterno che gli contò questo come giustizia. E l'Eterno gli disse, Io sono l'Eterno che t'ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti questo paese perché tu lo possegga. E Abramo chiese, Signore eterno, da che posso io conoscere che lo possederò? E l'Eterno gli rispose, Pigliami una giovenca di tre anni, una capra di tre anni e un montone di tre anni, una tortora e un piccione. Ed egli prese tutti questi animali, li divise per mezzo e pose ciascuna metà rimpetto all'altra, ma non divise gli uccelli. Or degli uccelli rapaci calarono sulle bestie morte, ma Abramo li scacciò. E sul tramontare del sole un profondo sonno cadde sopra Abramo, ed ecco uno spavento, un'oscurità profonda cadde su lui. E l'Eterno disse ad Abramo: Sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro, e vi saranno schiavi e saranno oppressi per quattrocent'anni. Ma io giudicherò la gente di cui saranno stati servi. E dopo questo se ne partiranno con grandi ricchezze, e tu te ne andrai in pace ai tuoi padri, e sarai sepolto dopo una prospera vecchiezza. E alla quarta generazione essi torneranno qua, perché l'iniquità degli Amoreino è giunta finora a colmo. Or, come il sole si fu coricato e venne la notte oscura, ecco una fornace fumante ed una fiamma di fuoco passare in mezzo agli animali divisi. In quel giorno l'Eterno fece patto con Abramo, dicendo... Io do alla tua progenie questo paese, dal fiume d'Egitto al gran fiume, il fiume Eufrate, i Chenei, i Chenisei, i Cadmonei, gli Ittei, i Ferezei, i Gafei, gli Amurei, i Cananei, i Girgasei e i Gebusei. Genesi, capitolo sedicesimo Or Sarai, moglie d'Avramo, non gli aveva dato figliuoli, Essa aveva una serva egiziana per nome Agar. E Sarai disse ad Abramo, ecco, l'Eterno m'ha fatta sterile, de vada la mia serva, forse avrò progenie da lei. E Abramo dette ascolto alla voce di Sarai, e Sarai dunque moglie di Abramo dopo che Abramo ebbe dimorato dieci anni nel paese di Canaan, prese la sua serva Agar, l'egiziana, e la diede per moglie ad Abramo suo marito. Ed egli andò da Agar che rimase incinta e quando s'accorse che era incinta guardò la sua padrona con disprezzo E Sarai disse ad Abramo L'ingiuria fatta a me ricade su te Io ho dato la mia serva in seno e da che ella si accorta che era incinta mi guarda con disprezzo l'Eterno sia giudice fra me e te E Abramo rispose a Sarai Ecco la tua serva è in tuo potere fa con lei come ti piacerà. Sarai la trattò duramente ed ella se ne fuggì da lei. E l'angelo dell'Eterno la trovò presso una sorgente d'acqua nel deserto, presso la sorgente che è sulla via di Sur, e le disse: Agar, serva di Sarai, donde vieni e donde vai? Ed ella rispose, Me ne fuggo dal cospetto di Sarai, mia padrona. E l'angelo dell'Eterno le disse, Torna alla tua padrona e umiliati sotto la sua mano. E l'angelo dell'Eterno soggiunse, Io moltiplicherò grandemente la tua progenie, e non la si potrà contare, tanto sarà numerosa. E l'angelo dell'Eterno le disse ancora, Ecco, tu sei incinta e partorirai un figliuolo, al quale porrai nome Ismaele perché l'Eterno t'ha ascoltata nella tua afflizione. Esso sarà tra gli uomini come un assino selvatico, la sua mano sarà contro tutti, e la mano di tutti sarà contro di lui, e abiterà in faccia a tutti i suoi fratelli. Allora Agar chiamò il nome dell'Eterno che l'aveva parlato, Ata e Roy, perché disse, ho oh io proprio qui veduto andarsene colui che m'ha vista? Perciò quel pozzo fu chiamato il pozzo di La roi Ecco, esso è fra Cades e Bered. E Agar partorì un figliuolo ad Abramo, e Abramo al figliuolo di Agar gli pose nome Ismaele. Abramo aveva 86 anni quando Agar gli partorì Ismaele. Genesi capitolo 17. Quando Abramo fu d'età di 99 anni. L'Eterno gli apparve e gli disse, Io sono l'Idio Onipotente, cammina la mia presenza e si integro, ed io fermerò il mio patto fra me e te, e ti moltiplicherò grandemente. Allora Abramo si prostrò con la faccia in terra, e Dio gli parlò dicendo, Quanto a me è quel patto che io fo con te. Tu diverrai padre di una moltitudine di nazioni, e non sarai più chiamato Abramo, ma il tuo nome sarà Abrahamo, poiché io ti costituisco padre di una moltitudine di nazioni. E ti farò moltiplicare grandissimamente, e ti farò divenire nazioni, e da te usciranno dei re, e fermerò il mio patto fra me e te, e i tuoi discendenti dopo di te, di generazione in generazione, e sarà un patto perpetuo per il quale io sarò l'idio tuo e della tua progenie dopo di te». E a te e alla tua progenie dopo di te darò il paese dove abiti come uno straniero, tutto il paese di Canaan in possesso perpetuo, e sarà loro Dio. Poi Dio disse ad Abramo, quanto a te, tu osserverai il mio patto, tu e la tua progenie dopo di te, di generazione in generazione. Questo è il mio patto che voi osserverete, patto. Fra me e voi e la tua progenie dopo di te. Ogni maschio fra voi sia circonciso. E sarete circoncisi, e questo sarà un segno del patto fra me e voi. All'età d'otto giorni, ogni maschio sarà circonciso fra voi di generazione in generazione, tanto quello nato in casa, quanto quello comprato con denaro da qualsivoglia straniero che non sia della tua progenie. Quello nato in casa tua, e quello comprato con denaro dovrà essere circonciso. E il mio patto nella vostra carne sarà un patto perpetuo. E il maschio incirconciso, che non sarà stato circonciso nella sua carne, sarà reciso di fra il suo popolo. Egli avrà violato il mio patto. E Dio disse ad Abramo, quanto a Sarai tua moglie, non la chiamar più Sarai. Il suo nome sarà invece Sara. Ed io la benedirò ed anche ti darò da lei un figliuolo. Io la benedirò ed essa diverrà nazioni, re di popoli usciranno da lei. Allora Abramo si prostò con le faccia a terra e rise e disse in cuor suo: Nascerà egli un figliuolo a un uomo di cent'anni? E Sara, che ha 90 anni, partirà ella? E Abramo disse a Dio: Di grazia, «Viva Ismaele nel tuo cospetto!» E Dio rispose, «No, ma sarà Sara tua moglie che ti partorirà un figliuolo e tu gli porrai nome Isacco, e io fermerò il mio patto con lui, un patto perpetuo per la sua progenie dopo di lui. Quanto a Ismaele io t'ho esaudito. Ecco, io l'ho benedetto, e farò che molteplici e si accresca grandissimamente». Egli genererà dodici principi ed io farò di lui una grande nazione, ma fermerò il mio patto con Isacco che Sara ti partorirà in questo tempo l'anno Venturo. E quando ebbe finito di parlare con Lui, e Dio lasciò Abramo levandosi in alto. E Abramo prese Ismaele, suo figliuolo, e tutti quelli che erano nati in casa, e tutti quelli che aveva comprato col suo denaro, tutti i maschi fra la gente della casa d'Abramo, e li circoncise in quello stesso giorno, come Dio gli aveva detto di fare. Ora Abramo aveva 99 anni quando fu circonciso, e Ismaele suo figliuolo aveva 13 anni quando fu circonciso. In quel medesimo giorno fu circonciso Abramo e Ismaele suo figliuolo, e tutti gli uomini della sua casa, tanto quelli nati in casa, quanto quelli comprati con denaro dagli stranieri, furono circoncisi con lui. Genesi, capitolo diciottesimo L'Eterno apparve ad Abramo alle querce di Mamre, mentre questi sedeva all'ingresso della sua tenda durante il caldo del giorno abramo alzò gli occhi ed ecco che scorse tre uomini i quali stavano dinanzi a lui e come li ebbe veduti corse loro incontro all'ingresso della tenda si prostrò fino a terra e disse de signor mio se ho trovato grazia davanti a te non passare senza fermarti dal tuo servo «De, lasciate che si porti un po' d'acqua, lavatevi i piedi e riposatevi sotto quest'albero. Io andrò a prendere un pezzo di pane e vi fortificherete il cuore, poi continuerete il vostro cammino, perché per questo siete passati presso al vostro servo». E quelli dissero, «Fa come hai detto». Allora Abramo andò in fretta nella tenda di Sara e le disse, «Prendi subito tre misure di fior di farina, impastala e fa delle schiacciate». Poi Abramo corse all'armento, ne tolse un vitello tenero e buono, e lo diede a un servo il quale s'affrettò a prepararlo, e prese del burro e del latte, e il vitello che era stato preparato, e li pose davanti a loro, ed egli se ne stette in pie presso a loro sotto l'albero, e quelli mangiarono. Poi essi gli dissero, Dov'è Sara tua moglie? Ed egli rispose, È là nella tenda. E l'altro Tornerò certamente da te fra un anno, ed ecco Sara tua moglie avrà un figliuolo. E Sara ascoltava l'ingresso della tenda che era dietro a lui. Or Abramo e Sara erano vecchi bene avanti negli anni, e Sara non aveva più i corsi ordinari delle donne, e Sara rise dentro di sé, dicendo: Vecchia come sono, avrei io tali piaceri? E anche il mio Signore è vecchio. E l'Eterno disse ad Abramo: perché mai Sara ha riso dicendo parturirei io per davvero vecchia come sono? Va egli cosa che sia troppo difficile per l'Eterno? Al tempo fissato, fra un anno tornerò e Sara avrà un figliuolo. Allora Sara negò dicendo non ho riso perché ebbe paura, ma egli disse invece hai riso. Poi quegli uomini S'alzarono e volsero gli sguardi verso Sodoma e Abramo andava con loro per accomiatarli. E l'Eterno disse, «Celererò io ad Abramo quello che sto per fare, giacché Abramo deve diventare una nazione grande e potente e in lui saranno benedette tutte le nazioni della terra? Poiché io l'ho prescelto affinché ordini ai suoi figliuoli e dopo di sé alla sua casa che s'attengono alla via dell'Eterno per praticare la giustizia e l'equità, onde l'Eterno ponga d'effetto a Pro da Abramo quello che gli ha promesso. E l'Eterno disse: Siccome il grido che sale da Sodoma e Gomorra è grande, e siccome il loro peccato è molto grave, io scenderò e vedrò se hanno interamente agito secondo il grido che m'è pervenuto a me. E se così non è, lo saprò. E quegli uomini, partitisi di là, s'avviarono verso Sodoma. Ma Abramo rimase ancora davanti all'Eterno. E Abramo s'accostò e disse: Farai tu perire il giusto insieme con l'empio? Forse ci sono cinquanta giusti nella città. Farai tu perire anche quelli? O non perdonerai tu a quel luogo per l'amore dei cinquanta giusti che vi sono? Lungi da te il fare tal cosa, il far morire il giusto con l'empio, in guisa che il giusto sia trattato come l'empio. Lungi da te il giudice di tutta la terra non farà egli giustizia. E l'Eterno disse, se trovo nella città di Sodoma cinquanta giusti, perdonerò a tutto il luogo per amore dessi. E Abramo prese e disse, ecco, Prendo l'ardire di parlare al Signore, benché io non sia che polvere e cenere. Forse a quei cinquanta giusti ne mancheranno cinque. Distruggerai tu tutta la città per cinque di meno? E l'Eterno se ne trovo quarantacinque non la distruggerò. E Abramo continuò a parlargli e disse, forse vi se ne trovano quaranta. E l'Eterno non lo farò per amore dei quaranta. E Abramo disse, non sia dire il Signore ed io parlerò, forse vi se ne troveranno trenta, e l'Eterno non lo farò se ne trovo trenta. E Abramo disse, ecco, prendo l'ardire di parlare al Signore, forse vi se ne troveranno venti, e l'Eterno non la distruggerò per amore dei venti. E Abramo disse, de non sia dire il Signore, io parlerò ancora questa volta soltanto. Forse vi se ne troveranno dieci, e l'Eterno non la distruggerò per l'amore dei dieci. E come l'Eterno ebbe finito di parlare ad Abramo, se ne andò, e Abramo tornò alla sua dimora. Genesi, capitolo diciannovesimo Or i due angeli giunsero a Sodoma verso sera. E Lot stava sedendo alla porta di Sodoma, e come li vide si alzò per andare loro incontro, e si prostrò con la faccia a terra e disse Signori miei, vi prego, venite in casa del vostro servo, albergatevi questa notte, e lavatevi i piedi, poi domattina vi leverete per tempo e continuerete il vostro cammino. Ed essi risposero no, passeremo la notte sulla piazza. Ma egli fe loro tanta premura, che vennero da lui ed entrarono in casa sua. Ed egli fece loro un convito, cosse dei pani senza lievito, ed essi mangiarono. Ma prima che si fossero coricati, gli uomini della città, i sodomiti, circondarono la casa, giovani e vecchi, la popolazione intera, venuta da ogni lato, e chiamarono Lot e gli dissero, Dove sono quegli uomini che sono venuti da te stanotte? Menaceli fuori! Finché li conosciamo. Lot uscì verso di loro sull'ingresso di casa, si chiuse dietro la porta e disse: Dei fratelli miei, non fate questo male. Ecco, ho due figliuole che non hanno conosciuto uomo. de lasciate che io ve le meni fuori e voi fate di loro quel che vi piacerà. Soltanto, non fate nulla a questi uomini perché sono venuti all'ombra del mio tetto. Ma essi gli dissero: Fatin là. E ancora, quest'individuo è venuto qua come straniero e la vuol fare da giudice. Ora faremo a te peggio che a quelli. E premendo Lot con violenza, s'avvicinarono per sfondare la porta. Ma quegli uomini stesero la mano, trassero Lot in casa con loro e chiusero la porta, e coprirono di cecità la gente che era alla porta della casa, dal più piccolo al più grande, talché si stancarono a cercare la porta». E quegli uomini dissero a Lot, Chi hai tu ancora qui? Fa uscire da questo luogo generi, figliuoli e figliuole, e chiunque dei tuoi è in questa città, poiché noi distruggeremo questo luogo, perché il grido contro i suoi abitanti è grande nel cospetto dell'Eterno, e l'Eterno ci ha mandati a distruggerlo. Allora Lot uscì, parlò ai suoi generi che avevano preso le sue figliuole, e disse, Levatevi, uscite da questo luogo perché l'Eterno sta per distruggere la città. Ma ai generi parve che volesse scherzare. E come l'alba cominciò ad apparire, gli angeli sollecitarono Lot dicendo, Levati, prendi tua moglie e le tue figliuole che si trovano qui, affinché tu non perisca nel castigo di questa città. Ma egli si indugiava e quegli uomini presero per la mano lui, sua moglie e le sue due figliuole, perché l'Eterno lo voleva risparmiare e lo menarono via e lo misero fuori della città. E avvenne che quando li ebbero fatti uscire, uno di quegli uomini disse: "Salvati la vita, non guardare indietro e non ti fermare in alcun luogo della pianura, salvati al monte che tu non abbia a perire". E l'altro rispose loro: No mio signore, ecco il tuo servo ha trovato grazia agli occhi tuoi e tu hai mostrato la grandezza della tua bontà verso di me conservandomi in vita, ma io non posso salvarmi al monte prima che il disastro mi sopraggiunga ed io perisca. Ecco, questa città è vicina da potermici rifugiare ed è piccola. De, lascia che io scampi quivi, non è essa piccola e vivrà l'anima mia. E quelli a lui Ecco, anche questa grazia io ti concedo di non distruggere la città. Affrettati, scampa colà, poiché io non posso far nulla finché tu vi sia giunto. Perciò quella città fu chiamata Zoar. Il sole si levava sulla terra quando Lot arrivò a Zoar. Allora l'Eterno fece piovere dai cieli su Sodoma e Gamorra zolfo e fuoco da parte dell'Eterno. Ed egli distrusse quelle città, e tutta la pianura, e tutti gli abitanti delle città, e quanto cresceva sul suolo. Ma la moglie di Lot si volse a guardare indietro, e diventò una statua di sale. E Abramo si levò la mattina a buon'ora, e andò al luogo dove era prima fermato davanti all'Eterno, e guardò verso Sodoma e Gamorra, e verso tutta la regione della pianura. Ed ecco vide un fumo che si levava dalla terra, come il fumo d'una fornace. Così avvenne che, quando Iddio distrusse le città della pianura, egli si ricordò d'Abramo e fece partire Lot di mezzo al disastro, allorché sovvertì le città dove Lot aveva dimorato. Lot salì da Zoar e dimorò sul monte insieme con le sue due figliuole, perché temeva di stare in Soar, e dimorò in una spelonca, egli con le sue due figliuole. E la maggiore disse alla minore Nostro padre è vecchio, e non c'è più nessuno sulla terra per venire da noi, come si costuma in tutta la terra. Vieni, diamo a bere del vino a nostro padre e giaciamoci con lui, affinché possiamo conservare la razza di nostro padre. E quella stessa notte dettero a bere del vino al loro padre, e la maggiore entrò e si giacque con suo padre, ed egli non s'accorse né quando essa si coricò né quando si levò. E avvenne che il di seguente la maggiore disse alla minore, «Ecco, la notte passata io mi giacqui con mio padre, diamogli a bere del vino anche questa notte, e tu entra e giaciti con lui, affinché possiamo conservare la razza del nostro padre». E quella notte dettero a bere del vino al padre loro, e la minore andò a giacersi con lui, ed egli non si accorse né quando essa si coricò, né quando si levò. E così le due figliuole di Lot rimasero incinte del loro padre. E la maggiore partorì un figliuolo, al quale pose nome Moab. Questi è il padre dei Moabiti, che sussistono fino al di d'oggi. E la minore partorì anch'essa un figliuolo al quale pese il nome Ben-Ammi. Questi è il padre degli ammoniti che sussistono fino al dì d'oggi. Genesi, capitolo ventesimo Abrahamo si partì di là, andando verso il paese del mezzodì, dimorò fra Cades e Shur, e abitò come forestiero in Gerar. E Abrahamo diceva di Sara sua moglie, «Ella è mia sorella. E Abimelech, re di Gerar, mandò a pigliar Sara. Ma Dio venne di notte in sogno ad Abimelech e gli disse: Ecco, tu sei morto a motivo della donna che ti sei presa, perché ella ha marito. Or Abimelech non si era accostato a lei e rispose: Signore, faresti tu perire una nazione anche se giusta? Non m'ha egli detto, è mia sorella, e anche lei stessa ha detto, è mio fratello? Io ho fatto questo nell'integrità del mio cuore e con mano innocenti, e Dio gli disse nel sogno, anch'io so che tu hai fatto questo nella integrità del tuo cuore, e t'ho quindi preservato dal peccare contro di me, perciò non ti ho permesso di toccarla. Or dunque, restituisci la moglie a quest'uomo, perché è profeta, ed egli pregherà per te e tu vivrai. Ma se non la restituisci, sappi che per certo morrai tu e tutti i tuoi. E Abimelech si levò la mattina per tempo, chiamò tutti i suoi servi, e raccontò in loro presenza tutte queste cose. E quegli uomini furono presi da gran paura. Poi Abimelech chiamò Abramo e gli disse: Che ci hai fatto tu? e in to io offeso che tu abbia fatto venire su me e sul mio regno un sì gran peccato, tu mi hai fatto cose che non si debbono fare. E di nuovo Abimelech disse ad Abramo, a che mi miravi facendo questo? Ed Abramo rispose, l'ho fatto perché dicevo fra me, certo in questo luogo non c'è timore di Dio e mi uccideranno a causa di mia moglie. Inoltre ella è proprio mia sorella figliuola di mio padre, ma non figliuola di mia madre, ed è divenuta mia moglie. Ora, quando il Dio mi fece errare lungi dalla casa di mio padre, io le dissi, questo è il favore che tu mi farai, dovunque giungeremo, dirai di me e mio fratello. E Abimelech prese delle pecore, dei buoi, dei servi e delle serve, e li diede ad Abramo, e gli restituì Sara sua moglie, ed Abimelech disse, ecco, il mio paese ti sta dinanzi, dimora dovunque ti piacerà. E a Sahara disse: Ecco, io ho dato a tuo fratello mille pezzi d'argento, questo ti sarà un velo sugli occhi di fronte a tutti quelli che son teco, e sarai giustificata dinanzi a tutti. E Abramo pregò Dio, e Dio guarì Abimelech, la moglie e le serve di Lui. Ed esse poterono partorire poiché l'Eterno aveva del tutto resa sterile l'intera casa di Abimelech, a motivo di Sara, moglie di Abramo. Genesi capitolo ventunesimo L'Eterno visitò Sara come aveva detto, e l'Eterno fece a Sara come aveva annunziato. E Sara concepì e partorì un figliuolo ad Abramo, quando egli era vecchio, al tempo che Dio gli aveva fissato, e Abramo pose nome Isacco al figliuolo che gli era nato, che Sara gli aveva partorito, e Abramo circoncise il suo figliuolo Isacco all'età di otto giorni, come Dio gli aveva comandato. Or Abramo aveva cent'anni quando gli nacque il suo figliuolo Isacco, e Sara disse, «I m'ha dato di che ridere, chiunque ludrà riderà con me», e aggiunse, «Chi avrebbe mai detto?» Ad Abramo che Sara allatterebbe figliuoli poiché io gli ho partorito un figliuolo nella sua vecchiaia. Il bambino dunque crebbe e fu divezzato, e nel giorno che Isacco fu divezzato, Abramo fece un gran convito. E Sara vide che il figliuolo partorito ad Abramo da Agar, l'egiziana, rideva. Allora ella disse ad Abramo: Caccia via questa serva e il suo figliuolo. Perché il figliuolo di questa serva non ha da essere erede col mio figliuolo, con Isacco. E la cosa dispiacque fortemente ad Abramo a motivo del suo figliuolo. Ma Dio disse ad Abramo, Questo non ti dispiaccia a motivo del fanciullo e della tua serva. acconsentì a tutto quello che Sara ti dirà, poiché da Isacco uscirà la progenie che porterà il tuo nome. Ma anche dal figliuolo di questa serva io farò una nazione, perché è tua progenie. Abramo dunque si levò la mattina di buon'ora, prese del pane un otre d'acqua, e lo diede ad Agar, mettendoglielo sulle spalle, e le diede anche il fanciullo, e la mandò via. Essa partì, e andò errando per il deserto di Beershiba, e quando l'acqua... Dell'otre venne meno, essa lasciò cadere il fanciullo sotto un arboscello, e se ne andò e si pose a sedere di rimpetto a distanza d'un tiro d'arco, perché diceva che io non vegga morire il fanciullo. E sedendo così di rimpetto, alzò la voce e pianse, e oh, Dio udì la voce del ragazzo, e l'angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e le disse, «Che hai, Agar?» Non temere, poiché il Dio ha udito la voce del fanciullo là dov'è. Levati, prendi il ragazzo, e tienlo per la mano, perché io farò di lui una grande nazione. E Dio le ha gli occhi, ed ella vide un pozzo d'acqua, e andò ed empì l'acqua d'oltre, e diede da bere al ragazzo. E Dio fu con lui, ed egli crebbe, abitò nel deserto, e fu tiratore d'arco. Dimorò nel deserto di Paran e sua madre gli prese per moglie una donna del paese d'Egitto. Ora avvenne in quel tempo che Abimelech, accompagnato da Piccol, capo del suo esercito, parlò ad Abraham, dicendo: Dio è teco in tutto quello che fai. Or dunque, giurami qui nel nome di Dio che tu non ingannerai né me né i miei figliuoli né i miei nipoti. Ma che userai verso di me e verso il paese dove hai dimorato come forestiero, la stessa benevolenza che io ho usata verso di te. E Abramo rispose, Lo giuro. E Abramo fece delle rimostranze ad Abimelech per cagione di un pozzo di acqua, di cui i servi di Abimelech erano impadroniti per forza. E Abimelech disse: Io non so chi abbia fatto questo, tu stesso non me l'hai fatto sapere. E io non ne ho sentito parlare che oggi. E Abramo prese pecore e buoi e li diede ad Abimelech e i due fecero alleanza. Poi Abramo mise da parte sette agnelle del gregge e Abimelech disse ad Abramo Che vogliono dire queste sette agnelle che tu hai messe da parte? Abramo rispose tu accetterai dalla mia mano queste sette agnelle affinché questo mi serva di testimonianza che io ho scavato questo pozzo. Perciò egli chiamò quel pozzo Beer Sheba perché ambedue vi avevano fatto giuramento. Così fecero alleanza a Beer Sheba, poi Abimelech con Picò, capo del suo esercito, si levò e se ne tornarono nel paese dei Filistei. E Abramo piantò un tamarindo a Beersheba e invocò qui il nome dell'Eterno, l'Iddio dell'Eternità. E Abramo dimorò come forestiero molto tempo nel paese dei Filistei. Genesi capitolo 22. Dopo queste cose avvenne che Dio provò Abramo e gli disse, Abramo, ed egli rispose, «Eccomi!» Ed io disse, «Prendi ora il tuo figliuolo, il tuo unico, colui che ami, Isacco, e vattene nel paese di Moria, e offrilo qui in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò». Ed Abramo, levatosi la mattina di buon'ora, mise il basto al suo asino, prese con sé due suoi servitori e Isacco, suo figliuolo, spaccò della legna per l'olocausto, poi partì per andare al luogo che Dio gli aveva detto. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. E Abramo disse ai suoi servitori: Rimanete qui con l'Asino ed io ed il ragazzo andremo fin colà e adoreremo, poi torneremo a voi. E Abramo prese la legna per l'olocausto e la pose addosso a Isacco suo figliolo, poi prese in mano sua il fuoco e il coltello e tutti e due si incamminarono assieme. E Isacco parlò ad Abramo, suo padre, e disse, «Padre mio!» Abramo rispose, «Eccomi qui, figlio mio!» E Isacco, «Ecco il fuoco e le legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto?» E Abramo rispose, «Figlio mio, il Dio se lo provvederà l'agnello per l'olocausto!» E camminarono ambedue assieme. E giunsero al luogo che Dio gli aveva detto, ed Abramo edificò quivi l'altare, e vi accomodò le legna, legò Isacco suo figliuolo, e lo mise sull'altare sopra le legna. E Abramo stese la mano, e prese il coltello per scannare il suo figliuolo. Ma l'angelo dell'Eterno gli gridò dal cielo, e disse, «Abramo, Abramo!» E quelli rispose, «Eccomi!» E l'angelo, non metter la mano addosso al ragazzo, e non gli fare alcun male, poiché ora so che tu temi Dio, giacché non m'hai rifiutato il tuo figliuolo, l'unico tuo. E Abramo alzò gli occhi e guardò, ed ecco, dietro a sé un montone, preso per le corna in un cespuglio. Ed Abramo andò, prese il montone, e lo offerse in olocausto, invece del suo figliuolo. E Abramo pose nome a quel luogo, Jehovah giret per questo si dice oggi, al monte dell'Eterno sarà provveduto. L'angelo dell'Eterno chiamò dal cielo Abramo una seconda volta e disse: "Io giuro per me stesso", dice l'Eterno, "che siccome tu hai fatto questo e non mai rifiutato il tuo figliuolo, l'unico tuo, io certo ti benedirò e moltiplicherò la tua progenie come le stelle del cielo e come l'arena che è sul lido del mare, e la tua progenie possederà la porta dei suoi nemici". E tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua progenie, perché tu hai ubbidito alla mia voce. Poi Abramo se ne tornò ai suoi servitori, e si levarono, e se ne andarono assieme a Beersheba. E Abramo dimorò a Beersheba. Dopo queste cose, avvenne che fu riferito ad Abramo questo. Ecco, Milca ha partorito anch'ella dei figlioli a Nahor, tuo fratello. Uz, suo primogenito, Buz, suo fratello, Kemuel, padre d'Aram, Chesed, Hazo, Pildash, Jidaf e Betul. E Betul generò Rebecca. Questi otto Milca partorì a Nahor, fratello d'Abramo, e la concubina di lui, che si chiamava Reumat, partorì anch'essa, Teba, Gam, Tahash e Mahacca. Genesi capitolo ventitreesimo Or la vita di Sara fu di 127 anni. Tanti furono gli anni della vita di Sara. E Sara morì a Kirat Arba, che è in Ebro, nel paese di Canaan. E Abramo venne a far duolo di Sara e a piangerla. Poi, Abramo si levò di presso al suo morto e parlò ai figlioli di Het, dicendo: io sono straniero e avventizio fra voi datemi la proprietà di un sepolcro fra voi affinché io seppellisca il mio morto e me lo tolga dinanzi E i figlioli di Het risposero ad Abramo dicendo Ascoltaci signore tu sei fra noi un principe di Dio seppellisci il tuo morto nel migliore dei nostri sepolcri nessuno di noi ti rifiuterà il suo sepolcro perché tu vi seppellisca il tuo morto ed Abramo si levò, si s'inchinò dinanzi al popolo del paese e dinanzi ai figliuoli di Heth e parlò loro dicendo: Se piace a voi che io tolga il mio morto dinanzi a me lo seppellisca, ascoltatemi e intercedete per me presso Efron figliuolo di Zoar, perché mi ceda la sua spelonca di Machpela, che è all'estremità del suo campo e me la dia per l'intero suo prezzo come sepolcro che m'appartenga fra voi. Ora Efron sedeva in mezzo ai figlioli di Het, ed Efron lo itteo rispose ad Abramo in presenza dei figlioli di Het e di tutti quelli che entravano per la porta della sua città, dicendo, — No, mio signore, ascoltami. Io ti dono il campo, e ti dono la spelonca che vè. Te ne fo dono in presenza dei figlioli del mio popolo. Seppellisci il tuo morto. Abramo si s'inchinò dinanzi al popolo del paese e parlò ad Efron in presenza del popolo del paese, dicendo, De, ascoltami, io ti darò il prezzo del campo, accettalo da me, e io seppillerò quivi il mio morto. Ed Efron rispose ad Abramo, dicendo, Signor mio, ascoltami, un pezzo di terreno di 400 sicli d'argento, che cos'è fra me e te? Seppellisci dunque il tuo morto. E Abramo fece a modo di Efron, ed Abramo pesò a Efron il prezzo che gli aveva detto in presenza dei figliuoli di Het, quattrocento sicri d'argento di buona moneta mercantile. Così il campo di Efron, che era a Machpelah, di rimpetto a Mamre, il campo con la caverna che vera e tutti gli alberi che erano nel campo e in tutti i confini dell'intorno, furono assicurati come proprietà ad Abramo in presenza dei figliuoli di Het, e di tutti quelli che entravano per la porta della città di Efron. Dopo questo, Abramo Sara sua moglie nella spelonca nel campo di Macpela di Rimpetto a Manre, che è Hebron nel paese di Canaan. E il campo e la spelonca che vè furono assicurati ad Abramo dai figliuoli di Het, come sepolcro di sua proprietà. GENESI CAPITOLO 24 Ora Abramo era vecchio ed età avanzata e l'Eterno aveva benedetto Abramo in ogni cosa e Abramo disse al più antico servo di casa sua che aveva il governo di tutti i suoi beni, De, metti la tua mano sotto la mia coscia e io ti farò giurare per l'Eterno, il dei cieli e il Dio della terra, che tu non prenderai per moglie al mio figliuolo alcuna delle figliuole dei cananei fra i quali dimoro. Ma andrai al mio paese e al mio parentado, e vi prenderai una moglie per il mio figliuolo, per Isacco. E il servo gli rispose: Forse quella donna non vorrà seguirmi in questo paese, dovrò io allora ricondurre il tuo figliuolo nel paese donde sei uscito. E Abramo gli disse: Guardati dal ricondurre colà il mio figliuolo. L'Eterno, il dei cieli, che mi trasse dalla casa di mio padre e dal mio paese natale, e mi parlò e mi giurò dicendo, io darò alla tua progenia questo paese, e gli stesso manderai il suo angelo davanti a te, e tu prenderai di là una moglie per il mio figliuolo, e se la donna non vorrà seguirti, allora sarai sciolto da questo giuramento che ti faccio fare. Soltanto, non ricondurre colà il mio figliuolo. E il servo pose la mano sotto la coscia d'Abramo suo signore e gli giurò di fare come egli chiedeva. Poi il servo prese dieci cammelli fra i cammelli del suo signore e si partì, avendo a sua disposizione tutti i beni del suo signore. E messosi in viaggio andò in Mesopotamia alla città di Nahor. E fatti riposare sulle ginocchia i cammelli fuori della città presso a un pozzo d'acqua, Verso sera, allora in cui le donne escono ad attingere acqua, disse, O eterno Dio del mio Signore Abramo, de, fammi fare quest'oggi un felice incontro, e usa benignità verso Abramo mio Signore. Ecco, io sto qui presso a questa sorgente, e le figlie degli abitanti della città usciranno ad attingere acqua. Fa che la fanciulla alla quale dirò, De abbassa la tua brocca perché io beva, e che mi risponderà bevi, e darò da bere anche ai tuoi cammelli, sia quella che tu hai destinata al tuo servo Isacco, e da questo comprenderò che tu hai usato benignità verso il mio il Signore. Non aveva ancora finito di parlare, quand'ecco uscire con la sua brocca sulla spalla Rebecca figliuola di Betuel, figlio di Milca, Moglie di Nahor, fratello d'Avramo. La fanciulla era molto bella d'aspetto, vergine, e uomo alcuno non l'aveva conosciuta. Ella scese alla sorgente, empì la brocca e risalì, e il servo le corse incontro e le disse: «De, dammi a bere un po' d'acqua dalla tua brocca. Ed ella rispose: Bevi, signor mio, e s'affrettò a calarsi la brocca sulla mano e gli diede da bere. E quando ebbe finito di dargli da bere, disse, «Io ne attingerò anche per i tuoi cammelli, finché abbiam bevuto a sufficienza». E presto vuotò la sua brocca nell'abbeveratorio, corse di nuovo al pozzo ad attingere acqua, e ne attinse per tutti i cammelli di lui. E quell'uomo la contemplava in silenzio, per sapere se l'Eterno avesse o no fatto prosperare il suo viaggio. E quando i cammelli ebbero finito di bere... L'uomo prese un anello d'oro, del peso di un siclo e due braccialetti del peso di dieci sicli d'oro, per i polsi di lei, e disse, «Di chi sei, figliuola? De, dimmelo. Ve posto in casa di tuo padre per albergarci?» Ed ella rispose, «Sono figliuola di Betuel, figliuolo di Milca, che la partorì a Nahor, e aggiunse, c'è da noi strame, foraggio assai e anche posto da albergare. E l'uomo s'inchinò, adorò l'Eterno e disse Benedetto l'Eterno, l'Iddio di Abramo, mio Signore, che non ha cessato d'esser benigno e fedele verso il mio Signore. Quanto a me, l'Eterno mi ha messo sulla via della casa dei fratelli del mio Signore. E la fanciulla corse a raccontare queste cose a casa di sua madre. Or Rebecca aveva un fratello chiamato Lebano, e Lebano corse fuori da quell'uomo alla sorgente, come ebbe veduto l'anello e i braccialetti ai polsi di sua sorella, ed ebbe udite le parole di Rebecca sua sorella, che diceva, «Quell'uomo m'ha parlato così», venne a quell'uomo, ed ecco che egli se ne stava presso ai cammelli vicino alla sorgente, e disse, «Entra, Benedetto dall'Eterno, perché stai fuori?» Io ho preparato la casa e un luogo per i cammelli. L'uomo entrò in casa, e Levano scaricò i cammelli, diede strame e foraggio ai cammelli, portò acqua per lavare i piedi a lui e a quelli che erano con lui, poi gli fu posto davanti da mangiare, ma egli disse, Non mangerò finché non abbia fatto la mia ambasciata. E l'altro disse, Parla. E quelli, Io sono servo d'Abramo. L'Eterno ha benedetto abbondantemente il mio Signore che è divenuto grande, gli ha dato pecore e buoi, argento e oro, servi e serve, cammelli ed asini. Or Sara, moglie del mio Signore, ha partorito nella sua vecchiaia un figliuolo al mio padrone che gli ha dato tutto quel che possiede e il mio Signore m'ha fatto giurare dicendo, Non prenderai come moglie per il mio figliuolo alcuna delle figlie dei cananei del paese dei quali dimoro, ma andrai alla casa di mio padre e al mio parentado e vi prenderai una moglie per il mio figliuolo. Ed io dissi al mio padrone, forse quella donna non mi vorrà seguire. Ed egli rispose, l'Eterno, nel cospetto del quale ho camminato, manderà il suo angelo teco e farà prosperare il tuo viaggio e tu prenderai al mio figliuolo una moglie dal parentado e dalla casa di mio padre sarai sciolto dal giuramento che ti fo fare quando sarai andato dal mio parentato, e se non vorranno dartela allora sarai sciolto dal giuramento che mi fai oggi sono arrivato alla sorgente e ho detto o oh eterno dio del mio signore abrahamo se pur ti piace far prosperare il viaggio che ho intrapreso. Ecco io mi fermo presso questa sorgente. Fa che la fanciulla che uscirà ad attingere acqua, alla quale dirò, de, dammi da bere un po' d'acqua dalla tua brocca, e che mi dirà: bevi pure e ne attingerò anche per i tuoi cammelli, sia la moglie che l'Eterno ha destinata al figliuolo del mio Signore. E avanti che avessi finito di parlare in Cuor mio, Ecco uscir fuori Rebecca con la sua brocca sulla spalla, scendere alla sorgente e attinger acqua. Allora io le ho detto, De, dammi da bere. Ed ella si è affrettata a calare la brocca della spalla e mi ha risposto, Bevi e darò da bere anche ai tuoi cammelli. Così ho bevuto io ed ella ha abbeverato anche i cammelli. Poi l'ho interrogata e le ho detto, «Di chi sei figliuola?» Ed ella mi ha risposto, «Sono figliuola di Betuel, figlio di Nahor, che Milca gli partorì». Allora io le ho messo l'anello al naso e i braccialetti ai polsi, e mi sono inchinato e ho adorato l'Eterno, e ho benedetto l'Eterno di Dio di Abramo, mio Signore, che m'ha condotto per la retta via, a prendere per il figliuolo di lui la figliuola del fratello del mio Signore. Ed ora... Se volete usare benignità e fedeltà verso il mio Signore ditemelo, se no ditemelo lo stesso e mi volgerò a destra o a sinistra. Allora Lebano e Betuel risposero e dissero La cosa procede dall'Eterno, noi non possiamo dirti né male né bene. Ecco, Rebecca ti sta dinanzi, prendila, va e sia ella moglie del figliuolo del tuo Signore, come l'Eterno ha detto. E quando il servo d'Abramo ebbe udito le loro parole, si prostrò a terra dinanzi all'Eterno. Il servo trasse poi fuori oggetti d'argento e oggetti d'oro e vesti, e li dette a Rebecca, e donò anche delle cose preziose al fratello e alla madre di lei. Poi mangiarono e bevvero. Egli e gli uomini che erano con lui e passarono quivi la notte. La mattina, quando si furono levati, il servo disse: Lasciatemi tornare al mio Signore. E il fratello e la madre di Rebecca dissero: Rimanga la fanciulla ancora alcuni giorni con noi, almeno una decina, poi se ne andrà. Ma egli rispose loro: Non mi trattenete, già che l'Eterno m'ha fatto prosperare il mio viaggio. Lasciatemi partire affinché io me ne torni al mio Signore. Allora dissero, chiamiamo la fanciulla e sentiamo lei stessa. Chiamarono Rebecca e le dissero, Vuoi tu andare con quest'uomo? Ed ella rispose, sì, andrò. Così lasciarono andare Rebecca, loro sorella, e la sua balia col servo d'Abramo e la sua gente. E benedissero Rebecca e le dissero, Sorella nostra, possa tu essere madre di migliaia di miriadi e possa la tua progenie possedere la porta dei suoi nemici. E Rebecca si levò con le sue serve e montarono sui cammelli e seguirono quell'uomo. E il servo prese Rebecca e se ne andò. Orisacco era tornato dal pozzo di Lacai-Roi e abitava nel paese del mezzodì. Isacco era uscito sul far della sera per meditare nella campagna e alzati gli occhi guardò ed ecco venire dei cammelli. E Rebecca, alzati anch'ella gli occhi, vide Isacco, saltò giù dal cammello e disse al servo: Chi è quel uomo che viene per il campo incontro a noi? E il servo rispose: È il mio signore. Ed ella preso il suo velo se ne coprì. E il servo raccontò a Isacco tutto quello che aveva fatto. E Isacco menò Rebecca nella tenda di Sara sua madre, e se la prese, ed ella divenne sua moglie, ed egli l'amò. Così Isacco fu consolato dopo la morte di sua madre. Genesi capitolo 25 Poi Abramo prese un'altra moglie per nome Chetura, e questa gli partorì. Zimram, Jokshan, Medan, Madian, Jishbak e Shuhak. Joshan generò Sheba e Dedan. I figliuoli di Dedan furono gli Ashurim, i Letushim e i Leumim, e i figlioli di Madian furono Efa, Efer, Hanok, Abida e Eldad. Tutti questi furono i figlioli di Ketura e Abramo dette tutto quello che possedeva a Isacco, ma i figliuoli delle sue concubine fece dei doni, e mentre era ancora in vita li mandò lungi dal suo figliuolo Isacco verso Levante, nel paese d'Oriente. Or tutto il tempo della vita d'Abramo fu centosettantacinque anni, poi Abramo ispirò in prospera vecchiezza, attempato e sazio di giorni, e fu riunito al suo popolo. E Isacco ed Ismaele suoi figliuoli lo seppellirono nella spelonca di Macpela nel campo di Efron, figlio di Zoar lo Iteo, che è di rimpetto a Mamre, campo che Abramo aveva comprato dai figliuoli di Het. Quivi furono sepolti Abramo e Sara sua moglie. E dopo la morte di Abramo, Dio benedisse Isacco figliuolo di lui, e Isacco dimorò presso al pozzo di Lachai Roy. Or, questi sono i discendenti di Ismaele, figliuolo di Abramo, che Agar l'egiziana, serva di Sara, aveva partorito ad Abramo. Questi sono i nomi dei figliuoli di Ismaele secondo le loro generazioni. Nebaiot, il primogenito di Israele, poi Kedar, Adbeel, Mibsam, Nishma, Duma, Massa, Adar, Tema, Jethur, Nafish e Kedma. Questi sono i figliuoli di Ismaele e questi i loro nomi secondo i loro villaggi e i loro accampamenti. Furono i dodici capi dei loro popoli. E gli anni della vita di Ismaele furono 137, poi spirò, morì e fu riunito al suo popolo. E i suoi figliuoli abitarono da Avila fino a Shur, che è di rimpetto all'Egitto, Andando verso la Siria, egli si stabilì di faccia a tutti i suoi fratelli. E questi sono i discendenti di Isacco, figliuolo di Abramo. Abramo generò Isacco, e Isacco era in età di quarant'anni quando prese per moglie Rebecca, figliuolo di Betuel, l'armeo di Padan Aram, e sorella di Lebano, l'arameo. E Isacco pregò instantaneamente l'Eterno per sua moglie, perché ella era sterile. E l'Eterno le esaudì. E Rebecca sua moglie concepì. E i bambini si urtavano nel suo seno, ed ella disse, Se così è, perché vivo? E andò a consultare l'Eterno. E l'Eterno le disse, Due nazioni sono nel tuo seno, e due popoli separati usciranno dalle tue viscere. Uno dei due popoli sarà più forte dell'altro, e il maggiore servirà il minore. E quando venne per lei il tempo di partorire, ecco che l'aveva due gemelli nel seno, e il primo che uscì fuori era rosso e tutto quanto come un mantello di pelo, e gli fu posto nome Esaù. Dopo uscì il suo fratello, che con la mano teneva il calcagno di Esaù, e gli fu posto nome Giacobbe. Or Isacco era in età di sessant'anni quando Rebecca li partorì. I due fanciulli crebbero, ed Esaù divenne un esperto cacciatore, un uomo di campagna, e Giacobbe un uomo tranquillo che se ne stava nelle tende. Or Isacco amava Esaù perché la cacciagione era di suo gusto, e Rebecca amava Giacobbe. Or come Giacobbe s'era fatto cuocere una minestra, Esaù giunse dai campi tutto stanco, ed Esaù disse a Giacobbe: "Te, dammi da mangiare un po' di cotesta minestra rossa, perché sono stanco". Per questo fu chiamato Edom. E Giacobbe gli rispose: "Vendimi prima di tutto la tua promogenitura. Ed Esaù disse: "Ecco, io sto per morire, che mi giova la primogenitura?". E Giacobbe disse: Prima giuramelo. Ed Esau glielo giurò, e vendè la sua primogenitura a Giacobbe. E Giacobbe diede a Esau del pane e della minestra di lenticchie. Ed egli mangiò e beve, poi si levò e se ne andò. Così Esau sprezzò la primogenitura. Genesi capitolo 26 Ora ci fu la carestia nel paese, Oltre la prima carestia che c'era stata al tempo di Abramo, e Isacco andò da Abimelech re dei Filistei a Gerar, e l'Eterno gli apparve e gli disse: Non scendere in Egitto, dimora nel paese che io ti dirò, soggiorna in questo paese e io ti sarò teco e ti benedirò, poiché io darò a te e alla tua progenie tutti questi paesi. E manterrò il giuramento che fece ad Abramo tuo padre, e moltiplicherò la tua progenie come le stelle del cielo. Darò alla tua progenie tutti questi paesi, e tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua progenie, perché Abramo ubbidì alla mia voce e osservò quello che gli avevo ordinato i miei comandamenti, i miei statuti e le mie leggi. E Isacco dimorò a Geherar, e quando la gente del luogo gli faceva delle domande intorno alla sua moglie, egli rispondeva, «È mia sorella», perché aveva paura di dire «È mia moglie». Non vorrei, egli pensava, che la gente del luogo avesse ad uccidermi a motivo di Rebecca, poiché ella era di bel aspetto. Ora, prolungandosi quivi il suo soggiorno, avvenne che Abimelech re dei Filistei, mentre guardava dalla finestra, vide Isacco che scherzava con Rebecca, sua moglie. E Abimelech chiamò Isacco e gli disse: Certo, costei è tua moglie. Come mai dunque hai detto è mia sorella? Ed Isacco rispose: Perché dicevo, non vorrei essere messo a morte a motivo di lei. E Abimelech: Che cos'è questo che ci hai fatto? Poco è mancato che qualcuno del popolo si giacesse con tua moglie, e tu ci avresti tirato addosso una grande colpa. E Abimelech diede quest'ordine a tutto il popolo. Chiunque toccherà quest'uomo o sua moglie sia messo a morte. Isacco seminò in quel paese e in quell'anno raccolse il centuplo e l'Eterno lo benedisse. Quest'uomo divenne grande, andò crescendo sempre più, finché diventò grande oltre misura. Fu padrone di greggi, di pecore, di mandri, di bue e di numerosa servitù. I filistei lo invidiavano, e perciò turarono ed empirono di terra tutti i pozzi che i servi di suo padre avevano scavati al tempo di Abramo suo padre. E Abimelech disse ad Isacco, vattene da noi, poiché tu sei molto più potente di noi. Isacco allora si partì di là, s'accampò nella valle di Gerar, e qui vi dimorò. E Isacco scavò di nuovo i pozzi d'acqua che erano stati scavati al tempo di Abramo suo padre, che i filistei avevano turati dopo la morte di Abramo, e pose loro gli stessi nomi che aveva loro posto suo padre. E i servi di Isacco scavarono nella valle e vi trovarono un pozzo d'acqua viva. Ma i pastori di Gerar l'altercarono coi pastori di Isacco dicendo, l'acqua è nostra. Ed egli chiamò il pozzo Esec, poiché quelli avevano conteso con lui. Poi i servi scavarono un altro pozzo e per questo ancora quelli si altercarono. E Isacco lo chiamò Sitina. Allora egli partì di là e scavò un altro pozzo per il quale quelli non altercarono, ed egli lo chiamò Rehoboth, perché disse «Ora l'Eterno ci ha messo a largo, noi prospereremo nel paese». Poi di là Isacco salì a Beershiba, e l'Eterno gli apparve in quella stessa notte e gli disse «Io sono l'Iddio di Abramo, tuo padre, non temere, poiché io sono teco e ti benedirò e moltiplicherò la tua progenie per amore di Abramo, mio servo». Ed egli edificò quivi un altare e invocò il nome dell'Eterno e vi piantò la sua tenda. E i servi di Isacco scavarono quivi un pozzo, e Abimelech andò da lui a Gerar con Ausat suo amico e compicò il capo del suo esercito. E Isacco disse loro: Perché venite da me, giacché mi odiate e m'avete mandato via dal vostro paese? E quelli risposero, Noi abbiamo chiaramente veduto che l'Eterno è teco e abbiamo detto, Si faccia ora un giuramento fra noi, fra noi e te e facciamo lega teco. Giura che non ci farai alcun male, così come noi non t'abbiamo toccato e non t'abbiamo fatto altro che del bene e t'abbiamo lasciato andare in pace. Tu sei ora benedetto dall'Eterno. E Isacco fece loro un convito ed essi mangiarono e bevvero. La mattina di poi si elevarono di buon'ora, e si fecero un scambievole giuramento. Poi Isacco li accomiatò e quelli di partirono da lui in pace. Ora venne che, in quello stesso giorno, i servi di Isacco gli vennero a dar notizia del pozzo che avevano scavato, dicendogli «Abbiamo trovato dell'acqua!» Ed egli lo chiamò Shiba, per questo la città porta il nome di Bersiba fino al giorno d'oggi. Ora Esau era di quarant'anni, prese per moglie Giudit, figliuola di Beri, lo iteo, e Bashmat, figliuola di Elot, loiteo. Esse furono occasione d'amarezza d'animo a Isacco e a Rebecca. Genesi capitolo ventisettesimo Ora venne quando Isacco era divenuto vecchio e i suoi occhi indeboliti non ci vedevano più, che gli chiamò Esaù suo figliuolo maggiore e gli disse figliuolo mio, e quello rispose, eccomi, ed Isacco, ecco, io sono vecchio, e non so il giorno della mia morte, de prendi ora le tue armi, e il tuo turcasso, e il tuo arco, vattene fuori ai campi, prendimi un po' di caccia, e preparami una pietanza saporita di quelle che mi piacciono, portemela, perché io la mangi, e l'anima mia ti benedica prima che io muoia». Or Rebecca stava ad ascoltare mentre Isacco parlava ad Esau suo figliuolo. Ed Esau se ne andò ai campi per fare qualche caccia e portarla a suo padre. E Rebecca parlò a Giacobbe suo figliuolo e gli disse, Ecco, io ho udito tuo padre che parlava ad Esau tuo fratello e gli diceva, Portami un po' di caccia e fammi una pietanza saporita perché io la mangi e ti benedica nel cospetto dell'Eterno prima che io muoia. Or dunque, figliuol mio, ubbidisci alla voce mia e fa quello che io ti comando. Va ora al gregge e prendimi due buoni capretti e io ne farò una pietanza saporita per tuo padre di quelle che gli piacciono. E tu la porterai a tuo padre perché la mangi e così ti benedica prima di morire. E Giacobbe disse a Rebecca, sua madre, «Ecco, Esaù, mio fratello, è peloso, e io no. Può darsi che mio padre mi tasti? Sarò allora da lui reputato un ingannatore, e mi trarrò addosso una maledizione invece di una benedizione». E sua madre gli rispose, «Questa maledizione ricada su me, figliuolo mio, ubbidisci pure alla mia voce, e va e prendemi i capretti». Ed egli dunque andò a prenderli e li menò a sua madre, e sua madre ne preparò una pietanza saporita di quelle che piacevano al padre di lui. Poi Rebecca prese i più bei vestiti di Esau suo figliuolo maggiore, i quali aveva in casa presso di sé e li fece indossare a Giacobbe suo figliuolo minore, e con le pelli dei capretti gli coprì le mani e il collo, che erano senza peli. Poi mise in mano a Giacobbe suo figliuolo la pietanza saporita e il pane che aveva preparato. Ed egli venne a suo padre e gli disse, Padre mio. E Isacco rispose, Eccomi, chi sei tu, figliuolo mio? E Giacobbe disse a suo padre, Sono Esaù il tuo primogenito, ho fatto come tu mi detto. De levati, mettiti a sedere e mangia della mia caccia affinché l'anima tua mi benedica. E Isacco disse al suo figliuolo, Come hai fatto a trovarne così presto, figliuolo mio? E quello rispose, Perché l'Eterno, il tuo Dio, l'ha fatta venire sulla mia via. E Isacco disse a Giacobbe, Fatti vicino, figliuolo mio, che io ti tasti, per sapere se sei proprio il mio figliuolo Esau o no. Giacobbe dunque si avvicinò a Isacco, suo padre, e come questi l'ebbe tastato, disse, La voce è la voce di Giacobbe, ma le mani sono le mani di Esau e non lo riconobbe perché le mani di lui erano pelose come le mani di Esau suo fratello, e lo benedisse, e disse, «Sei tu proprio il mio figliuolo, Esaù? Ed egli rispose, «Sì». Ed Isacco gli disse, «Servimi che io mangi della caccia del mio figliuolo, e l'anima mia ti benedica». E Giacobbe lo servì, e Isacco mangiò. Giacobbe gli portò anche del vino, ed egli beve, poi Isacco suo padre gli disse, «De, fatti vicino e baciami figliuolo mio». Ed egli si avvicinò e lo baciò. E Isacco sentì l'odore di vesti di lui e lo benedisse dicendo, «Ecco l'odore del mio figliuolo, è come l'odore di un campo che l'Eterno ha benedetto. E Dio ti dia della rugiada dei cieli e della grassezza della terra in abbondanza di frumento e di vino. Ti servano i popoli e le nazioni si inchinino davanti a te». Sii sì, padrone dei tuoi fratelli, e i figli di tua madre si inchinino davanti a te. Maledetto sia chiunque ti maledice, benedetto sia chiunque ti benedice. E avvenne che come Isacco ebbe finito di benedire Giacobbe, e Giacobbe se n'era appena andato dalla presenza di Isacco suo padre, Esau suo fratello giunse dalla sua caccia. Anche egli preparò una pietanza saporita, la portò a suo padre e gli disse... Levisi mio padre e mangi della caccia del suo figliuolo affinché l'anima tua mi benedica. E Isacco suo padre gli disse, chi sei tu? Ed egli rispose, sono Esaù il tuo figliuolo primogenito. Ed Isacco fu preso da un tremito fortissimo e disse, e allora chi è che ha preso della caccia e me l'ha portata? Io ho mangiato di tutto prima che tu venissi e l'ho benedetto e benedetto e sarà. E quando Esau ebbe udito le parole di suo padre, dette in un grido forte ed amarissimo. Poi disse a suo padre: Benedisci anche me, padre mio. E Isacco rispose: Il tuo fratello è venuto con inganno e ha preso la tua benedizione. Ed Esau non è forse ragione che gli è stato chiamato Giacobbe? Ma già soppiantato due volte. Mi tolse la mia primogenitura ed ecco che ora m'ha tolto la mia benedizione. Poi aggiunse: non hai tu riservato qualche benedizione per me? Ed Isacco rispose e disse a Esau, Ecco, io l'ho costituito tuo padrone, e gli ho dato tutti i suoi fratelli per servi, e l'ho provvisto di frumento e di vino. Che potrei dunque fare per te, figliuolo mio? Ed Esau disse a suo padre, Non hai tu che questa benedizione, padre mio? Benedici anche me, o oh padre mio. Ed Esau alzò la voce e pianse. E Isacco suo padre rispose e gli disse, Ecco la tua dimora sarà priva della grassezza della terra e della rugiada che scende dai cieli. Tu vivrai della tua spada e sarai servo di tuo fratello, ma verrà che, menando una vita errante, tu spezzerai il suo gioco e, il, e sul tuo collo. Ed Esau prese a odiare Giacobbe a motivo della benedizione data da suo padre e disse in cuor suo. I giorni del lutto di mio padre si avvicinano, allora ucciderò il mio fratello Giacobbe. Furono riferite a Rebecca le parole di Esau, suo figliuolo maggiore, ed ella mandò a chiamare Giacobbe, suo figliuolo minore, e gli disse: Ecco, Esau, tuo fratello, si consola riguardo a te, proponendosi di ucciderti. Ordunque, figliuol mio, ubbidisci alla mia voce, levati e fuggi a Caram da Lebano, mio fratello. E trattienti quivi qualche tempo affinché il furore di tuo fratello sia passato, finché l'ira del tuo fratello si sia stornata da te ed egli abbia dimenticato quello che tu gli hai fatto. Allora io manderò a farti ricondurre di là, perché sarei io priva di voi due in uno stesso giorno. E Rebecca disse a Isacco: Io sono disgustata della vita a motivo di queste figliuole di Et. Se Giacobbe prende moglie fra le figliuole di Et, tra le figliuole del paese, una donna come quelle, che mi giova la vita? Genesi capitolo ventottesimo Allora Isacco chiamò Giacobbe, lo benedisse e gli diede quest'ordine: Non prender moglie fra le figliuole di Canaan. Levati, vattene a Paran Aram, alla casa di Betuel, padre di tua madre. E prenditi moglie di là fra le figliuole di Lebano, fratello di tua madre, e lo Dio onipotente ti benedica, ti renda fecondo e ti moltiplichi in guisa che tu divenga l'assemblea di popoli, e ti dia la benedizione di Abramo a te e alla tua progenie con te, affinché tu possegga il paese dove sei andato, peregrinando, e che Dio donò ad Abramo. E Isacco fece partire Giacobbe, il quale se ne andò in Padam Aram dall'Ebano, figliuolo di Betuel l'Arameo, fratello di Rebecca, madre di Giacobbe e di Esau. Ora Esaù vide che Isacco aveva benedetto Giacobbe e l'aveva mandato in Padam Aram perché vi prendesse moglie, e che benedicendolo gli aveva dato quest'ordine, non prender moglie fra le figliuole di Canaan, e che Giacobbe aveva obbedito a suo padre e a sua madre, e se n'era andato a Padan Aram. Ed Esau s'accorse che le figliore di Canaan dispiacevano ad Isacco suo padre, e andò da Ismaele, e prese per moglie, oltre quelle che aveva già, Mahalat, figliola di Ismaele, figliuolo di Abramo, sorella di Nebaiot. Or, Giacobbe partì da Beersheba, e se ne andò verso Caram. E capitò in un certo luogo e vi passò la notte perché il sole era già tramontato. Prese una delle pietre del luogo, la pose come suo capezzale e si coricò quivi. E sognò. Ed ecco una scala appoggiata sulla terra, la cui cima toccava il cielo. Ed ecco gli angeli di Dio che salivano e scendevano per la scala. E l'Eterno stava al di sopra d'essa, e gli disse. Io sono l'Eterno, l'Iddio di Abramo, tuo padre, l'Iddio di Isacco. La terra sulla quale tu stai coricato, io la darò a te e alla tua progenie. E la tua progenie sarà come la polvere della terra. Tu ti estenderai ad occidente e ad oriente, e a settentrione e a mezzodì. E tutte le famiglie della terra saranno benedette in te e nella tua progenie. Ed ecco, io son teco, e ti guarderò dovunque tu andrai tu condurrò in questo paese, poiché io non ti abbandonerò prima d'aver fatto quello che ho detto. E come Giacobbe si fu svegliato dal suo sonno, disse, Certo, l'Eterno è in questo luogo e io non lo sapevo. Ed ebbe paura e disse, Com'è tremendo questo luogo? Questa non è altro che la casa di Dio, questa è la porta del cielo. E Giacobbe si levò la mattina di buon'ora, Prese la pietra che aveva posta come suo capezzale, la eresse in monumento e versò dell'olio sulla sommità d'essa, e pose nome a quel luogo Betel, ma prima il nome della città era Luz. E Giacobbe fece un voto dicendo, «Se Dio è meco, se mi guarda durante questo viaggio che fo', se mi dà pane da mangiare e vesti da coprirmi, e se ritorno sano e salvo alla casa del padre mio...» L'Eterno sarà il mio Dio, e questa pietra che ho eretta in monumento sarà la casa di Dio, e di tutto quello che tu darai a me, io certamente darò a te la decima. Genesi, Capitolo Ventinovesimo. Poi Giacobbe si mise in cammino e andò nel Paese delle Orientali, e guardò e vide un Pozzo in un campo. Ed ecco tre greggi di pecore giacenti lì presso, poiché a quel pozzo si abbeveravano i greggi, e la pietra sulla bocca del pozzo era grande. Qui vi tutti i greggi, i pastori rotolavano la pietra di sulla bocca del pozzo, e abbeveravano le pecore, poi rimettevano al posto la pietra sulla bocca del pozzo. E Giacobbe disse ai pastori, Fratelli miei, di dove siete? E quelli risposero, Siamo di Caram. Ed egli disse loro, Conoscete voi l'Ebano figliuolo di Nahor? Ed essi lo conosciamo. Ed egli disse loro sta egli bene, e quelli sta bene. Ed ecco Rachele sua figliuola che viene con le pecore. Ed egli disse ecco è ancora pieno giorno e non è tempo di radunare il bestiame. Abbeverate le pecore e menatele al pascolo. E quelli risposero non possiamo finché tutti i gregi siano radunati. Allora si rotola la pietra di sulla bocca del pozzo e abbeveriamo le pecore. Mentre egli parlava ancora con loro, giunse Rachele con le pecore di suo padre, poiché ella era pastora. E quando Giacobbe vide Rachele figliuola di Lebano, fratello di sua madre, e le pecore di Lebano, fratello di sua madre, s'avvicinò, rotolò la pietra di sulla bocca del pozzo e abbeverò il gregge di Lebano, fratello di sua madre. E Giacobbe baciò Rachele, alzò la voce e pianse, e Giacobbe fe sapere a Rachele che gli era parente del padre di lei e che era figliuolo di Rebecca, ed ella corse a dirlo a suo padre, e appena Levano ebbe udito le notizie di Giacobbe figliuolo della sua sorella, gli corse incontro, l'abbracciò, lo baciò e lo menò a casa sua. Giacobbe raccontò a Levano tutte queste cose, e Levano gli disse, «Tu sei proprio...» Mie ossa e mia carne, ed egli dimorò con lui durante un mese. Poi l'Ebano disse a Giacobbe: Perché sei mio parente, dovrai tu servirmi per nulla? Dimmi quale deve essere il tuo salario. Or l'Ebano aveva due figliuole, e la maggiore si chiamava Lea, e la minore Rachele. Lea aveva gli occhi delicati, ma Rachele era avvenente e di bell'aspetto. E Giacobbe amava Rachele e disse a Levano, io ti servirò sette anni per Rachele, tua figliuola minore. E Levano rispose, è meglio che io la dia a te che a un altro uomo. Sta con me. E Giacobbe servì sette anni per Rachele e gli parvero pochi giorni per l'amore che le portava. E Giacobbe disse a Levano, dammi la mia moglie poiché il mio tempo è compiuto e io andrò da lei. Allora... Lebano radunò tutta la gente del luogo e fece un convito, ma la sera prese Lea sua figliuola e la menò da Giacobbe, il quale entrò da lei. E Lebano dette la sua serva Zilpa per serva a Lea sua figliuola. E l'indomani mattina ecco che era Lea. E Giacobbe disse a Lebano: Che mai fatto? Non è egli per Rachele che io t'ho servito? Perché dunque mai ingannato? E Lebano rispose, «Non è usanza da noi di dare la minore prima della maggiore. Finisci la settimana di questa, e ti daremo anche l'altra per il servizio che presterai da me altri sette anni». Giacobbe fece così, e finì la settimana di quello sposalizio, poi Lebano gli dette la moglie in moglie Rachele sua figliuola. E Lebano dette la sua serva Bila per serva Rachele sua figliuola. E Giacobbe entrò pure da Rachele, ed anche Amor Rachele più di Lea, e servì da Lebano altri sette anni. L'Eterno, vedendo che Lea era odiata, la rese feconda, ma Rachele era sterile, e Lea concepì e partorì un figliuolo, al quale pose nome Rubem, perché disse: L'Eterno ha veduto la mia afflizione, ed ora il mio marito mi amerà. Poi concepì di nuovo e partorì un figliuolo e disse l'Eterno ha udito che ero odiata e però m'ha dato anche questo figliuolo e lo chiamò Simeone. E concepì di nuovo e partorì un figliuolo e disse questa volta il mio marito sarà ben unito a me perché gli ho partorito tre figliuoli. Per questo fu chiamato Levi. E concepì di nuovo e partorì un figliuolo e disse questa volta celebrerò l'Eterno. Perciò gli pose nome Giuda, e cessò d'aver figliuoli. Genesi, capitolo trentesimo Rachele, vedendo che non dava figliuoli a Giacobbe, portò invidia alla sua sorella, e disse a Giacobbe, Dammi dei figliuoli, altrimenti muoio. E Giacobbe s'accese d'ira contro Rachele, e disse, Tengo io il luogo di Dio che t'ha negato d'esser feconda? Ed ella rispose, «Ecco la mia serva Bila, entra da lei, essa partorirà sulle mie ginocchia, e per mezzo di lei avrò anch'io dei figliuoli». Ed ella gli diede la sua serva Bila per moglie, e Giacobbe entrò da lei, e Bila concepì e partorì un figliuolo a Giacobbe. E Rachele disse, «I Dio m'ha reso giustizia, e ha anche ascoltato la mia voce e m'ha dato un figliuolo, perciò gli pose nome Dan». E Bila, serva di Rachele, concepì ancora e partorì a Giacobbe un secondo figliuolo. E Rachele disse, Io ho sostenuto con mia sorella lotte di Dio ed ho vinto, perciò gli pose nome Neftali. Lea, vedendo che aveva cessato d'aver figliuoli, prese la sua serva Zilpa e la diede a Giacobbe per moglie. E Zilpa, serva di Lea, partorì un figliuolo a Giacobbe. E Lea disse, che fortuna! E gli pose nome Gad. Poi Zilpa, serva di Lea, partorì a Giacobbe un secondo figliuolo, e Lea disse, me felice, che le fanciulle mi chiameranno Beata, perciò gli pose nome Asher. Or, Ruben uscì al tempo della mietitura del grano e trovò delle mandragole per i campi e le portò a Lea sua madre. Allora Rachele disse a Lea, «Te dammi delle mandragole del tuo figliuolo!» Ed ella le rispose, «Ti pare egli poco, l'avermi tolto il marito, che mi vuoi togliere anche le mandragole del mio figliuolo?» E Rachele disse, «Ebbene, si giaccia egli gli teco questa notte in compenso delle mandragole del tuo figliuolo.» E come Giacobbe in sulla sera se ne tornava dai campi, Lea uscì ad incontrarlo e gli disse, «Devi entrare da me.» perché io t'ho accaparrato con le mie mandragole del mio figliuolo. Ed egli si giacque con lei quella notte, ed Dio esaudì Lea, la quale concepì e partorì a Giacobbe un quinto figliuolo, ed ella disse, e Dio m'ha dato la mia mercede perché diedi la mia serva a mio marito, e gli pose nome Issacar. E Lea concepì ancora e partorì a Giacobbe un sesto figliuolo, e Lea disse, e Dio m'ha dato, Dotata di buona dote, questa volta il mio marito abiterà con me, poiché gli ho partorito sei figliuoli, e gli pose nome Zabulom. Poi partorì una figliuola, e gli pose nome Dina. E Dio si ricordò anche di Rachele, e Dio le esaudì e la rese feconda, ed ella concepì e partorì un figliuolo e disse: I Dio ha tolto il mio proprio e gli pose nome Giuseppe, dicendo, l'Eterno aggiunma un altro figliuolo. Or, dopo che Rachele ebbe partorito Giuseppe, Giacobbe disse a Levano, «Dammi licenza che io me ne vado a casa mia nel mio paese, dammi le mie mogli, per le quali t'ho servito, e i miei figliuoli, e lasciami andare, poiché tu ben conosci il servizio che t'ho prestato». E Lebano gli disse, «Se ho trovato grazia dinanzi a te», Rimani, già che credo di indovinare che l'Eterno mi ha benedetto per amor tuo. Poi disse, fissami il tuo salario e te lo darò. Giacobbe gli rispose, tu sai in qual modo io t'ho servito e quel che sia diventato il tuo bestiame nelle mie mani, poiché quel che avevi prima che io venissi era poco, ma ora sei accresciuto oltremondo. E l'Eterno t'ha benedetto dovunque io ho messo il piede. Ora, quando lavorerò io anche per la casa mia? E Levon gli disse: Che ti darò io? Giacobbe rispose: Non mi dar nulla. Se acconsenti a quel che sto per dirti, io pascerò di nuovo i tuoi greggi e ne avrò cura. Passerò quest'oggi fra mezzo a tutti i tuoi greggi, mettendo da parte di fra le pecore ogni agnello macchiato o vaiolato, e ogni agnello nero di fra le capre le violate o le macchiate. E quello sarà il mio salario, così da ora innanzi il mio diritto risponderà per me nel tuo cospetto. Quando vedrai ad accertare il mio salario, tutto ciò che non sarà macchiato o vaiolato fra le capre o nero fra gli agnelli sarà rubato se si troverà presso di me. E l'Ebano disse, ebbene, sia come tu dici. E quello stesso giorno mise da parte i becchi striati e vaiolati, e tutte le capre macchiate e vaiolate, tutto quello che aveva del bianco e tutto quello che era nero fra gli agnelli, e le affidò ai suoi figliuoli. E Levano frapose la distanza di tre giornate di cammino fra sé e Giacobbe, e Giacobbe pascolava il rimanente dei greggi di Levano, e Giacobbe prese delle verghe verdi di pioppo, di mandorlo e di platano, vi fece delle scortecciature bianche, Mettendo allo scoperto il bianco delle verghe. Poi collocò le verghe che aveva scortecciate in vista delle pecore nei rigagnoli, negli abbeveratoi dove le pecore venivano a bere ed entravano in caldo quando venivano a bere. Le pecore dunque entravano in caldo avendo davanti quelle verghe e figliavano agnelli striati, macchiati e vaiolati. Poi Giacobbe metteva da parte questi agnelli. E faceva avvolgere gli occhi delle pecore verso tutto quello che era istriato e tutto quel che era nero nel gregge di Levano. Egli si formò così dei greggi a parte, che non unì ai greggi di Lebano. Or avveniva che tutte le volte che le pecore vigorose del gregge entravano in caldo, Giacobbe metteva le verghe nei rigagnoli in vista delle pecore, perché le pecore entrassero in caldo vicino alle verghe. Ma quando le pecore erano deboli, non ve le metteva. Così gli agnelli deboli erano di Lebano e vigorosi di Giacobbe. E quest'uomo diventò ricco oltremodo ed ebbe greggi numerosi, serve, servi, cammelli ed asini. Genesi capitolo trentunesimo Or Giacobbe udì le parole dei figliuoli di Lebano che dicevano: Giacobbe ha tolto tutto quello che era di nostro padre e con quello che era di nostro padre si è fatto tutta questa ricchezza Giacobbe osservò pure il volto di Lebano, ed ecco non era più verso di lui quello di prima e l'Eterno disse a Giacobbe torna al paese dei tuoi padri al tuo parentado e io sarò teco e Giacobbe mandò a chiamare Rachele e Lea perché venissero ai campi presso al suo gregge e disse loro Io vedo che il volto di vostro padre non è più verso di me quello di prima ma di mio padre è stato meco e voi sapete che io ho servito il Padre vostro con tutto il mio potere, mentre vostro padre m'ha ingannato e ha mutato il mio salario dieci volte, ma Dio non gli ha permesso di farmi del male. Quando egli diceva i macchiati saranno il tuo salario, tutto e gregge figliava agnelli macchiati, e quando diceva gli striati saranno il tuo salario, tutto e gregge figliava agnelli striati. Così il Dio ha tolto il bestiame a vostro padre e me l'ha dato. E una volta avvenne al tempo che le pecore entravano in caldo che io alzai gli occhi e vidi in sogno che i maschi che montavano le femmine erano striati, macchiati o chiazzati. E l'agnello di Dio mi disse nel sogno, Giacobbe, e io risposi, Eccomi. Ed egli alza ora gli occhi e guarda, tutti i maschi che montano le femmine sono striati, macchiati o chiazzati, perché ho veduto tutto quel che levano ti fa. Io sono l'Iddio di Bethel, dove tu ungesti un monumento e mi facesti un voto. Ora levati, partiti da questo paese e torna al tuo paese natio. Rachele e Lea risposero e gli dissero: Abbiamo noi forse ancora qualche parte o eredità in casa di nostro padre? Non ci ha egli trattate da straniere quando ci ha vendute e ha per di più mangiato il nostro denaro? Tutte le ricchezze che Dio ha tolte a nostro padre sono nostre e dei nostri figlioli. Or dunque, fa tutto quello che Dio t'ha detto. Allora Giacobbe si levò, mise i suoi figlioli e le sue mogli sui cammelli e menò via tutto il suo bestiame, tutte le sostanze che aveva acquistato, il bestiame che gli apparteneva e che aveva acquistato in Padang Aram per andarsene da Isacco suo padre nel paese di Canaan. Or, mentre l'Ebano se n'era andato a tosare le sue pecore. Rachele rubò gli idoli di suo padre. Giacobbe si partì furtivamente da Lebano, l'Arameo, senza dirgli che voleva fuggire. Così se ne fuggì, con tutto quello che aveva, si levò, passò il fiume e si diresse verso il monte di Galaad. Il terzo giorno fu annunziato a Lebano che Giacobbe se n'era fuggito. Allora egli prese secco i suoi fratelli, lo inseguì per sette giornate di cammino e lo raggiunse al monte di Galaad. Ma Dio venne a Levano l'Arameo in un sogno della notte e gli disse, Guardati dal parlare Giacobbe né in bene né in male. Lebano dunque raggiunse Giacobbe, or Giacobbe aveva piantata la sua tenda sul monte, e anche Lebano e i suoi fratelli avevano piantato le loro sul monte di Galaad. Allora Lebano disse a Giacobbe, che hai fatto partendoti da me furtivamente e menando via le mie figliuole come prigioniere di guerra? Perché te ne sei fuggito di nascosto e sei partito da me furtivamente e non m'hai avvertito? Io ti avrei accomietato con gioia e con canti e al suono di timpano e di cetra, e non mi neppure permesso di baciare le mie figliuole e le mie figliuole. Tu hai agito stoltamente». Ora è in potere mio farvi del male, ma Dio del Padre vostro mi parlò la notte scorsa dicendo: Guardati dal parlare a Giacobbe né in bene né in male. Ora dunque, te ne sei certo andato perché anelavi alla casa di tuo padre, ma perché hai rubato i miei dei? E Giacobbe rispose all'epano: Gli è che avevo paura perché dicevo fra me che tu m'avresti potuto togliere per forza le tue figliuole. Ma chiunque sia colui presso il quale avrai trovato i tuoi dèi, egli deve morire. In presenza dei nostri fratelli, riscontra ciò che è tuo fra le cose mie e prenditelo. Or Giacobbe ignorava che Rachele avesse rubato gli idoli. Lebano dunque entrò nella tenda di Giacobbe, nella tenda di Lea, nella tenda delle sue serve, ma non trovò nulla. E uscito dalla tenda di Lea, entrò nella tenda di Rachele, Ora che le aveva preso gli idoli, li aveva messi nel basto del cammello e vi s'era posta sopra a sedere. L'ebano frugò tutta la tenda e non trovò nulla. Ed era disse a suo padre: Non s'abbia il mio signore a male se non posso alzarmi davanti a te perché ho le solite ricorrenze delle donne. Ed egli cercò ma non trovò gli idoli. Allora Giacobbe si adirò e contese con l'ebano e riprese a dirgli: Qual è il mio delitto? Qual è il mio peccato perché tu m'abbia inseguito con tanto ardore? Tu hai frugato tutta la mia roba, chi hai trovato di tutta la roba di casa tua? Mettilo qui davanti ai miei e ai tuoi fratelli e giudicano loro fra noi due. Ecco, vent'anni che sono stato con te, le tue pecore e le tue capre non hanno abortito, e io non ho mangiato i montoni del tuo gregge. Io non t'ho mai portato quel che le fiere avevano squarciato. L'ho subito il danno io. Tu mi ridomandavi conto di quello che era stato rubato di giorno o rubato di notte. Di giorno mi consumava il caldo, di notte il gelo, il sonno fuggiva dai miei occhi. Ecco vent'anni che sono in casa tua, t'ho servito quattordici anni per le tue figliuole e sei anni per le tue pecore, e tu hai mutato il mio salario dieci volte. Se l'Iddio di mio padre, l'Idio di Abramo, e il terrore di Isacco non fosse stato meco, certo tu m'avresti ora rimandato a vuoto. E Dio ha veduto la mia afflizione e la fatica delle mie mani, e la notte scorsa ha pronunziato la sua sentenza. E Levano rispose a Giacobbe, dicendo, «Queste figliuole sono mie figliuole, questi figliuoli sono miei figliuoli, queste pecore sono pecore mie, e tutto quello che vedi è mio. E che posso fare oggi a queste mie figliuole, o ai loro figliuoli che si hanno partorito? Ordunque vieni, facciamo un patto fra me e te.» E serva esso di testimonianza fra me e te. Giacobbe prese una pietra e la eresse in monumento. E Giacobbe disse ai suoi fratelli: raccogliete delle pietre. Ed essi presero delle pietre e ne fecero un mucchio, e presso il mucchio mangiarono. E Lebano chiamò quel mucchio Gega sa udatha. E Giacobbe lo chiamò Galaed. E l'ebano disse: Questo mucchio è oggi testimonio fra me e te. Perciò fu chiamato Galeed, ed anche Mitzpah, perché l'Ebano disse: L'Eterno tenga l'occhio su me e su tutto quanto, non ci potremo vedere l'un l'altro. Se tu affliggi le mie figliuole, e se prendi altre mogli oltre le mie figliuole, non un uomo sarà con noi, ma bada e Dio sarà testimonio fra me e te. L'Ebano disse ancora a Giacobbe: Ecco questo mucchio di pietre e anche il monumento che io ho eretto fra me e te. Sia questo mucchio un testimone, e sia questo monumento un testimone che io non passerò oltre questo mucchio per andare a te, e che tu non passerai oltre questo mucchio e questo monumento per far del male. L'idio di Abramo, l'idio di Nahor, l'idio del padre loro, sia giudice fra noi. E Giacobbe giurò per il terrore di Esacco suo padre. Poi Giacobbe offrì un sacrificio sul monte, ed invitò i suoi fratelli a mangiare del pane. Essi dunque mangiarono del pane e passarono la notte sul monte. La mattina Lebano si levò di buon'ora, baciò i suoi figliuoli e le sue figliuole e li benedisse. Poi Lebano se ne andò e tornò a casa sua. Genesi capitolo 32. Giacobbe continuò il suo cammino e gli si fecero incontro degli angeli di Dio. E come Giacobbe li vide disse, questo è il campo di Dio e pose nome a quel luogo Mahanaim. Giacobbe mandò davanti a sé dei messi a Esau suo fratello nel paese di Seir nella campagna di Edom, e dette loro quest'ordine, direte così ad Esau mio signore, così dice il tuo servo Giacobbe. Io ho soggiornato presso l'Ebano, e vi sono rimasto fino ad ora, o buoi, asini, Pecore, servi e serve, e lo mando a dire al mio Signore per trovare grazia agli occhi tuoi. I messi tornarono a Giacobbe dicendo, Siamo andati dal tuo fratello Esaù, ed eccolo che ti viene incontro con quattrocento uomini. Allora Giacobbe fu preso da gran paura ed da angosciato, e divise in due schiere la gente che era con lui: i gregi, gli armenti, i cammelli, e disse: se Esaù viene contro una delle schiere e la batte, la schiera che rimane potrà salvarsi. Poi Giacobbe disse, «O idio d'Abramo mio padre, idio di mio padre Isacco, o eterno che mi dicesti, torna al tuo paese e al tuo parentato e ti farò del bene». Io sono troppo piccolo per essere degno di tutte le benignità che tu hai usate e di tutta la fedeltà che hai dimostrato al tuo servo, poiché io passai questo Giordano col mio bastone, ed ora son divenuto due schiere. Liberami, ti prego, dalle mani di mio fratello, dalle mani di Esau, perché io ho paura di lui e temo che venga e mi dia addosso e non risparmiando né madre né bambini. E tu dicesti, certo, io ti farò del bene, e farò diventare la tua progenie come la rena del mare, la quale non si può contare da tanta che ce n'è. Ed egli passò quivi quella notte, e di quello che aveva sotto mano, prese di che fare un dono al suo fratello Esaù, duecento capre e venti 20 capri, duecento pecore e venti montoni, trenta cammelle allattanti con loro parti, quaranta vacche e dieci tori, venti asine e dieci pulledri, e li consegnò ai suoi servi, gregge per gregge, separatamente, e disse ai suoi servi, passate dinanzi a me e fate che vi sia qualche intervallo fra gregge e gregge, Edete dette quest'ordine al primo. Quando il mio fratello Esau ti incontrerà e ti chiederà, di chi sei, dove vai, a chi appartiene questo gregge che va dinanzi a te, tu risponderai, «Al tuo servo Giacobbe, ed è un dono inviato al mio signore Esau, ed ecco egli stesso viene dietro a noi». Edette dette lo stesso ordine al secondo, al terzo, e a tutti quelli che seguivano i greggi, dicendo, «In questo modo parlerete a Esau quando lo troverete». E direte, «Ecco il tuo servo Giacobbe che viene di stesso dietro a noi», poiché diceva, «Io lo placherò col dono che mi precede, e dopo...». Vedrò la sua faccia, forse mi farà buona accoglienza. Così il dono andò dinanzi a lui, ed egli passò la notte nell'accampamento, e si levò quella notte, prese le sue due mogli, le sue due serve, i suoi undici figliuoli, e passò il guado di Yabok. Li prese, fece loro passare il torrente, e lo fece passare a tutto quello che possedeva. E Giacobbe rimase solo. E un uomo lottò con lui fino all'apparire dell'alba. E quando quest'uomo vide che non lo poteva vincere, gli toccò la connessura dell'anca e la connessura dell'anca di Giacobbe fu slogata mentre quello lottava con lui. E l'uomo disse, lasciami andare che spunta l'alba. E Giacobbe, non ti lascerò andare prima che tu mabbia benedetto. E l'altro gli disse, qual è il tuo nome? Ed egli rispose, Giacobbe. E quello disse il tuo nome non sarà più Giacobbe ma Israele, perché tu hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto. E Giacobbe gli disse ed palesami il tuo nome. E quello rispose, perché mi chiedi il mio nome? E lo benedisse quivi. E Giacobbe chiamò quel luogo Peniel, perché disse ho veduto il Dio a faccia a faccia e la mia vita è stata risparmiata. Il sole si levava come gli ebbe passato Peniel, e Giacobbe zoppicava dell'anca. Per questo fino ad oggi gli israeliti non mangiano il nervo della coscia che passa per la commessura dell'anca, perché quell'uomo aveva toccato la commessura dell'anca di Giacobbe al punto del nervo della coscia. Genesi, capitolo trentatreesimo Giacobbe alzò gli occhi, guardò, ed ecco Esau che veniva avendo secco quattrocento uomini. Allora divise i figliuoli fra Lea, Rachele e le due serve, e mise davanti le serve i loro figliuoli, poi Lea e i suoi figliuoli, e da ultimo Rachele e Giuseppe. Ed egli stesso passò dinanzi a loro, si inchinò fino a terra sette volte, finché si fu avvicinato al suo fratello. Ed Esaù gli corse incontro, l'abbracciò, gli si gettò al collo e lo baciò, e piansero. Poi Esaù, alzando gli occhi, vide le donne e i fanciulli e disse, «Chi sono questi qui che hai teco?» Giacobbe rispose, «Sono i figliuoli che Dio s'è compiaciuto di dare al tuo servo». Allora le serve s'accostarono esse e i loro figliuoli e s'inchinarono, s'accostarono anche Lea e i suoi figliuoli e s'inchinarono, poi s'accostarono Giuseppe e Rachele e s'inchinarono. ed Esau disse, Che ne vuoi fare di tutta quella schiera che ho incontrata? Giacobbe rispose, è per trovare grazia agli occhi del mio Signore. Ed Esau, io ne ho assai della roba, fratel mio, tienti per te ciò che è tuo. Ma Giacobbe disse: No, ti prego. Se ho trovato grazia agli occhi tuoi, accetta il dono della mia mano, giacché io ho veduto la tua faccia come uno vede la faccia di Dio. E tu mi fatto gradevole accoglienza? Dei accetta il mio dono che ti è stato recato, perché il Dio mi ha usato grande bontà e io ho di tutto. E insiste tanto che Esaù l'accettò. Poi Esaù disse, partiamo, incamminiamoci, e io andrò dinanzi a te. E Giacobbe rispose, Il mio signore sa che i fanciulli sono di tenera età, e che ho con me delle pecore e delle vacche che allattano. Se si forzassero per un giorno solo a camminare, le bestie morrebbero tutte. De passi il mio signore innanzi al suo servo, e io me ne verrò pian piano al passo del bestiame che mi precederà e al passo dei fanciulli finché arrivi presso al mio signore a Seir. Ed Esau disse, Permettimi almeno che io lasci con te un po' della gente che ho meco. Ma Giacobbe rispose, E perché questo? Basta che io trovi grazia agli occhi del mio Signore. Così Esau in quel giorno stesso rifece il cammino verso Seir. Giacobbe partì alla volta di Sukkot ed edificò una casa per sé e fece delle capanne per il suo bestiame e per quello che il luogo fu chiamato Sukkot. Poi Giacobbe tornando da Padang Aram arrivò sano e salvo alla città di Sikhen nel paese di Canaan e piantò le tende di rimpetto alla città e comprò dai figlioli di Emor, padre di Sikhen, per cento pezzi di denaro, la parte del campo dove aveva piantato le sue tende, ed eresse qui un altare, e lo chiamò El Elohet Israel. Genesi, capitolo trentaquattresimo Ordina, la figliuola che Lea aveva partorito a Giacobbe, uscì per vedere le figliuole del paese. E Sichem, figliuolo di Emor lo Iveo, principe del paese, vedutala, la rapì, si giacque con lei e la violentò. E l'anima sua s'appassionò per Dina, figliuola di Giacobbe. Egli amò la fanciulla e parlò al cuore di lei. Poi disse a Emor suo padre, dammi questa fanciulla per moglie. Or Giacobbe udì che egli aveva disonorato la sua figliuola Dina. E come i suoi figliuoli erano ai campi col suo bestiame, Giacobbe si tacque finché non furono tornati. E Emor, padre di Sichen, si recò da Giacobbe per parlargli, e i figlioli di Giacobbe, come ebbero udito il fatto, tornarono dai campi. E questi uomini furono addolorati e fortemente adirati perché costui aveva commessa un'infamia in Israele, giacendosi con la figliuola di Giacobbe, cosa che non era da farsi. Ed Emor parlò loro dicendo, L'anima del mio figliuolo Sikens è unita strettamente alla vostra figliuola. De, dategliela per moglie, e imparentatevi con noi. Dateci le vostre figliuoli, e prendetevi le figliuole nostre. Voi abiterete con noi, e il paese sarà a vostra disposizione. Dimoratevi, trafficatevi, e acquistatevi delle proprietà. Allora Sichen disse al padre e ai fratelli di Dina, Fate che io trovi grazia agli occhi vostri, e vi darò quel che mi direte. Imponetemi pure una grandote e di grandoni, e io ve li darò come mi direte, ma datemi la fanciulla per moglie. I figlioli di Giacobbe risposero a Sichen ed a Emor suo padre, e parlarono loro con astuzia, perché Sichen aveva disonorato Dina loro, sorella, e dissero loro, questa cosa non la possiamo fare, non possiamo dare la nostra sorella a un uomo che non è circonciso, già che questo per noi sarebbe un opprobrio. Soltanto a questa condizione acconsentiremo alla vostra richiesta, se vorrete essere come siamo noi, circoncidendo ogni maschio tra voi. Allora vi daremo le nostre figliuole e noi ci prenderemo le figliuole vostre, abiteremo con voi e diventeremo un popolo solo. Ma se non ci volete ascoltare e non vi volete far circoncidere, noi prenderemo la nostra fanciulla e ce ne andremo. Le loro parole piacquero a Emor e a Sichem figliuolo di Emor, e il giovane non indugiò a fare la cosa perché portava affezione alla figliuola di Giacobbe, ed era l'uomo più onorato in tutta la casa di suo padre. Emor e Sikhen suo figliuolo vennero alla porta della loro città e parlarono alla gente della loro città dicendo Questa è gente pacifica qui tra noi. Rimanga dunque pure nel paese e vi traffichi, poiché ecco il paese è abbastanza ampio per loro. Noi prenderemo le loro figliuole per mogli e daremo loro le nostre ma soltanto a questa condizione questa gente acconsentirà ad abitare con noi per formare un popolo solo? Che ogni maschio fra noi sia circonciso come sono circoncisi loro? Il loro bestiame, le loro sostanze, tutti i loro animali, non saranno nostri? Acconsentiamo alla loro domanda ed essi abiteranno con noi? E tutti quelli che uscivano dalla porta della città Diedero ascolto a Demo e a Sichen suo figliolo, ed ogni maschio fu circonciso, ognuno di quelli che uscivano dalla porta della città. Ora avvenne che il terzo giorno, mentre quelli erano sofferenti, due dei figlioli di Giacobbe, Simeone e Levi, fratelli di Dina, presero ciascuno la propria spada, assalirono la città, che si tenea sicura, e uccisero tutti i maschi. Passarono anche a fil di spada Emo e Sikem suo figliuolo, presero Dina dalla casa di Sikem e uscirono. I figliuoli di Giacobbe si gettarono sugli uccisi e saccheggiarono la città perché la loro sorella era stata disonorata. E presero i loro greggi, i loro armenti, i loro asini, quello che era in città e quello che era nei campi, e portarono via come bottino tutte le loro ricchezze, tutti i loro piccoli bambini, le loro mogli, e tutto quello che si trovava nelle case. Allora Giacobbe disse a Simeone ed a Levi, Voi mi date grande affanno, mettendomi in cattivo odore presso gli abitanti del paese, presso i cananei e i faresei. E io non ho che poca gente, essi si raduneranno contro di me e mi daranno addosso e sarò distrutto io con la mia casa. Ed essi risposero: Doveva la nostra sorella essere trattata come una meretrice? Genesi capitolo 35. E Dio disse a Giacobbe: Levati, vattene a Betel Dimora quivi e fa un altare all'iddio che ti apparve quando fuggivi dinanzi al tuo fratello Esaù. Allora Giacobbe disse alla sua famiglia e a tutti quelli che erano con lui: togliete gli dei stranieri che sono fra voi, purificatevi e cambiatevi i vestiti e leviamoci e andiamo a Beto ed io farò quivi un altare all'iddio che mi esaudì nel giorno della mia angoscia e che è stato con me nel viaggio che ho fatto. Ed essi dettero a Giacobbe tutti gli dei stranieri che erano nelle loro mani e gli anelli che avevano agli orecchi, e Giacobbe li nascose sotto la quercia che è presso a Sichem. Poi si partirono, e un terrore mandato da Dio invase le città che erano intorno a loro, talché non inseguirono i figliuoli di Giacobbe, Così Giacobbe giunse a Luz, cioè Betel, che è nel paese di Canaan, egli con tutta la gente che aveva seco, ed edificò quivi un altare e chiamò quel luogo Hel-Betel, perché quivi il Dio gli era apparso quando egli fuggiva dinanzi al suo fratello. Allora morì Deborah, balea di Rebecca, e fu sepolta al di sotto di Betel sotto la quercia che fu chiamata Halon-Bakuth. E Dio apparve allora a Giacobbe quando questi veniva da Padan Aram e lo benedisse. E Dio gli disse: Il tuo nome è Giacobbe, tu non sarai più chiamato Giacobbe, ma il tuo nome sarà Israele. E gli mise nome Israele. E Dio gli disse: Io sono lì Dio Onnipotente, si sì fecondo e moltiplica. Una nazione, anzi una moltitudine di nazioni, discenderà da te e dei re usciranno dai tuoi lombi. E darò a te e alla tua progenie dopo di te il paese che detti ad Abramo ed Isacco. E Dio risalì di presto a Lui dal luogo dove gli aveva parlato. E Giacobbe eresse un monumento di pietra nel luogo dove Dio gli aveva parlato, vi fece sopra una ribazione e vi sparse su dell'olio. E Giacobbe chiamò Betel il luogo dove Dio gli aveva parlato. Poi partirono da Betel. E c'era ancora qualche distanza per arrivare ad Efrata quando Rachele partorì. Essa ebbe un duro parto, e mentre penava a partorire, la levatrice le disse: Non temere, perché eccoti un altro figliuolo. E come ella stava per rendere l'anima, perché morì, pose nome al bambino Benoni, ma il padre lo chiamò Beniamino, e Rachele morì e fu sepolta sulla via di Efrata, cioè di Bethlehem. E Giacobbe eresse un monumento sulla tomba di lei. Questo è il monumento della tomba di Rachele, il quale esiste tuttora. Poi Israele si partì e piantò la sua tenda al di là di Migdal-Eder. E avvenne che, mentre Israele abitava in quel paese, Ruben andò e si giacque con Bila, concubina di suo padre. E Israele lo seppe. Ora i figliuoli di Giacobbe erano dodici. I figliuoli di Lea, Ruben primogenito di Giacobbe, Simeone, Levi, Giuda, Issacar e Zabulon. I figliuoli di Rachele, Giuseppe e Beniamino. I figliuoli di Bila, serva di Rachele, Dan e Neftali. E i figlioli di Zilpa, serva di Lea, Gad e Asher. Questi sono i figliuoli di Giacobbe che gli nacquero in Padam Aram. E Giacobbe venne da Isacco suo padre a Manre, a Kiriath-Arba, cioè a Hebron, dove Abramo e Isacco avevano soggiornato. E i giorni di Isacco furono 180 anni. E Isacco spirò, morì e fu raccolto presso il suo popolo vecchio e sazio di giorni; ed Esaù e Giacobbe, suoi figliuoli, lo seppellirono. Genesi capitolo 36 Questa è la posterità di Esau, cioè Edom. Esau prese le sue moglie fra le figliuole dei Cananei, Ada, figliuola di Elon, Loiteo, Hoholibama, figliuola di Anna, figlia di Zibeon, Loiveo, e Bashmat, figliuola di Ismaele, sorella di Nebaioth. Ada partorì ad Esau Eliphaz. Bashmath partori Reuel. Oholibama partori Yehush. Yalam e Korah. Questi sono i figlioli di Esau che gli nacquero nel paese di Canaan. Esaù prese le sue mogli, i suoi figlioli, le sue figliuole, tutte le persone della sua casa, i suoi greggi, tutto il suo bestiame e tutti i beni che aveva messi assieme nel paese di Canaan, e se ne andò in un altro paese lontano da Giacobbe suo fratello, Giàché i loro beni erano troppo grandi perché essi potessero dimorare assieme, e il paese nel quale soggiornavano non era loro sufficiente a motivo del loro bestiame. Ed Esau abitò sulla montagna di Seir, Esau e Edom. Questa è la posterità di Esau, padre degli Edomiti, sulla montagna di Seir. Questi sono i nomi dei figliuoli di Esau. Elifas, figliuolo di Ada, moglie di Esaù, Reuel, figliuolo di Bashmath, moglie di Esaù. I figliuoli di Elifas furono Teman, Omar, Zefo, Gatam, Kenaz. Timna era la concubina di Elifas, figliuolo di Esaù. Essa partoria di Elifas Amalek. Questi furono i figliuoli di Ada, moglie di Esaù. E questi furono i figlioli di Reuhel, Nahat e Serak, Shamat e Mizza. Questi furono i figlioli di Bashmat, moglie di Esau. E questi furono i figlioli di Hoholimbama, figliola di Ana, figliuola di Zibeon, moglie di Esau. Essa partoria Esau, Yehush, Yalam e Kora. Questi sono i capi dei figlioli di Esau. I figliuoli di Elifaz, primogenito di Esaù, il capo Teman, il capo Omar, il capo Zefo, il capo Kenaz, il capo Korah, il capo Gotham, il capo Amalek, questi sono i capi discesi da Elifaz nel paese di Edom e sono i figliuoli di Ada. E questi sono i figliuoli di Reuel, figliuolo di Esaù, il capo Nahath, il capo Zerach, il capo Shamach, il capo Mizza, questi sono i capi discesi da Reuel nel paese di Edom e sono i figlioli di Bashmat, moglie di Esau. E questi sono i figlioli di Holibama, moglie di Esau, Il capo Yehush, il capo Yalam, il capo Korah, questi sono i capi discesi da Holibama, figliola di Ana, moglie di Esau, Questi sono i figlioli di Esau, che è Edom e questi sono i loro capi. Questi sono i figlioli di Seir, lo oreo che abitava il paese. Lotan, Shobal, Sibeon, Anna, Dishon, Etzer e Dishna. Questi sono i capi degli orei, i figlioli di Seir nel paese di Edom. I figlioli di Lotan furono Hori e Hemam, e la sorella di Lot fu Timna. E questi sono i figlioli di Shobal, Alvan... Manahat, Eba, Shefo e Oman. E questi sono i figlioli di Zibeon, Ayah e Anna. E quell'Ana che trovò le acque calde nel deserto mentre pasceva gli asini di Zibeon suo padre. E questi sono i figliuoli di Anna, Dishon e Holibama, figliuola di Anna. E questi sono i figliuoli di Dishon, Emdam, Eshbam, Ihitram, questi sono i figlioli di Ezer, Bilham, Zahavan e Hakan, e questi sono i figlioli di Dishna, Utz e Aram. Questi sono i capi degli Orei, il capo Lotan, il capo Shebol, il capo Zibeon il capo Anna, il capo Dishon, il capo Ezer, il capo Dishan. Questi sono i capi degli Orei, i capi che si ebbero nel Paese di Zeir. Questi sono i re che regnarono nel paese di Edom prima che alcuno ne regnasse nei figlioli di Israele. Bela, figliolo di Beor, regnò in Edom e il nome della sua città fu Dinhaba. Bela morì e Yobab, figliolo di Zerach di Bozra, regnò in luogo suo. Yobam morì e Ushman, del paese dei Temaniti, regnò in luogo suo. Eshman morì, e Hadad, figliolo di Bedad, che sconfisse i Medianiti nei campi di Moab, regnò in luogo suo, e il nome della sua città fu Avith. Hadad morì a Samla di Masreka, e regnò in luogo suo. Samma morì, e Saul di Rebot sul fiume regnò in luogo suo. Saul morì, e Ba'anan, figliolo di Akbor, regnò in luogo suo. Bahal Anan, figliuolo di Akbor, morì, e Adar regnò in luogo suo. Il nome della sua città fu Pau, e il nome della sua moglie Mehetabel, figliuola di Matred, figliuola di Matzahab. E questi sono i nomi dei capi di Esau, secondo le loro famiglie, secondo i loro territori, coi loro nomi. Il capo Timna, il capo Alva, il capo Yeteth, il capo o Olibama, il capo Ela, il capo Pinon, il capo Kenaz, il capo Teman, il capo Mibzar, il capo Magdiel, il capo Iram. Questi sono i capi di Edom secondo le loro dimore nel paese che possedevano. Questo è Esau, il padre degli Edomiti. Genesi capitolo 37. Or Giacobbe dimorò nel paese dove suo padre aveva soggiornato nel paese di Canaan. E questa è la posterità di Giacobbe. Giuseppe, all'età di diciassette anni, pasceva e gregge coi suoi fratelli, e giovinetto com'era, stava coi figlioli di Bila e coi figlioli di Zilpa, moglie di suo padre. E Giuseppe riferì al loro padre la mala fama che circolava sul loro conto. Or Israele amava Giuseppe più di tutti gli altri suoi figlioli, perché era il figlio della sua vecchiaia, e gli fece una veste lunga con le maniche, e i suoi fratelli, vedendo che il padre amava lui più di tutti gli altri fratelli, l'odiavano e non gli potevano parlare amichevolmente. Or Giuseppe ebbe un sogno e lo raccontò ai suoi fratelli, e questi lo odiarono più che mai. Ed egli disse loro... Uditevi, prego, il sogno che ho fatto. Noi stavamo legando dei covoni in mezzo ai campi quando ecco che il mio covone si levò su tutti e si tene ritto. ed ecco i covoni vostri farsi dintorno al mio covone e si inchinarono dinanzi. Allora i suoi fratelli gli dissero Dovrai tu dunque regnare su di noi o dominarci, e lo odiarono più che mai a motivo dei suoi sogni e delle sue parole. Egli ebbe ancora un altro sogno, e lo raccontò ai suoi fratelli, dicendo, «Ho avuto un altro sogno, ed ecco che il sole, la luna e undici stelle mi s'inchinavano d'innanzi!» Ed ei lo raccontò a suo padre e ai suoi fratelli, e suo padre lo sgridò e gli disse, «Che significa questo sogno che hai avuto? Dovremmo dunque io e tua madre e i tuoi fratelli venire proprio a inchinarsi davanti a te fino a terra?» E i suoi fratelli gli portavano invidia, ma suo padre serbava dentro di sé queste parole. Ora i fratelli di Giuseppe erano andati a pascere il gregge del padre a Sichem. E Israele disse a Giuseppe, i tuoi fratelli non sono forse nella pastura di Sichem? Vieni che ti manderò da loro. Ed egli rispose, eccomi. E Israele gli disse, va a vedere se i tuoi fratelli stanno bene, e se tutto va col gregge bene, e torna a dirmelo. Così lo mandò dalla valle di Ebrom, e Giuseppe arrivò a Sichem, e un uomo lo trovò che andava errando per i campi, e quest'uomo lo interrogò dicendo, che cerchi? E gli rispose, cerco i miei fratelli, dè dimmi dove siano a pascere il gregge. E quell'uomo gli disse, Sono partiti di qui, perché li ho uditi che dicevano, andiamocene a Dotam». E Giuseppe andò quindi in traccia dei suoi fratelli e li trovò a Dothan. Essi lo scorsero da lontano e prima che egli fosse loro vicino macchinarono d'ucciderlo. E dissero l'un con l'altro Ecco cotesto sognatore che viene. Ordunque venite, uccidiamolo e gettiamolo in una di queste cisterne. Diremo poi che una mala bestia l'ha divorato e vedremo che ne sarà dei suoi sogni. Ruben udì questo e lo liberò dalle loro mani, disse Non gli togliamo la vita. Poi Ruben aggiunse Non spargete sangue, gettatelo in quella cisterna che è nel deserto, ma non lo colpisca la vostra mano. Diceva così per liberarlo dalle loro mani e restituirlo a suo padre. Quando Giuseppe fu giunto presso i suoi fratelli, lo spogliarono della sua veste, della veste lunga con le maniche che aveva addosso, lo presero e lo gettarono nella cisterna. Ora la cisterna era vuota, non c'era punt'acqua. Poi si misero a sedere per prender cibo e avendo alzati gli occhi, ecco che videro una carovana di ismaeliti che venivano da con coi suoi cammelli carichi di aromi, di balsamo e di mirra che portavano in Egitto. E Giuda disse ai suoi fratelli: che guadagneremo a uccidere il nostro fratello e a nascondere il suo sangue? Venite, vendiamolo agli ismaeliti e non lo colpisca la nostra mano, poiché e nostro fratello, nostra carne. E i suoi fratelli gli dettero ascolto. E come quei mercanti medianiti passavano, essi trassero e fecero salire Giuseppe su dalla cisterna e lo vendettero per venti sicli d'argento a quelli Ismaeliti. E questi menarono Giuseppe in Egitto. Or Ruben tornò alla cisterna ed ecco Giuseppe non era più nella cisterna. Allora egli si stracciò le vesti, tornò dai suoi fratelli e disse, il fanciullo non c'è più ed io, dove andrò io? Essi presero la veste di Giuseppe, scanarono un beco e intrinsero del sangue la veste. Poi mandarono uno a portare al padre loro la veste, lunga con le maniche, e gli fecero dire abbiamo trovato questa veste, vedi tu se sia quella del tuo figliuolo o no. Ed egli la riconobbe e disse È la veste del mio figliuolo. Una mala bestia l'ha divorato per certo. Giuseppe è stato sbranato. E Giacobbe si stracciò le vesti, e si mise un cilicio sui fianchi, e fece cordoglio del suo figliuolo per molti giorni. E tutti i suoi figliuoli e tutte le sue figliuole vennero a consolarlo, ma egli rifiutò d'esser consolato, e disse, «Io scenderò, facendo cordoglio del mio figliuolo, nel soggiorno dei morti». E suo padre lo pianse, e quei madianiti lo vendettero in Egitto a Potifar, ufficiale di Faraone, capitano delle guardie». Genesi, capitolo trentottesimo Ora venne che in quel tempo, Giuda discese di presso ai suoi fratelli e andò a stare da un uomo di Adulam, che aveva nome Hira. E Giuda vide quivi la figliuola di un cananeo chiamato Shua e se la prese e convisse con lei. Ed ella concepì e partoriò un figliuolo al quale gli pose nome Her. Poi ella concepì di nuovo e partorì un figliuolo al quale pose nome Onan e partorì ancora un figliuolo al quale pose nome Shela. Or Giuda era a Kesib quando ella lo partorì e Giuda prese per er suo primogenito una moglie che aveva nome Tamar. Ma er primogenito di Giuda era perverso agli occhi dell'Eterno e l'Eterno lo fece morire. Allora Giuda disse a Onan Vada la moglie di tuo fratello, prenditela come cognato e suscita una progenie al tuo fratello. E Onan sapendo che quella progenie non sarebbe sua, quando s'accostava alla moglie del suo fratello, faceva in modo di impedire il concepimento per non dar progenie al fratello. Ciò che gli faceva dispiacque all'Eterno, il quale fece morire anche lui. Allora Giuda disse a Tamar sua nuora, rimani vedova in casa di tuo padre finché Scela, mio figliuolo sia cresciuto, perché diceva, badiamo che anch'egli non muoia come i suoi fratelli. E Tamar se ne andò e dimorò in casa di suo padre. Passarono molti giorni, e morì la figliuola di Shua, moglie di Giuda, e dopo che Giuda si fu consolato, salì da quelli che tosavano le sue pecore a Timna. Egli col suo amico Ira, la Dulamita, di quello fu informata Tamar e le fu detto, Ecco il tuo suocero sale a Tinna a tosare le sue pecore. Allora ella si tolse le vesti da vedova, si coprì d'un velo e se ne avvolse tutta e si pose a sedere alla porta di Enaim che è sulla via di Timna poiché vedeva che cela era cresciuto e non di meno lei non gli era stata data per moglie. Come Giuda la vide, la prese per una meretrice perché s'aveva il viso coperto, e accostatosi a lei sulla via, le disse: Lasciami venire da te, poiché non sapeva che la fosse sua nuora. Ed ella rispose, Che mi darai per venire da me? Ed egli le disse Ti manderò un capretto del mio gregge, ed ella mi darai tu un pegno finché tu me l'abbia mandato. Ed egli disse E che pegno ti darò? E l'altra rispose Il tuo sigillo, il tuo cordone e il bastone che hai in mano. Egli glieli dette, andò da lei ed ella rimase incinta di lui. Poi ella si levò e se ne andò e si tolse il velo e si rimise le vesti di vedova. E Giuda mandò il capretto per mezzo del suo amico la Dulamita, al fin di ritrarre il pegno di mano di quella donna, ma egli non la trovò. Interrogò la gente del luogo dicendo Dov'è quella meretrice che stava Enaim sulla via? E quelle risposero Qui non c'è stata alcuna meretrice. Ed egli se ne tornò da Giuda e gli disse Non l'ho trovata. E per di più, la gente del luogo m'ha detto Qui non c'è stata alcuna meretrice. E Giuda disse: Si tenga pure il pegno che non abbiano a incontrare del disprezzo. Ecco, io ho mandato questo capretto e tu non l'hai trovata. Or circa tre mesi dopo vennero a dire a Giuda: Tamar, tua nuora, si è prostituita e per di più eccola incinta in seguito alla sua prostituzione. E Giuda disse: Menatela fuori e sia arsa. E come la menavano fuori, ella mandò a dire al suo suocero: Sono incinta dell'uomo al quale appartengono queste cose e disse, «Riconosciti, prego, di chi siano questo sigillo e questi cordoni e questo bastone». Giuda le riconobbe e disse, «Ella è più giusta di me, giacché io non l'ho data a scela mio figliuolo». Ed egli non ebbe più relazione con lei. Or, quando venne il tempo in cui doveva partorire, ecco che s'aveva in seno due gemelli, e mentre partoriva l'Undessi mise fuori una mano, e la levatrice la prese e vi legò un filo scarlatto dicendo questo qui esce il primo. Ma egli ritirò la mano ed ecco uscir fuori l'altro suo fratello. Allora la levatrice disse, Perché ti sei fatta questa breccia? Per questo motivo gli fu messo nome Perez. Poi uscì il suo fratello che aveva alla mano il filo di scarlatto e fu chiamato Zerach. Genesi Capitolo trentanovesimo Giuseppe fu condotto in Egitto e Potifar ufficiale di Faraone capitano delle guardie un egiziano lo comprò da quegli Ismaeliti che l'avevano condotto quivi e l'Eterno fu con Giuseppe il quale prosperava e stava in casa del suo signore l'egiziano. E il suo signore vide che l'Eterno era con lui e che l'Eterno gli faceva prosperare nelle mani tutto quello che intraprendeva. Giuseppe entrò nelle grazie di lui e attendeva al servizio personale di Potifar, il quale lo fece maggiordomo della sua casa e gli mise nelle mani tutto quello che possedeva. E da quel che l'ebbe fatto maggiordomo della sua casa, egli ebbe affidato tutto quello che possedeva. L'Eterno benedisse la casa dell'egiziano per amore di Giuseppe e la benedizione dell'Eterno riposò su tutto quello che egli possedeva in casa e in campagna. Potifar lasciò tutto quello che aveva nelle mani di Giuseppe e non si occupava più di cosa alcuna tranne del suo proprio cibo. Or Giuseppe era di presenza avvenente e di bel aspetto. Dopo queste cose avvenne che la moglie del signore di Giuseppe gli mise gli occhi addosso e gli disse Giaciti meco. Ma egli rifiutò e disse alla moglie del suo signore Ecco il mio signore non si informa da me di nulla che è nella casa e ha messo nelle mie mani tutto quello che ha. Egli stesso non è più grande di me in questa casa e nulla mi è vietato tranne che te perché sei sua moglie. Come dunque potrei io fare questo gran male e peccare contro Dio? E benché la gliene parlasse, ogni giorno Giuseppe non acconsentì né a giacersi né a stare con lei. Ora venne che un giorno egli entrò in casa per fare il suo lavoro, e non c'era qui alcuno della gente di casa, ed essa lo afferrò per la veste e gli disse, «Giaciti, Meco!» Ma egli le lasciò in mano la veste e fuggì fuori. E quando ella vide che egli le aveva lasciato la veste in mano e che era fuggito fuori, chiamò la gente della sua casa e le parlò così. Vedete, Esha ha condotto in casa un ebreo per pigliarsi il gioco di noi. Esso è venuto da me per giacersi meco, ma io ho gridato a gran voce, e come egli ha udito che io alzavo la voce e gridavo, m'ha lasciato qui la sua veste ed è fuggito fuori e si tenne accanto la veste di lui finché il suo signore non fu tornato a casa. Allora ella gli parlò in questa maniera. Quel servo ebreo che tu hai portato qui venne da me per pigliarsi giuoco di me, ma come io ho alzato la voce e ho gridato, egli m'ha lasciato qui la sua veste e se n'è fuggito fuori. Quando il signore di Giuseppe ebbe intese le parole di sua moglie, che gli diceva, Il tuo servo m'ha fatto questo, l'ira sua si infiammò, e il signore di Giuseppe lo prese e lo mise nella prigione nel luogo dove si tenevano chiusi i carcerati del re. Egli fu dunque là in quella prigione, ma l'Eterno fu con Giuseppe e spiegò a pro di lui la sua benignità, cattivandogli le grazie del governatore della prigione, e il governatore delle prigioni affidò alla sorveglianza di Giuseppe tutti i detenuti che erano nella carcere, e nulla si faceva quivi senza di lui. Il governatore della prigione non rivedeva niente di quello che era affidato a lui, perché l'Eterno era con lui, e l'Eterno faceva prosperare tutto quelli che egli intraprendeva. Genesi capitolo quarantesimo. Or dopo queste cose avvenne che il coppiere e il panettiere del re d'Egitto offesero il loro signore, il re d'Egitto. E Faraone si indignò contro i suoi due ufficiali, contro il capo dei coppieri e il capo dei panettieri, e li fece mettere in carcere nella casa del capo delle guardie, nella prigione stessa dove Giuseppe stava rinchiuso. E il capitano delle guardie li affidò alla sorveglianza di Giuseppe, il quale li serviva. Ed essi rimasero in prigione per un certo tempo. E durante una medesima notte, il coppiere e il panettiere del re d'Egitto, che erano rinchiusi nella prigione, ebbero ambedue un sogno, un sogno per uno. E ciascun sogno aveva il suo significato particolare. Giuseppe, venuto la mattina da loro, li guardò ed ecco, erano conturbati. E interrogò gli ufficiali di Faraone, che erano con lui in prigione nella casa del suo signore, e disse: Perché avete oggi il viso così mesto?. E quelli gli risposero: Abbiamo fatto un sogno e non v'è alcuno che ce lo interpreti. E Giuseppe disse loro: Le interpretazioni non appartengono a Dio? Raccontatemi i vostri sogni, vi prego. Il capo dei coppieri raccontò il suo sogno a Giuseppe, e gli disse, «Nel mio sogno, ecco, mi stava davanti una vite, e in quella vite c'erano tre tralci, e mi pareva che si germogliasse, poi fiorisse ed esse infine dei grappoli d'uva matura. E io avevo in mano la coppa di Faraone. Presi l'uva, la spremei nella coppa di Faraone, e diedi la coppa in mano a Faraone». Giuseppe gli disse, questa è l'interpretazione del Sogno. I tre tracci sono tre giorni. Ancora tre giorni e Faraone ti farà rialzare il capo, ti ristabilirà nel tuo ufficio e tu darai in mano a Faraone la sua coppa nel modo che facevi prima quando eri suo coppiere. Ma ricordati di me quando sarai felice e sii mi benigno ti prego. Parla di me a Faraone e fammi uscire da questa casa perché io fui portato via furtivamente dal paese degli ebrei e anche qui io non ho fatto nulla da esser messo in questa fossa. Il capo dei panantieri, vedendo che la interpretazione di Giuseppe era favorevole, gli disse anch'io nel mio sogno, ecco, avevo tre canestri di pan bianco sul capo. E nel canestro più alto c'era per Faraone ogni sorta di vivande cotte al forno, e gli uccelli le mangiavano dentro al canestro sul mio capo. Giuseppe rispose e disse Questa è l'interpretazione del sogno. I tre canestri sono tre giorni. Ancora tre giorni, e Faraone ti porterà via la testa di sulle spalle, ti farà impiccare a un albero, e gli uccelli ti mangeranno le carni addosso. E avvenne il terzo giorno, che era il natalizio di Faraone, che questi dette un convito a tutti i suoi servitori, e fece alzare il capo al gran coppiere, e alzare il capo del gran panettiere in mezzo ai suoi servitori. Ristabilì il gran coppiere nel suo ufficio di coppiere perché mettesse la coppa in mano di Faraone, ma fece appiccare il gran panettiere secondo la interpretazione che Giuseppe aveva loro data. Il gran coppiere, però, non si ricordò di Giuseppe, ma lo dimenticò. Genesi capitolo 41. Ora venne in capo a due anni interi che Faraone ebbe un sogno, ed ecco che stava presso il fiume, e su dal fiume ecco salire sette vacche di bella apparenza e grasse e mettersi a pascere nella giuncaia. E dopo quelle ecco salire dal fiume altre sette vacche di brutta apparenza e scarne e fermarsi presso alle prime sulla riva del fiume. E le vacche di brutta apparenza e scarne divorarono le sette vacche di bella apparenza e grasse. E Faraone si svegliò, poi si riaddormentò e sognò di nuovo, ed ecco sette spighe grasse e belle venir su da un unico stelo. Poi ecco sette spighe sottili e arse dal vento orientale germogliare dopo quelle altre. E le spighe sottili inghiottirono le sette spighe grasse e piene. E Faraone si svegliò ed ecco era un sogno. E la mattina lo spirito di Faraone fu conturbato ed egli mandò a chiamare tutti i magi e tutti i savi d'Egitto e raccontò loro i suoi sogni, ma non ci fu alcuno che li potesse interpretare a Faraone. Allora il capo dei coppieri parlò a Faraone dicendo, Ricordo oggi i miei falli. Faraone s'era sdegnato contro i suoi servitori e mi aveva fatto mettere in prigione in casa del capo delle guardie, me e il capo dei panattieri. L'uno e l'altro facemmo un sogno nella medesima notte, facemmo ciascuno un sogno avente il suo proprio significato. Or, c'era qui con noi un giovane ebreo, servo del capo delle guardie. A lui raccontammo i nostri sogni, ed egli ce li interpretò, dando a ciascuno l'interpretazione del suo sogno. E le cose avvennero secondo l'interpretazione che egli aveva data. Faraone ristabilì me al mio ufficio, e l'altro lo fece apicare. Allora Faraone mandò a chiamare Giuseppe, il quale fu tosto tratto fuori della prigione sotterranea. Egli si rase, si cambiò il vestito e venne da Faraone. E Faraone disse a Giuseppe, ho fatto un sogno e non c'è chi lo possa interpretare. E ho udito dire di te che, quando t'hanno raccontato un sogno, tu lo puoi interpretare. Giuseppe rispose a Faraone dicendo Non son io, ma sarai Dio che darà a Faraone una risposta favorevole. E Faraone disse a Giuseppe, nel mio sogno, io stavo sulla riva del fiume, quando ecco salir dal fiume sette vacche grasse di bella apparenza e mettersi a pascere nella giuncaia. E dopo quelle, ecco salire altre sette vacche magre di bruttissima apparenza e scarne tali che non ne vidi mai di così brutte in tutto il paese d'Egitto. E le vacche magre e brutte divorarono le prime sette vacche grasse, e quelle entrarono loro in corpo, e non si riconobbe che vi fossero entrate, erano di brutta apparenza come prima, e mi svegliai. Poi vidi ancora nel mio sogno sette spighe venire su da un unico stelo, piene e belle, ed ecco altre sette spighe vuote, sottili e arse dal vento orientale, germogliare dopo quelle altre, e le spighe sottili inghiottirono le sette spighe belle. Io ho raccontato questo ai magi, ma non c'è stato alcuno che abbia saputo spiegarmelo. Allora Giuseppe disse a Faraone, ciò che Faraone ha sognato è una stessa cosa. Il Dio ha significato a Faraone quello che sta per fare. Le sette vacche belle sono sette anni, le sette spighe belle sono sette anni, è uno stesso sogno. E le sette vacche magre e brutte che salivano dopo quelle altre sono sette anni come pure le sette spighe vuote arse dal vento orientale saranno sette anni di carestia. Questo è quello che ho detto a Faraone e Dio ha mostrato a Faraone quello che sta per fare. Ecco. Stanno per venire sette anni di grande abbondanza in tutto il paese d'Egitto. E dopo verranno sette anni di carestia. E tutta quell'abbondanza sarà dimenticata nel paese d'Egitto, e la carestia consumerà il paese. E uno non si accorgerà più di quell'abbondanza del paese a motivo della carestia che seguirà, perché questa sarà molto aspra. E l'essersi il sogno replicato due volte a Faraone vuol dire che la cosa è decretata da Dio, e che Dio l'eseguirà tosto. Ordunque si provveda Faraone d'un uomo intelligente e savio, e lo stabilisca sul paese d'Egitto. Faraone faccia così, costituisca dei commissari sul paese per prelevare il quinto delle raccolte del paese d'Egitto durante i sette anni dell'abbondanza, e radunino essi tutti i viveri di queste sette buone annate che stan per venire e ammassino il grano a disposizione di Faraone per l'approvvigionamento delle città e lo conservino. Questi viveri saranno una riserva per il paese in vista dei sette anni di carestia che verranno nel paese d'Egitto. E così il paese non perirà per la carestia. Piacque la cosa a Faraone e a tutti i suoi servitori. E Faraone disse ai suoi servitori, Potremmo noi trovare un uomo pari a questo, in cui sia lo Spirito di Dio? E Faraone disse a Giuseppe, Già che Dio t'ha fatto conoscere tutto questo, non v'è alcuno che sia intelligente e savio al pari di te, tu sarai sopra la mia casa, e tutto il mio popolo obbedirà ai tuoi ordini, per il trono soltanto io sarò più grande di te. E Faraone disse a Giuseppe, Vedi io ti stabilisco su tutto il paese d'Egitto e faraone si tolse l'anello di mano e lo mise nella mano di Giuseppe e lo fece vestire di abiti di lino fino e gli mise al collo una collana d'oro e lo fece montare sul suo secondo carro davanti a lui si gridava in ginocchio così faraone lo costituì su tutto il paese d'Egitto e faraone disse a Giuseppe io son faraone e senza te nessuno alzerà la mano o il piede in tutto il paese d'Egitto». E Faraone chiamò Giuseppe Safanat Peneac, e gli dette per moglio Asenat, figliuola di Potifera, sacerdote di Ion. E Giuseppe partì per visitare il paese d'Egitto. Or Giuseppe aveva trent'anni quando si presentò dinanzi a Faraone re d'Egitto, e Giuseppe uscì dal cospetto di Faraone e percorse tutto il paese d'Egitto». Durante i sette anni d'abbondanza la terra produsse a piene mani e Giuseppe adunò tutti i viveri di quei sette anni che vennero nel paese d'Egitto e ripose i viveri nelle città, ripose in ogni città viveri del territorio circonvicino. Così Giuseppe ammassò grano come la rena del mare e così gran quantità che si smise di contarlo perché era innumerevole. Ora Avanti che venisse il primo anno della carestia, nacquero a Giuseppe due figlioli, che Asenat, figliolo di Potifera, sacerdote di On, gli partorì. E Giuseppe chiamò il primogenito Manasse, perché disse, «I Dio m'ha fatto dimenticare ogni mia affanno e tutta la casa di mio padre». E al secondo perse nome Efraim, perché disse, «I Dio m'ha reso fecondo nel paese della mia afflizione». I sette anni d'abbondanza che erano stati nel paese d'Egitto finirono, e cominciarono a venire i sette anni della carestia, come Giuseppe aveva detto, e ci fu carestia in tutti i paesi, ma in tutto il paese d'Egitto c'era del pane. Poi la carestia si estese a tutto il paese d'Egitto, e il popolo gridò a Faraone per avere del pane. E Faraone disse a tutti gli egiziani, Andate da Giuseppe e fate quello che vi dirà. La carestia era sparsa su tutta la superficie del paese e Giuseppe ha perso tutti i depositi e vende grano agli egiziani. E la carestia si nel paese d'Egitto e da tutti i paesi si veniva in Egitto da Giuseppe per comprare del grano perché la carestia era grave per tutta la terra. Genesi capitolo 42. Esimo. Or Giacobbe, vedendo che c'era del grano in Egitto, disse ai suoi figlioli, Perché vi state a guardare l'un l'altro? Poi disse, Ecco, ho sentito dire che c'è del grano in Egitto. Scendete colà per comprarsene onde possiamo vivere e non abbiamo a morire. E dieci dei fratelli di Giuseppe scesero in Egitto per comprarvi del grano. Ma Giacobbe non mandò Beniamino, fratello di Giuseppe coi suoi fratelli, perché diceva, che non gli abbia succedere qualche disgrazia. E i figliuoli di Israele giunsero per comprare del grano in mezzo agli altri, che pur venivano, poiché nel paese di Canaan c'era la carestia. Or Giuseppe era colui che comandava nel paese, era lui che vendeva il grano a tutta la gente del paese, e i fratelli di Giuseppe vennero e si prostrarono dinanzi a lui con la faccia a terra. E Giuseppe vide i suoi fratelli e li riconobbe, ma fece lo straniero davanti a loro e parlò loro aspramente e disse loro, D'onde venite? Ed essi risposero, Dal paese di Canaan per comprare dei viveri. E Giuseppe riconobbe i suoi fratelli, ma essi non riconobbero lui. E Giuseppe si ricordò dei sogni che aveva avuto intorno a loro e disse, Voi siete delle spie. Siete venuti per vedere i luoghi sforniti del paese? Ed essi a lui, No, signor mio, i tuoi servitori sono venuti a comprare dei viveri. Siamo tutti figliuoli d'uno stesso uomo. Siamo gente sincera. I tuoi servitori non sono delle spie. Ed egli disse loro, No, siete venuti per vedere i luoghi sforniti del paese. E quelli risposero, noi, tuoi servitori, siamo dodici fratelli figliuoli uno stesso uomo del paese di Canaan. Ed ecco il più giovane è oggi col nostro padre e uno non è più. E Giuseppe disse loro, la cosa è come vi ho detto, siete delle spie. Ecco come sarete messi alla prova. Per la vita di Faraone non uscirete di qui prima che il vostro fratello più giovane sia venuto qua. Mandate uno di voi a prendere il vostro fratello e voi resterete qui in carcere perché le vostre parole siano messe alla prova e si vega se c'è del vero in voi se no, per la vita di Faraone siete delle spie e li mise assieme in prigione per tre giorni. Il terzo giorno Giuseppe disse loro: Fate questo e vivrete. Io temo il Dio. Se siete gente sincera, uno di voi fratelli resti qui incatenato nella vostra prigione e voi andate e portate del grano per la necessità delle vostre famiglie e menatemi il vostro fratello più giovane, così le vostre parole saranno verificate e voi non morrete. Ed essi fecero così e si dicevano l'un l'altro, sì, noi fummo colpevoli verso il nostro fratello, giacché... Vedemmo l'angoscia dell'anima sua quando egli ci supplicava e noi non gli demmo ascolto. Ecco perché ci viene addosso questa angoscia. E Ruben rispose loro dicendo, non ve lo dicevo io, non commettete questo peccato contro il fanciullo? Ma voi non mi voleste dare ascolto, perciò ecco che il suo sangue ci è ridomandato. Or quelli non sapevano che Giuseppe li capiva, perché fra lui e loro c'era un interprete, ed egli si allontanò da essi e pianse. Poi tornò, parlò loro, e prese di fra loro Simeone, che fece incatenare sotto i loro occhi. Poi Giuseppe ordinò che sempissero di grano i loro sacchi, che si mettesse il denaro di ciascuno nel suo sacco, e che si dessero loro delle provvisioni per il viaggio, e così fu fatto. Ed essi caricarono il loro grano sui loro asini e se ne andarono. Or l'un d'essi aprì il suo sacco per dare del foraggio al suo asino, nel luogo dove pernottavano, e vide il suo denaro che era alla bocca del sacco. E disse ai suoi fratelli: Il mio denaro m'è stato restituito. Eccolo è qui nel mio sacco. Allora il cuore venne loro meno, e tremando dicevano l'uno all'altro: Che è mai questo che Dio ci ha fatto? E vennero a Giacobbe, loro padre, nel paese di Canaan e gli raccontarono tutto quello che era accaduto dicendo L'uomo che è il signore del paese ci ha parlato aspramente e ci ha trattato da spie del paese. E noi gli abbiamo detto siamo gente sincera, non siamo delle spie, siamo dodici fratelli figliuoli di nostro padre, uno non è più e il più giovane è oggi con il nostro padre nel paese di Canaan. E quell'uomo signore del paese ci ha detto, Da questo conoscerò se siete gente sincera, lasciate presso di me uno dei vostri fratelli, prendete quel che vi necessita per le vostre famiglie, partite e menatemi il vostro fratello più giovane. Allora conoscerò che non siete delle spie ma gente sincera, io vi renderò il vostro fratello e voi potrete trafficare nel paese. Or com'essi svutavano i loro sacchi, ecco che l'involto del denaro di ciascuno era nel suo sacco; essi e il padre loro videro gli involti del loro denaro e furono presi da paura. E Giacobbe loro padre disse: Voi m'avete privato dei miei figliuoli; Giuseppe non è più, Simone non è più, e mi volete togliere anche Beniamino. Tutto questo cade addosso a me. E Ruben disse a suo padre: se non te lo rimeno, fa morire i miei due figliuoli. Affidalo a me, io te lo ricondurrò. Ma Giacobbe rispose, il mio figliuolo non scenderà con voi, poiché il suo fratello è morto e questo solo è rimasto. Se gli succedesse qualche disgrazia durante il vostro viaggio, fareste scendere con cordoglio la mia canizia nel soggiorno dei morti. Genesi, capitolo. Quarantatreesimo Or la carestia era grave nel paese. E quando ebbero finito di mangiare il grano che avevano portato dall'Egitto, il padre disse loro: Tornate a comprarsi un po' di viveri. E Giuda gli rispose, dicendo: Quell'uomo ce lo dichiarò positivamente. Non vedrete la mia faccia se il vostro fratello non sarà con voi. Se tu mandi il nostro fratello con noi. Noi scenderemo e ti compreremo dei viveri, ma se non lo mandi non scenderemo perché quell'uomo ci ha detto non vedrete la mia faccia se il vostro fratello non sarà con voi. E Israele disse, perché m'avete fatto questo torto di dire a quell'uomo che avevate ancora un fratello? E quelli risposero, quell'uomo ci interrogò partitamente intorno a noi e al nostro parentato dicendo, vostro padre vive egli ancora? Avete qualche altro fratello? E noi gli rispondemmo a tenore delle sue domande. Potevamo noi mai sapere che ci avrebbe detto: fate venire il vostro fratello? E Giuda disse a Israele suo padre: Lascia venire il fanciullo con me. E ci leveremo e andremo e noi vivremo e non morremo. Né noi né tu né i nostri piccini. Io mi rendo garante di lui. Ridomandane conto dalla mia mano se non te lo riconduco e non te lo rimetto davanti, io sarò per sempre colpevole verso di te. Se non ci fossimo indugiati a quest'ora saremmo già tornati due volte. Allora Israele loro padre disse loro Se così è fate questo, prendete nei vostri sacchi delle cose più squisite di questo paese e portate a quell'uomo un dono, un po di balsamo, un po di miele, degli aromi, della mirra, dei pistacchi e delle mandorle. E pigliate con voi il doppio del denaro e riportate il denaro che fu rimesso alla bocca dei vostri sacchi. Forse fu un errore. Prendete anche il vostro fratello, levatevi e tornate da quest'uomo e lì Dio Onnipotente vi faccia trovare grazia dinanzi a quell'uomo sì che egli vi rilasci l'altro vostro fratello e Beniamino. E se debbo essere privato dei miei figliuoli, che io lo sia. Quelli presero dunque il dono. Presero seco il doppio del danaro e beniamino e levatisi scesero in Egitto e si presentarono dinanzi a Giuseppe. E come Giuseppe vide beniamino con loro, disse al suo maestro di casa: Conduci quest'uomo in casa, scella e prepara tutto perché questi uomini mangeranno con me a mezzogiorno. E l'uomo fece come Giuseppe aveva ordinato e li menò in casa di Giuseppe. E quelli ebbero paura perché erano menati in casa di Giuseppe e dissero Siamo menati qui a motivo di quel denaro che ci fu rimesso nei sacchi la prima volta, ed ei vuol darci addosso, precipitarsi su noi e prendersi come schiavi coi nostri asini. E accostatosi al Maestro di casa di Giuseppe e gli parlarono sulla porta della casa e dissero Scusa, Signore mio, noi scendemmo già una prima volta a comprare dei viveri. E avvenne che quando fummo giunti al luogo dove pernottammo, aprimmo i sacchi ed ecco il denaro di ciascun di noi era alla bocca del suo sacco, il nostro denaro del peso esatto. E noi l'abbiamo riportato con noi e l'abbiamo portato con noi dell'altro denaro per comprare dei viveri. Noi non sappiamo chi avesse messo il nostro denaro nei nostri sacchi. Ed egli disse datevi pace, non temete. L'idio vostro, l'idio del vostro padre, ha messo un tesoro nei vostri sacchi. Io ebbi il vostro denaro. E fatto uscire Simeone, lo condusse loro. Quell'uomo li fece entrare in casa di Giuseppe, dette loro dell'acqua, ed essi si lavarono i piedi, ed egli dette del foraggio ai loro asini, ed essi prepararono il regalo aspettando che Giuseppe venisse a mezzogiorno, perché avevano inteso che rimarebbe quivi a mangiare». E quando Giuseppe venne a casa, quelli gli porsero il dono che avevano portato seco dalla casa e s'inchinarono fino a terra davanti a lui. Egli domandò loro come stessero e disse: Vostro padre, il vecchio di cui mi parlaste, sta egli bene? Vive egli ancora? E quelli risposero: Il padre nostro tuo servo sta bene, vive ancora. E s'inchinarono e gli fecero riverenza. Poi Giuseppe alzò gli occhi, vide Beniamino, suo fratello, figliuolo della madre sua, e disse E questo è il vostro fratello più giovane di cui mi parlaste? Poi disse a lui E Dio ti sia propizio, figliuolo mio. E Giuseppe s'affrettò ad uscire perché le sue viscere s'eran commosse per il suo fratello, e cercava un luogo dove piangere. Entrò nella sua camera e qui vi pianse. Poi si lavò la faccia ed uscì, si fece forza e disse Portate il pranzo. E fu dunque portato il cibo per lui a parte e per loro a parte e per gli egiziani che mangiavano con loro a parte, perché gli egiziani non possono mangiare con gli ebrei, per gli egiziani è una cosa abominevole. Ed essi si misero a sedere dinanzi a lui, il primogenito secondo il suo diritto di primogenitura e il più giovane secondo la sua età. E si guardavano l'un l'altro con meraviglia, e Giuseppe fe loro portare delle vivande che aveva dinanzi, ma la porzione di Beniamino era cinque volte maggiore di quella d'ogni di altro di loro. E bevvero e stettero allegri con lui. Genesi, capitolo quarantaquattresimo. Giuseppe dette quest'ordine al suo maestro di casa. Riempi i sacchi di questi uomini di tanti viveri quanti ne possano portare, e metti il denaro di ciascun desi alla bocca del suo sacco, e metti la mia coppa, la coppa d'argento, alla bocca del sacco del più giovane assieme al denaro del suo grano. Ed egli fece come Giuseppe aveva detto. La mattina non appena fu giorno, quegli uomini furono fatti partire coi loro asini, e quando furono usciti dalla città non erano ancora lontani, Giuseppe disse al suo maestro di casa: Levati, va dietro a quegli uomini, e quando li avrai raggiunti, di loro: Perché avete reso mal per bene? Non è quella la coppa nella quale il mio Signore beve, e della quale si serve per indovinare? Avete fatto male a far questo? Egli li raggiunse e disse loro quelle parole. Ed essi gli risposero: Perché il mio Signore ci rivolge parole come queste? Ed io: preservi i tuoi servitori dal fare una tal cosa. Ecco, noi ti abbiamo portato dal paese di Canaan il denaro che avevamo trovato alla bocca dei nostri sacchi, come dunque avremmo rubato dell'argento e dell'oro dalla cassa del tuo Signore? Quello dei tuoi servitori, presso il quale si troverà la coppa, sia messo a morte e noi pure saremo schiavi del tuo Signore. Ed egli disse, ebbene, sia fatto come dite, colui presso il quale sarà trovato, sarà mio schiavo e voi sarete innocenti. In tutta fretta ognuno d'essi mise giù il suo sacco a terra e ciascuno aprì il suo. E il maestro di casa li frugò, cominciando da quello del maggiore per finire con quello del più giovane, e la coppa fu trovata nel sacco di Beniamino. Allora quelli si stracciarono le vesti, ognuno ricaricò il suo asino. E tornarono alla città. Giuda e i suoi fratelli arrivarono alla casa di Giuseppe, il quale era ancora quivi, e si gettarono in terra dinanzi a lui. E Giuseppe disse loro: Che azione è questa che avete fatta? Non lo sapete che un uomo come me ha potere di indovinare? Giuda rispose: Che diremo al mio Signore? Quali parole useremo? O come ci giustificheremo? Dio ha ritrovato l'iniquità dei tuoi servitori. Ecco, siamo schiavi del mio Signore, tanto noi quanto colui in mano del quale è stata trovata la coppa. Ma Giuseppe disse, mi guardi Dio dal far questo. L'uomo in mano del quale è stata trovata la coppa sarà mio schiavo. Quanto a voi risalite in pace dal Padre vostro. Allora Giuda s'accostò a Giuseppe e disse, di grazia, Signor mio, Permetti al tuo servitore di far uscire una parola al mio Signore, e non saccenda l'ira tua contro il tuo servitore, poiché tu sei come Faraone. Il mio Signore interrogò i suoi servitori dicendo, Avete voi padre o fratello? E noi rispondemmo al mio Signore, Abbiamo un padre che è vecchio, con un giovane figlio natogli nella vecchiaia. Il fratello di questo è morto, tal che egli è rimasto solo dei figliuoli di sua madre, e suo padre l'ama. Allora tu dicesti ai tuoi servitori, menatemelo, perché lo vegga con i miei occhi. E noi dicemmo al mio signore, il fanciullo non può lasciare suo padre, perché se lo lasciasse, suo padre morirebbe. E tu dicesti ai tuoi servitori, se il vostro fratello più giovane non scende con voi, voi non vedrete più la mia faccia. E come fumo risaliti a mio padre, tuo servitore, gli riferimmo le parole del tuo signore. Poi nostro padre disse, Tornate a comprarci un po' di viveri, e noi rispondemmo non possiamo scendere laggiù se il nostro fratello più giovane verrà con noi, scenderemo perché non possiamo vedere la faccia di quell'uomo se il nostro fratello più giovane non è con noi. E mio padre, tuo servitore, ci rispose, «Voi sapete che mia moglie mi partorì due figliuoli. L'undessi si partì da me, e io dissi, «Certo gli è stato sbranato, e non l'ho più visto da allora». E se mi togliete anche questo, se egli avviene qualche disgrazia, voi farete scendere con dolore la mia canizia nel soggiorno dei morti. Or dunque, quando giungerò da mio padre, tuo servitore, se il fanciullo, all'anima del quale la sua è legata, non è con noi, avverrà che come avrà veduto che il fanciullo non c'è, egli morrà. E i tuoi servitori avranno fatto scendere con cordoglio la canizia del tuo servitore nostro Padre nel soggiorno dei morti? Ora, siccome il tuo servitore si è reso garante del fanciullo presso mio Padre, e gli ho detto se non te lo ricondurò sarò per sempre colpevole presso mio Padre. Deh, permetti ora, che il tuo servitore rimanga schiavo del mio Signore invece del fanciullo e che il fanciullo se ne torni coi suoi fratelli. Perché come farei a risalire da mio padre senza aver me col fanciullo? Ah, che io non vegga il dolore che ne verrebbe a mio padre. Genesi capitolo quarantacinquesimo Allora Giuseppe non poté più contenersi dinanzi a tutti gli astanti e gridò Fate uscire tutti dalla mia presenza. E nessuno rimase con Giuseppe quando egli si diè a conoscere ai suoi fratelli. E alzò la voce piangendo. Gli egiziani l'udirono e l'udì la casa di Faraone. E Giuseppe disse ai suoi fratelli, Io sono Giuseppe, mio padre vive egli tuttora. Ma i suoi fratelli non gli potevano rispondere perché erano sbigottiti alla sua presenza. Giuseppe disse ai suoi fratelli, De, avvicinatevi a me. Quelli si avvicinarono, ed egli disse, Io sono Giuseppe, vostro fratello, che voi vendeste perché fosse menato in Egitto. Ma ora, non vi contristate, né vi dolga d'avermi venduto perché io fossi menato qua, poiché Dio m'ha mandato innanzi a voi per conservarvi in vita. Infatti, sono due anni che la carestia è nel paese, e ce ne saranno altri cinque, durante i quali non ci sarà né aratura né messe. Ma Dio mi ha mandato dinanzi a voi perché si è conservato di voi un resto sulla terra e per salvarvi la vita con grande liberazione. Non siate dunque voi che m'avete mandato qua, ma Dio. Egli m'ha stabilito come padre di Faraone, signore di tutta la sua casa e governatore di tutto il paese d'Egitto. Affrettatevi e risalite da mio padre e ditali così dice il tuo figliuolo Giuseppe. E Dio mi ha stabilito Signore di tutto l'Egitto. Scendi da me, non tardare, tu dimorerai nel paese di Koshen e sarai vicino a me, tu e i tuoi figliuoli, i figliuoli dei tuoi figliuoli, i tuoi greggi, i tuoi armenti e tutto quello che possiedi. E qui io ti sostenrò perché ci saranno ancora cinque anni di carestia, onde tu non sia ridotto alla miseria tu, la tua famiglia e tutto quello che possiedi. Ed ecco voi vedete coi vostri occhi, e il mio fratello Beniamino vede con gli occhi suoi che è proprio la mia bocca, quella che vi parla. Raccontate dunque a mio padre tutta la mia gloria in Egitto e tutto quello che avete veduto, e fate che mio padre scenda presso qua, e gettatosi al collo di Beniamino, suo fratello, pianse, e Beniamino pianse sul collo di lui, bacio pure tutti i suoi fratelli piangendo. E dopo questo i suoi fratelli si misero a parlare con lui. Che il rumore della cosa si sparse nella casa di Faraone e si disse, Sono arrivati i fratelli di Giuseppe, il che piacque a Faraone ed ai suoi servitori. E Faraone disse a Giuseppe, di ai tuoi fratelli, fate questo, caricate le vostre bestie e andate e tornate al paese di Canaan. Prendete vostro padre e le vostre famiglie e venite da me, ed io vi darò del meglio del paese d'Egitto, e voi mangerete il grasso del paese. Tu hai l'ordine di dir loro, fate questo. Prendete del paese d'Egitto dei carri per i vostri piccini e per le vostre mogli, conducete vostro padre e venite. E non vi rincresca di lasciare le vostre masserizie, perché il meglio di tutto il paese d'Egitto sarà vostro. E figliuoli di Israele... Fecero così, e Giuseppe diede loro dei carri secondo l'ordine di Faraone e diede loro delle provvisioni per il viaggio, e a tutti diede un abito di ricambio per ciascuno, ma a Beniamino dette trecento sicli d'argento e cinque mute di vestiti, e a suo padre mandò questo, dieci asini carichi delle migliori cose d'Egitto, dieci asini carichi di grano e di pane di viveri per suo padre durante il viaggio. Così licenziò i suoi fratelli e questi partirono ed egli disse loro non ci siano per via delle dispute fra voi. Ed essi risalirono dall'Egitto e vennero nel paese di Canaan da Giacobbe loro padre e gli riferirono ogni cosa dicendo Giuseppe vive tuttora ed è il governatore di tutto il paese d'Egitto. Ma il suo cuore rimase freddo perché egli non credeva loro. Essi gli ripeterono tutte le parole che Giuseppe aveva dette loro, ed egli vide i carri che Giuseppe aveva mandato per condurlo via. Allora lo Spirito di Giacobbe loro padre si ravvivò, e Israele disse: Basta, e mio figliuolo Giuseppe vive tuttora, ed io andrò e lo vedrò prima di morire. Genesi, capitolo quarantaseiesimo. Israele dunque si partì con tutto quello che aveva e giunto a Beersheba offrì sacrifici all'idio di Isacco suo padre. Ed io parlò a Israele in visioni notturne e disse Giacobbe, Giacobbe. Ed egli rispose Eccomi. Ed io disse Io sono idio, l'idio di tuo padre, non temere di scendere in Egitto perché là ti farò diventare una grande nazione. Io scenderò con te in Egitto e te ne farò anche sicuramente risalire, e Giuseppe ti chiuderà gli occhi. Allora Giacobbe partì da Bersiba e i figlioli di Israele fecero salire Giacobbe, loro padre, i loro piccini, le loro mogli, sui carri che Faraone aveva mandato per trasportarli. Ed essi presero il loro bestiame e i beni che avevano acquistato nel paese di Canaan e vennero in Egitto. Giacobbe e tutta la sua famiglia con lui. Egli condusse secco in Egitto i suoi figliuoli, le sue figliuole, le figliuole dei suoi figliuoli e tutta la sua famiglia. Questi sono i nomi dei figliuoli di Israele che vennero in Egitto: Giacobbe e i suoi figlioli. Il primogenito di Giacobbe, Ruben. I figliuoli di Ruben: Enoch, Pallu, Etzrom e Carmi. I figliuoli di Simeone: Jemuel, Yamin, Hohad, Yakin, Tzoa e Saul, figliuolo di Una Cananea. I figliuoli di Levi, Gerson, Kehath e Merari. I figliuoli di Giuda, Er, Onan, Shela, Perez, Zerak. Ma Er e Onan morirono nel paese di Canan. E i figliuoli di Perez furono Ezro e Hamud. I figliuoli di Issachar, Tola. Puva, Yob e Shimron. I figliuoli di Zabulon, Sered, Elon e Iahil. Codesti sono i figlioli che le ha partoria a Giacobbe e a Padan Aram, oltre di una figliuola di lui. I suoi figliuoli e le sue figliole erano in tutto 33 persone. I figlioli di Gad, Zifion, Hagi, Shuni, Etzbon, Heri, Arodi e Reli. I figlioli di Asher, Imna. Ziva, Sivi, Beria, Serat la loro sorella, e i figlioli di Beria, Heber e Elchiel. Codesti furono i figlioli di Zilpa che Lebano aveva data a Lea sua figliola ed essa li partorì a Giacobbe, in tutto sedici persone. I figlioli di Rachele, moglie di Giacobbe, Giuseppe e Beniamino, e a Giuseppe nel paese d'Egitto nacquero Manasse ed Efraim, i quali Asenat, figliuola di Potifera, sacerdote di On, li partorì. I figliuoli di Beniamino, Bela, Beker, Ashbel, Gera, Nahaman, Hei, Rosh, Mupim, Hupim e Hard. Cotesti sono i figliuoli di Rachele, che nacquero a Giacobbe, in tutto quattordici persone. I figliuoli di Dan, Ushim, i figliuoli di Neftali, Yazil, Guni, Yetze, Shilem. Codesti sono i figliuoli di Bila che l'Ebano aveva dato a Rachele sua figliuola, ed essa li partoria a Giacobbe, in tutto sette persone. Le persone che vennero con Giacobbe in Egitto, discendenti da lui, senza contare le mogli dei figliuoli di Giacobbe, erano in tutto sessantasei, e i figliuoli di Giuseppe nati in Egitto erano due. Il totale delle persone della famiglia di Giacobbe che vennero in Egitto era di settanta. O Giacobbe mandò avanti a sé Giuda a Giuseppe perché questi lo introducesse nel paese di Goshen. E giunsero nel paese di Goshen, Giuseppe fece attaccare il suo carro e salì in Goshen a incontrare Israele suo padre. E gli si presentò, gli si gettò al collo e pianse lungamente sul collo di lui. E Israele disse a Giuseppe: Ora che io muoia pure, già che ho veduto la tua faccia e tu vivi ancora. E Giuseppe disse ai suoi fratelli e alla famiglia di suo padre: Io salirò a informare Faraone e gli dirò. I miei fratelli e la famiglia di mio padre che erano nel paese di Canaan sono venuti da me. Questi uomini sono pastori, poiché sono sempre stati allevatori di bestiame e hanno menato seco i loro greggi, i loro armenti e tutto quello che posseggono. E quando Faraone vi farà chiamare e vi dirà qual è la vostra occupazione, risponderete i tuoi servitori sono stati allevatori di bestiame dalla loro infanzia fino a quest'ora così noi come i nostri padri. Direte così perché possiate abitare nel paese di Goshen, poiché gli egiziani hanno in abominio tutti i pastori. Genesi capitolo quarantasettesimo Giuseppe andò quindi a informare Faraone e gli disse mio padre e i miei fratelli, con loro greggi, con loro armenti e con tutto quello che hanno, sono venuto dal paese di Canaan, ed ecco sono nel paese di Goshen. E prese cinque uomini di fra i suoi fratelli e li presentò a Faraone. E Faraone disse ai fratelli di Giuseppe, Qual è la vostra occupazione? Ed essi risposero a Faraone, I tuoi servitori sono pastori come furono i nostri padri. Poi dissero a Faraone, «Siamo venuti per dimorare in questo paese, perché nel paese di Canaan non c'è pastura per i greggi dei tuoi servitori, poiché la carestia è grave. De, permetti ora che i tuoi servi dimorino nel paese di Koshen.» E Faraone parlò a Giuseppe, dicendo, «Tuo padre e i tuoi fratelli sono venuti da te. Il paese d'Egitto ti sta dinanzi, Fa abitare tuo padre e i tuoi fratelli nella parte migliore del paese.» Dimorino pure nel paese di Goshen, e ne conosci fra loro degli uomini capaci, falli sovrintendenti del mio bestiame. Poi Giuseppe menò Giacobbe suo padre da Faraone e glielo presentò. E Giacobbe benedisse Faraone. E Faraone disse a Giacobbe, Quanti sono i giorni del tempo della tua vita? Giacobbe rispose a Faraone, I giorni del tempo dei miei pellegrinaggi sono centotrent'anni. I giorni del tempo della mia vita sono stati pochi e cattivi, e non hanno raggiunto il numero dei giorni della vita dei miei padri, ai dì dei loro pellegrinaggi. Giacobbe benedisse ancora a Faraone e si ritirò dalla presenza di lui. E Giuseppe stabilì suo padre e i suoi fratelli, e dette loro un possesso nel paese d'Egitto, nella parte migliore del paese, nella contrada di Ramses, come Faraone aveva ordinato». E Giuseppe sostentò suo padre e i suoi fratelli e tutta la famiglia di suo padre, provvedendoli di pane secondo il numero dei figlioli. Ora, in tutto il paese non c'era pane, perché la carestia era gravissima. Il paese d'Egitto e il paese di Canaan languivano a motivo della carestia. Giuseppe ammassò tutto il denaro che si trovava nel paese d'Egitto e nel paese di Canaan, come prezzo del grano che si comprava, e Giuseppe portò questo denaro nella casa di Faraone. E quando il denaro fu esaurito nel paese d'Egitto e nel paese di Canaan, tutti gli egiziani vennero a Giuseppe e dissero, dacci del pane, perché dovremmo morire in tua presenza, già che il denaro è finito. E Giuseppe disse, date il vostro bestiame, e io vi darò del pane in cambio del vostro bestiame, se non avete più denaro. E quelli menarono a Giuseppe il loro bestiame, e Giuseppe diede loro del pane in cambio dei loro cavalli, dei loro greggi di pecore, delle loro mandre di buoi e dei loro asini. Così fornì loro del pane per quell'anno in cambio di tutto il loro bestiame. Passato quell'anno, tornarono a lui l'anno seguente e gli dissero: Noi non celeremo al mio Signore, che il denaro essendo esaurito e le mandre del nostro bestiame essendo passate al mio Signore, Nulla più resta che il mio signore possa prendere, tranne i nostri corpi e le nostre terre. E perché dovremmo perire sotto gli occhi tuoi, noi e le nostre terre, compra noi e le terre nostre in cambio di pane, e noi con le nostre terre saremo schiavi di faraone e dacci da seminare affinché possiamo vivere e non moriamo, e il suono non diventi un deserto? Così Giuseppe comprò per il faraone tutte le terre d'Egitto, giacché gli egiziani venderono ognuno il suo campo, perché la carestia li colpiva gravemente. Così il paese diventò proprietà di faraone. Quanto al popolo lo fece passare nelle città da un capo all'altro dell'Egitto, solo le terre dei sacerdoti non acquistò, perché i sacerdoti ricevevano una provisione assegnata loro da faraone, e vivevano nella provisione che faraone dava loro. Per questi essi non venderono le loro terre». E Giuseppe disse al popolo, Ecco, oggi ho acquistato voi e le vostre terre per Faraone. Eccovi del seme, seminate la terra, e al tempo della raccolta ne darete il quinto a Faraone, e quattro parti saranno vostre per la sementa dei campi e per il nutrimento vostro e di quelli che sono in casa vostra, e per il nutrimento dei vostri bambini. E quelli dissero, Tu ci hai salvato la vita, ci si è dato di trovar grazia agli occhi del mio Signore, e saremo schiavi di Faraone. E Giuseppe ne fece una legge che dura fino al dì d'oggi, secondo la quale un quinto del reddito delle terre d'Egitto era per Faraone. Non ci furono che le terre dei sacerdoti che non furono di Faraone. Così gli israeliti abitarono nel paese d'Egitto, nel paese di Goshen, vi ebbero dei possessi e vi accrebbero e moltiplicarono oltremodo. E Giacobbe visse nel paese d'Egitto diciassette anni, e i giorni di Giacobbe e gli anni della sua vita furono centoquarantasette, e quando Israele s'avvicinò al giorno della sua morte, chiamò il suo figliuolo Giuseppe e gli disse, «De, se ho trovata grazia agli occhi tuoi, mettimi la mano sotto la coscia e usami benignità e fedeltà, de, non mi seppellire in Egitto, ma quando giacerò con i miei padri, portami fuori d'Egitto e seppelliscimi nel loro sepolcro». Ed egli rispose, Farò come tu dici. E Giacobbe disse, Giuramelo. E Giuseppe glielo giurò. E Israele voltò al capo del letto e adorò. Genesi capitolo quarantottesimo Dopo queste cose avvenne che fu detto a Giuseppe: Ecco, tuo padre è ammalato. Ed egli prese seco i suoi due figliuoli in menasse ed Efraim e Giacobbe ne fu informato e gli fu detto, ecco il tuo figliuolo Giuseppe viene da te. E Israele raccolse le sue forze e si mise a sedere sul letto. E Giacobbe disse a Giuseppe, il Dio Onnipotente mi apparve a Luz nel paese di Cana, mi benedisse e mi disse, ecco io ti farò fruttare, ti moltiplicherò e ti farò diventare una moltitudine di popoli e darò questo paese alla tua progenie dopo di te come un possesso perpetuo. Ed ora, i tuoi due figliuoli che ti son nati nel paese d'Egitto, prima che io venissi da te in Egitto, sono miei. E Frain e Menasse saranno miei, come Ruben e Simeone. Ma i figliuoli che hai generati dopo di loro saranno tuoi. Essi saranno chiamati col nome dei loro fratelli, quanto alla loro eredità. Quanto a me, allorché tornavo da Padam, Rachele morì presso di me nel paese di Canaan durante il viaggio a qualche distanza da Efrata, e la seppellei qui, vi sulla via di Efrata, che è Bethlehem. E Israele guardò i figliuoli di Giuseppe e disse, «Questi chi sono?» E Giuseppe rispose a suo padre, «Sono i miei figlioli che Dio mi ha dati qui». Ed egli disse, «De, fa che si appressino a me, e io li benedirò». Or gli occhi di Israele erano annebbiati a motivo dell'età, sì che non ci vedeva più. E Giuseppe li fece avvicinare a lui, ed egli li baciò e li abbracciò, e Israele disse a Giuseppe, Io non pensavo di rivedere più la tua faccia, ed ecco e Dio m'ha dato di vedere anche la tua progenie. Giuseppe li ritirò di tra le ginocchia di suo padre e si prostrò con la faccia a terra. Poi Giuseppe li prese ambedue Efraim alla destra e alla sinistra d'Israele di e menasti alla sua sinistra, alla destra d'Israele, di e li fece avvicinare a lui. E Israele stesse la sua mandestra e la posò sul capo di Efraim, che era il più giovane, e posò la sua mano sinistra sul capo di Menasse, incrociando le mani, poiché Menasse era il primogenito. Ebbene E benedisse Giuseppe e disse, Lidio, nel cui cospetto camminarono i miei padri Abramo e Isacco, Lidio che è stato il mio pastore, da che... Esisto fino a questo giorno l'angelo che mi ha liberato da ogni male e benedica questi fanciulli siano chiamati col mio nome e col nome dei miei padri Abramo ed Isacco e moltiplichino copiosamente sulla terra. Or quando Giuseppe vide che suo padre posava la mandestra sul capo di Efraim ne ebbe dispiacere e prese la mano di suo padre per levarla di sul capo di Efraim e metterla sul capo di Manasse. E Giuseppe disse a suo padre, Non così, Padre mio, perché questo è il primogenito, metti la tua mano destra sul suo capo. Ma suo padre ricusò e disse Lo so, figliuolo mio, lo so, anche egli diventerà un popolo e anche egli sarà grande, non di meno, il suo fratello più giovane sarà più grande di lui e la sua progenie diventerà una moltitudine di nazioni. E in quel giorno li benedisse, dicendo: Per te Israele benedirà, dicendo, Lì Dio ti faccia simile ad Efraim e a Menasse. E mise Efraim prima di menasse. Poi Israele disse a Giuseppe, Ecco, io mi muoio, ma Dio sarà con voi e vi ricondurrà nel paese dei vostri padri, ed io ti do una parte di più che ai tuoi fratelli, quella che conquistai dalla mano degli Amorei con la mia spada e col mio arco. Genesi capitolo 49. Poi Giacobbe chiamò i suoi figlioli e disse, Adunatevi e vi annunzierò ciò che vi avverrà nei giorni a venire. Adunatevi e ascoltate, o figliuoli di Giacobbe, date ascolto a Israele vostro padre. Ruben, tu sei il mio primogenito, la mia forza, la primizia del mio vigore, eminente in dignità ed eminenza di forza, impetuoso come l'acqua, tu non avrai la preeminenza perché sei salito sul letto di tuo padre. Allora tu l'hai profanato. Egli è salito sul mio letto. Simeone e Levi sono fratelli. Le loro spade sono strumenti di violenza. Non entri l'anima mia nel loro consiglio segreto, non si unisca la mia gloria alla loro radunanza, poiché nella loro ira hanno ucciso degli uomini e nel loro mal'animo hanno tagliato i garretti ai tori. Maledetta l'ira loro. Perché è stata violenta e loro furore perché è stato crudele. Io li dividerò in Giacobbe e li disperderò in Israele. Giuda, te loderanno i tuoi fratelli, la tua mano sarà sulla cervice dei tuoi nemici, i figliuoli di tuo padre si prostreranno dinanzi a te. Giuda è un giovane leone. Tu risali dalla preda, figliuol mio. Egli si china, s'accovaccia come un leone, come una leonessa. Chi lo farà levare? Lo scettro non sarà rimosso da Giuda né il bastone del comando di fra i suoi piedi, finché giunga colui che darà il riposo e a quale obbediranno i popoli. Egli lega il suo asinello alla vite e il pulledro della sua asina alla vite migliore. Lava la sua veste col vino e il suo manto col sangue dell'uva. Egli ha gli occhi rossi dal vino, i denti bianchi dal latte». Zabulon abiterà sulla costa dei mari, sarà sulla costa ove convengono le navi e il suo fianco s'appoggerà a Sidon. Isacar è un asino robusto sdraiato fra i tramezzi del chiuso. Egli ha visto che il riposo è buono e che il paese è ameno. Ha curvato la spalla per portare il peso ed è divenuto un servo forzato a lavoro. Dan giudicherà il suo popolo come una delle tribù d'Israele. Dan sarà una serpe sulla strada, una cerasta sul sentiero, che morde i talloni del cavallo, sì che il cavaliere cade all'indietro. Io ho aspettato la tua salvezza, o oh eterno. Gad l'assaliranno delle bande armate, ma egli a sua volta le assalirà e le inseguirà. Da Asher verrà il pane saporito, ed ei fornirà delizie reali. Neftali è una cerva messa in libertà. E gli dice delle belle parole. Giuseppe è un ramo d'albero fruttifero, un ramo d'albero fruttifero vicino a una sorgente. I suoi rami si stendono sopra il muro. Gli arcieri l'hanno provocato e gli ha lanciato dei dardi e l'hanno perseguitato. Ma l'arco suo è rimasto saldo e le sue braccia e le sue mani sono state rinforzate dalle mani del potente di Giacobbe, da colui che è il pastore e la roccia di Israele, dall'Iddio di tuo padre che t'aiuterà e dall'Altissimo che ti benedirà con benedizioni dal cielo di sopra, con benedizioni dall'abisso che giaci di sotto, con benedizioni dalle mammelle del seno materno. Le benedizioni di tuo padre sorpassano le benedizioni dei miei progenitori, fino a raggiungere la cima delle colline eterne. Esse saranno sul capo di Giuseppe e sulla fronte del principe dei suoi fratelli. Beniamino è un lupo rapace, la mattina divora la preda e la sera spartisce le spoglie. Tutti costoro sono gli antenati delle dodici tribù d'Israele, e questo è quello che il loro padre disse loro quando li benedisse, li benedisse dando a ciascuno la sua benedizione particolare. Poi dette loro i suoi ordini e disse, io sto per essere riunito al mio popolo, seppellitimi con miei padri nella spelonca che è nel campo di Efron Loiteo, nella spelonca che è nel campo di Macpela di Rimpetu a Manre, nel paese di Canaan, la quale Abramo comprò col campo da Efron Loiteo come sepolcro di sua proprietà. Qui vi furono sepolti Abramo e Sara sua moglie, qui vi furono sepolti Isacco e Rebecca sua moglie, qui vi io seppellì Lea». Il campo e la spelonca che vi si trova furono comprati dai figliuoli di Het. Quando Giacobbe ebbe finito di dare quest'ordine ai suoi figliuoli, ritirò i piedi entro il letto e spirò e fu riunito al suo popolo. Genesi capitolo cinquantesimo allora Giuseppe si gettò sulla faccia di suo padre, pianse su lui e lo baciò. Poi Giuseppe ordinò ai medici che erano al suo servizio di imbalsamare suo padre e i medici imbalsamarono Israele. Ci vollero quaranta giorni perché tanto è il tempo che si impiega ad imbalsamare e gli egiziani lo piansero settanta giorni. E quanto i giorni del lutto fatto per lui furono passati, Giuseppe parlò alla casa di Faraone dicendo Se ora ho trovato grazia agli occhi vostri, fate giungere agli orecchi di Faraone queste parole. Mio padre m'ha fatto giurare e m'ha detto, ecco, io muoio, seppelliscimi nel mio sepolcro che mi sono scavato nel paese di Canaan. Or dunque, permetti che io salga e seppellisca mio padre, poi tornerò. E Faraone rispose, sali e seppellisci tuo padre, come t'ha fatto giurare. Allora Giuseppe salì a seppellire suo padre, e con lui salirono tutti i servitori di Faraone, gli anziani della sua casa, e tutti gli anziani del paese d'Egitto, e tutta la casa di Giuseppe e i suoi fratelli e la casa di suo padre. Non lasciarono nel paese di Goshen che i loro bambini, i loro greggi e i loro armenti. Con lui salirono pure carri e cavalieri, talché il corteggio era numerosissimo, e come furono giunti all'aia di Atad che è oltre il Giordano, vi fecero grandi e profondi lamenti e Giuseppe fece a suo padre un lutto di sette giorni. Or quando gli abitanti del paese, i cananei, videro il lutto dell'aia di Adad, dissero, questo è un grave lutto per gli egiziani, perciò fu messo nome Abel-mizraim a quell'aia che è oltre il Giordano. I figliuoli di Giacobbe fecero per lui quello che gli aveva ordinato loro, lo trasportarono nel paese di Cana e lo seppellirono nella spelonca del campo di Mecpela, che Abramo aveva comprato col campo da Efron Loiteo come sepolcro di sua proprietà di dirimpetto a Mamre. Giuseppe, dopo che ebbe sepolto suo padre, se ne tornò in Egitto coi suoi fratelli e con tutti quelli che erano saliti con lui a seppellire suo padre. I fratelli di Giuseppe, quando videro che il loro padre era morto, dissero, «Chissà che Giuseppe non ci porti odio e non ci renda tutto il male che gli abbiamo fatto!» E mandarono a dire a Giuseppe, «Tuo padre, prima di morire dette quest'ordine, dite così a Giuseppe, «De, perdona ora ai tuoi fratelli il loro misfatto e il loro peccato, perché t'hanno fatto del male! De, perdona dunque ora il misfatto dei servi dell'Idio di tuo padre!» E Giuseppe quando gli fu parlato così pianse. E i suoi fratelli vennero anch'essi e si prostrarono ai suoi piedi e dissero Ecco, siamo tuoi servi. E Giuseppe disse loro Non temete, poiché sono io forse al posto di Dio? Voi avete pensato del male contro a me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene per compiere quello che oggi avviene, per conservare in vita un popolo numeroso. Ora dunque non temete, io sostenterò voi e i vostri figliuoli e li conforterò e parlò al loro cuore in quella maniera. Giuseppe dimorò in Egitto egli con la casa di suo padre e visse 110 anni. Giuseppe vide i figliuoli di Efraim fino alla terza generazione, anche i figliuoli di Machir, figliuolo di Menasse, nacquero sulle sue ginocchia e Giuseppe disse ai suoi fratelli, io sto per morire. Ma Dio per certo vi visiterà e vi farà salire da questo paese nel paese che promise con giuramento ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. E Giuseppe fece giurare ai figlioli di Israele dicendo Lì Dio per certo vi visiterà allora trasporterete di qui le mie ossa. Poi Giuseppe morì in età di centodieci anni e fu imbalsamato e posto in una bara in Egitto.